Benvenuti a tutti, vi chiedo di prendere posto. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Es ist jetzt Zeit, wir werden bald anfangen. Die Türen werden zugemacht und dann haben wir die Ruhe, um richtig anzufangen. Bene. Dunque, bienvenuti. Herzlich willkommen. Mein Name ist Cornelia Leva. Es ist mir eine Freude, Sie durch Tag begleiten können. Forse dovrei dirvi invece che eh, è un piacere essere con voi in questo viaggio, così come recita il titolo di questo convegno, un viaggio dentro il PNRR. Prima di cominciare, ringraziamo i, diciamo così, tour operator, gli organizzatori di questo viaggio eh, odierno. Sono riusciti a comporre un programma veramente interessante. Staremo a sentire cosa sta avvenendo in azienda sanitaria, a che punto siamo a livello locale nell'implementazione del PNRR, ma potremo anche iscrivere tutto questo in un orizzonte molto più ampio, grazie alla presenza di relatori di alto profilo che vengono da altre regioni d'Italia, da un contesto nazionale. Quando, come, ci, come quando ci si prepara a eh, un viaggio, vi do un paio di informazioni di servizio che dovrebbero facilitare il procedere. Innanzitutto um, vi ricordo che ci sono eh, da firmare le presenze, due firme al mattino, due firme al pomeriggio. Lo so che lo sapete, ma so anche che molti lo dimenticheranno, <ride> quindi durante la giornata ogni tanto ci tornerò su. È disponibile un servizio di traduzione simultanea? La rilevazione del gradimento di questa giornata avverrà online, riceverete quindi un link che vi preghiamo di aprire e appunto eh, dare la vostra eh, opinione su questo convegno, che viene trasmesso anche in streaming. E salutiamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando da remoto. Bene, un breve accenno al programma della giornata, cosa ci aspetta? Partiremo tra pochissimo con il benvenuto del direttore generale Florian Zerzer e le relazioni di Günter Burger e Isabella Mastrobuono ci daranno i punti di riferimento secondo i quali orientarci. La rotta della giornata di oggi ci porterà eh, poi ad approfondire gli strumenti del PNRR e, dopo la pausa, anche i nuovi ruoli dell'assistenza di prossimità. Nach der Mittagspause werden wir drei wichtige referate über die Herausforderungen in der Implementierung des Plans hören und ganz am Schluss. Mit einem sehr guten besetzten runden Tisch werden wir versuchen, die Schlussfolgerungen aus diesem Tag voller Informationen, voller Anregungen und Reflexionen zu ziehen. Andiamo quindi a cominciare e lascio la parola immediatamente al Direttore Generale, Dottor Florian Zerzer. Prego. Grazie Cornelia Deleva. Uh, un cordialissimo benvenuto a tutti voi. Devo dire che sono quasi emozionato, non mi succede spesso, ma come ha detto la Cornelia Deleva, siamo in un viaggio e il termine tour operator mi piace molto perché in effetti ci sentiamo quasi un po' come i tour operator. Il viaggio, per la verità, è iniziato, siamo saltati sul pullman che è partito. Come sappiamo tutti, dal governo Draghi, e bisogna fargli veramente complimenti su questo. E adesso siamo già in viaggio. Deswegen bin ich sehr froh, dass Sie alle heute hier sind und alle gemeinsam uh, heute diese Herausforderung des, des der territorialen Betreuung mit uns annehmen. Denn uh, un concetto che ribadisco sempre, e tutti voi lo sapete bene quanto lo so io, L'unione fa la forza è un detto che si prende molto velocemente e semplicemente in bocca, però mai come negli scorsi due anni in Alto Adige abbiamo dimostrato che veramente l'unione fa la forza. Voi tutti sapete che sicuramente la sfida della pandemia corona non l'avremo superata nessuno di noi separatamente, ma quello che siamo riusciti a fare in Alto Adige è grazie al fatto che siamo riusciti a fare quadrato, siamo riusciti a fare. La grande sostena, il grande sostenimento vicendevole tra comuni, unità comprensoriale, il servizio sociale, il servizio sanitario, gli assessorati, eh, Croce Bianca, Croce Rossa, i pompieri, tutti quanti hanno dato una mano e siamo riusciti a fare quello che per noi molti ci hanno invidiato: questa, questa forza di unità, questo, questa volontà, questa coesione sociale che particolarmente eh, denota il valore aggiunto che abbiamo in Alto Adige. Das ist, glaube ich, auch der Erfolgsfaktor, der uns auf dieser Reise begleiten muss und kann und der uns gute Chancen gibt, das zu realisieren, was, glaube ich, für uns alle, vor allem für dieses soziosanitäre System, wahrscheinlich die größte Herausforderung ist, die es jetzt zu meistern gilt. Zumindest seit ich äh, in sanitären und sozialen Bereich arbeite, das sind 20 Jahre, haben wir immer von der Aufwertung des Territoriums geredet. Ich denke, viele von euch ist es. Ist, vielen von euch ist das ähnlich ergangen wie mir, als wir, als wir gehört haben, jetzt kommt eine neue Aufwertung des sagt: Ich das kann ich schon gar nicht mehr hören. Aber ich glaube, dass äh, die Regierung Draghi hier neue Maßstäbe gesetzt hat. Und diese Maßstäbe, glaube ich, können uns wirklich diese Herausforderung meistern lassen. Ich kann euch nur ganz kurz ein kleines, eine kleine Erfahrung aus Deutschland mitbringen. Ich war vor knapp einen Monat in München eingeladen, einen Vortrag zu halten über das italienische Gesundheitssystem und im Besonderen über die äh, Corona-Pandemie-Organisation Pandemie, äh, unserer Dienste in Südtirol und in Italien. Und die deutschen Verantwortlichen, es war immerhin auch der Bundesminister anwesend, haben gestaunt und haben wirklich uns beneidet um dieses Thema PNRR, um diese... Entscheidung, die sehr couragiert war von der staatlichen Regierung, ein Programm aufzusetzen äh, mit großen äh, Herausforderungen, aber auch mit großen äh, Unterstützungen, Zusagen, Versprechungen. Und was für mich wirklich überraschend war, es hat nicht jahrelange Diskussionen gegeben. Draghi hat es sehr schnell und entscheidend auf den Punkt gebracht, hat es durchgezogen, hat ein Programm definiert, wo alle Regionen, alle autonomen Provinzen gesehen haben, okay, diese Chance müssen wir nutzen. Und wenn Sie gehört hätten, wie in Deutschland die Sorge wirklich nicht groß, sondern als eine ja, Jahrhundertherausforderung dargestellt wird, wie schaffen wir es, äh, nicht nur im nahen Winter, sondern darüber hinaus die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, dann haben Sie gesagt, wenn es nicht gelingt, am Beispiel Italien auch Deutschland zu organisieren und diese Niederschwelligere äh, Versorgung so zu organisieren, dass sie effizient und effektiv ist, dann werden wir in den nächsten Jahren ein Desaster erleben, im Gesundheitswesen insgesamt. Und ich kann auch versichern, dass momentan sehr viele europäische Staaten, das haben wir gerade in der letzten äh, Versammlung auch der Generaldirektor Italiens gesehen, momentan interessiert nach Italien schauen. Und viele italienische Regionen, da wird mir Isabella Mastrobono recht geben, schauen interessiert nach Südtirol. Denn in, in, in Italien haben wir einen guten Ruf, dass wir organisieren können. Und vor allem, dass dieser Zusammenhalt, den ich am Anfang angesprochen habe, uns einen Mehrwert gibt, einen Gang mehr gibt, der interessant ist. Äh, Isabella Mastrobono, die unsere Referente Unica, die Parte ist. ma sai, sai, sai concretas? se il ministero avrà un problema non andrà da Florian Zerstro da Winterburg ma andrà da Isabella Mastrobono a tirarle le orecchie per cui sono anche contento e tranquillo però <ride> sì grazie Tante, Isabella eh, che hai questo coraggio ma lei eh, sapete <ride> ma, le, ma lei sapete oltre al coraggio ha anche esperienza da vendere per cui penso che siamo in buone mani grazie davvero Isabella <ride> Und Isabella Mastrobono hat zumindest mal für die betriebliche Seite eine ganz starke Unterstützung bei Marianne Siller, der ich auch an dieser Stelle ein besonderes Dankeschön ausrichten möchte. Denn wie wir alle wissen, ist es eine mega Herausforderung für uns alle, für alle Dienste. In unserem Bereich, jetzt im Sanitätsbetrieb, sicher ein besonderer Aspekt oder eine besondere Note hier für die Pflege. Denn das Einzige, was mich etwas skeptisch macht, ist, che la stato ha deciso di dover risorse eh, Io penso che chiunque di voi abbia mai, e noi tutti eh, abbiamo fatto in passato delle sfide organizzative di riorganizzazione e quant'altro e sappiamo che all'inizio bisogna investire, difficilmente si riuscirà a fare una, diciamo una, una riorganizzazione quasi epocale senza investire anche in Risorse umane. E su questo con la Marianne e con Isabella e con Quinta Purga, soprattutto stiamo cercando di vedere se e come riuscire a fare questa quadratura del cerchio, cioè di, di dire quello che costruiamo da una parte e quello che vogliamo ridurre dall'altra parte, cioè l'assistenza ospedaliera, come questo travaso che sicuramente dovrà avvenire, dovrà essere sostenuto anche da una disponibilità di risorse che al momento non abbiamo ma che dovremmo dovremmo creare. Insomma, per farla breve, perché è solo un saluto al mio. Io vi ringrazio di essere qui, vi chiedo, vedo molti anche sindaci e responsabili dell'unità dell compresoriale presenti, molti dei servizi responsabili dei servizi sociali, vi chiedo di nuovo questa, questo approccio uh, sociale comune, come detto l'unità fa la forza e insieme sono veramente convinto possiamo vincere anche questa sfida. Come detto, il tema fondamentale sarà quello di riuscire a dire... Non è una sfida che riguarda solo il territorio, ma una sfida che riguarda, riguarda tutti, perché se non facciamo contemporaneamente la riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera, la riorganizzazione dell'assistenza sociale, la maggiore, co la maggiore coesione diciamo, tra, anche tra questi servizi e la maggiore condivisione degli obiettivi, allora non ce la faremo. Io credo che questo sia un momento storico, in cui abbiamo una chance che dobbiamo assolutamente verpassen. Wie gesagt, meine Bitte an euch alle, das Zusammenhalt, der uns hier in Südtirol immer die Möglichkeit gegeben hat, besondere Züge zu erreichen, ist der erste und wichtigste Aspekt, den wir auch hier vor Augen haben müssen, damit wir diesen gemeinsamen, diese gemeinsame Reise gut zu Ende bringen können. In diesem Sinne, danke alle, die mitgeholfen haben, das heute hier zu organisieren. Danke allen. Vortragenden für die interessanten Aspekte, die Sie heute hier hören werden. Und danke vor allem auch an Sie alle, die uns in den nächsten Jahren begleiten werden und helfen werden, dieses ja, riesengroße Programm, diese Herkulesaufgabe gemeinsam umzusetzen. Dankeschön und ich wünsche Ihnen allen einen erfolgreichen Tag. L'Unione fa la forza, dice il direttore generale dell'azienda sanitaria, e eh, molti sono i partner con cui l'azienda sanitaria si confronta. Uno, il più importante, e che sicuramente riguardo a questo tema sta facendo molto, è la provincia autonoma di Bolzano. Lascio quindi la parola per eh, la sua relazione al dottor Günther Burger, direttore del Dipartimento Salute, che eh, invito a prendere posto qui sul palco. A lei. Tutti due. Grazie. bitte. Also, okay. Ich muss vom Rednerpult aus sprechen. Hört man mich, ja. Einen schönen guten Morgen. Also zuerst möchte ich auch auf zwei Wichtige Begriffe im Titel aufmerksam machen. Abgesehen davon, Cornelia hat mich Direttore, Ressort Direktor genannt, während Isabella Mastroborner mich immer Direttore della Programmazione nennt, also zuständig für die Programmierung im Gesundheitsbereich und das ist schon eine der großen Herausforderungen. Also die Last wiegt dann umso schwerer, aber dafür bin ich dankbar. Ich habe Florian Zerzer an meiner Seite und gemeinsam mit seiner Betriebsführung werden wir diese Last stemmen. Deswegen also ist das schon einmal eine große Herausforderung. Das Zweite hier oder im Titel vorhin stand Gesundheitsversorgung. In erster Linie glaube ich müssen wir von Gesundheitsvorsorge sprechen, Prävention. Das ist, glaube ich die erste Herausforderung, die wir haben. Und Wohnortnahe Betreuung oder Territorium. Mir gefällt der Begriff Territorium überhaupt nicht. Mir gefällt der Begriff wohnort Wohnortnahe viel besser, denn je mehr wir unsere Bürger, Mitbürger, Patienten in der Prävention, in der Vorsorge, aber vor allem dann oder wenn Sie ein Problem, ein klinisches Problem haben vor Ort, zu Hause oder in der Nähe ihres Wohnortes versorgen können, da haben wir schon ganz viel erreicht. Was sind in etwa die Herausforderungen, die auf uns zukommen? Sie kennen sie eigentlich mehr oder weniger alle. Erstens einmal diese Pyramide ist für euch alle ein Begriff. Und zwar unsere alternde Bevölkerung. Warum unsere alternde Bevölkerung? Wenn Sie schauen, heuer werden, also 2022, knapp 5.000 Menschen über 70 Jahre alt. Und in Südtirol bei etwa 530.000 Einwohnern haben wir ca. 160.000 Personen, knapp ein Drittel, die mindestens eine chronische Krankheit haben, dann können sie sich ausrechnen, was auf die Gesundheitsversorgung in den nächsten Jahren auf uns zukommt. In 13 Jahren werden diese 5000 Menschen 8786 Personen sein. Das heißt, es gibt immer mehr ältere Menschen weiter mir fortschreiten, die länger leben, aber die auch versorgt werden müssen, weil wie wir wissen, je älter wir werden, desto mehr gesundheitliche und chronische Problematiken haben. Das zweite Thema, auch hier, was die alternde Bevölkerung betrifft: 20 Prozent, wenn Sie schauen, vor 40 Jahren waren es halb so viele, die über 65 Jahre alt sind. Also in 40 Jahren hat sich diese von 10 Prozent auf 20 Prozent verdoppelt. Und auch hier noch einmal eine Grafik, was den Nachwuchs betrifft: also 100 Kinder. Unter 15, 14 Jahren stehen derzeit 130 Senioren über 65 Jahren gegenüber. Und dies nochmal ein Ausdruck dafür, dass wir älter werden, wir auch uns erwarten, dass wir auch im Alter noch unserer Arbeit bzw. unserer Freizeit nachgehen und wenn möglichst gesund. Und ich glaube, auch dies eine Herausforderung, dass wir es schaffen. Es hat ja schon der Südtirol hat ja schon vorgebeugt, schon damals mit dem Masterplan Chronic Care, dass wir es schaffen, unsere Patienten, unsere Bürger und Mitbürger vor Ort wenn möglichst zu Hause, wenn es ein Problem geht, versorgen können. Gesundheitlich. Und je älter die Menschen, ich werde es dann nachher ja noch sagen, und je mehr wir Patienten versorgen müssen, desto mehr brauchen wir auch Ärzte und Pflegepersonal. Aber, eines muss man sagen, ich habe es schon gesagt, Südtirol, glaube ich, hat in, Gesamt in seiner Programmierung recht gut vorgesorgt. Denn wenn wir uns diese Daten anschauen, also die Bevölkerung, dann sind wir in den wichtigsten Indikatoren aus meiner Sicht gegenüber Italien eigentlich gut bestückt. Wenn wir uns die Lebenserwartung anschauen, wenn wir uns vor allem die Geburtenrate anschauen, also 9,7 Geburten pro 1000 Einwohner gegenüber 6,8 im Durchschnitt in Italien. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, Alterindex, Altersindex, fast 130 Senioren pro 100 Kinder, während es in Italien 182 sind. Also in dieser Hinsicht glaube ich, kann äh, Südtirol, steht Südtirol recht gut da, dass sie mit einem größeren Nachwuchs rechnen kann. Wir hoffen, dass es weiterhin auch so sein wird. Die Lebenserwartung ist höher und auch auch die Lebensqualität, weil in Südtirol viele Menschen recht gesund ins hohe Alter kommen. Eine zweite Herausforderung ist das da aus dem Landesgesundheitsplan entnommen. Also wenn Sie sehen, drei Viertel der Ressourcen im Gesundheitsbereich, drei Viertel, also wir geben circa 1,5 Milliarden Euro von unserem Landeshaushalt fließen in den Gesundheitsbereich, werden von ein Drittel der Nutzer beansprucht. Umgekehrt. In Südtirol, wie ich vorhin angedeutet habe, gibt es 160.000 Menschen, die an einer chronischen Krankheit leiden. Und diese benötigen 76,1 Prozent der finanziellen Ressourcen. Also ein Drittel der Personen benötigen drei Viertel der finanziellen Ressourcen. Und Senioren über 65, die chronische Krankheiten haben, sind 78.000 Menschen. Während es im Jahr 2035 110.000 Menschen sein werden. Also die Chronizität wird italienweit von ca. 30 auf 74% steigen. Aus 47% steigen. Eine dritte Problematik ist die Entwicklung in Medizin und Technik. Die Medizin schreitet fort, die Lebenserwartung auch, aber parallel dazu steigen auch die Kosten, sei es für Forschung und Entwicklung und innovative Behandlungsverfahren. Deshalb neben der Personalfrage stellt sich in diesem Bereich natürlich auch die Frage der finanziellen Nachhaltigkeit. Wir wissen oder aus den Studien im Gesundheitsbereich, Sollen die Kosten oder werden die Kosten zwischen 3 und 4 Prozent, auch 5 Prozent durchschnittlich steigen in Zukunft, ohne äh, berücksichtigen, dass es Wellen, Pandemiewellen oder Ähnliches gibt. Mit einer Kostendämmung, die man versucht einzuführen oder die man im Landesgesundheitsplan versuchte einzuführen, circa 2 bis 3 Prozent und hier stellt sich natürlich auch die Frage, wie wir das in Zukunft dann finanzieren wollen. Wir werden auch mehr Fachkräfte brauchen, weil auch die Ärzte und die Pfleger in Pension gehen. Hier einige Daten. In der Allgemeinmedizin, wir haben derzeit aktiv 288 Allgemeinmediziner mit 72 vakanten Stellen und 44 werden in den Ruhestand gehen in den nächsten Jahren. Bei den Kinderärzten 54 derzeit aktiv. Wir haben fünf vakante Stellen in der Ruhestand werden bis zu mindestens sieben von diesen Kinderärzten gehen. Im Pflegebereich sie sehen es 400 Personen, im Facharztbereich circa 172 Personen. Und wie es im Chronic Care Masterplan schon vorgesehen war und als ich äh, dieses Amt oder diese Amt übernommen habe da habe ich mich schon in den ersten Wochen damit befasst, wie man die wohnortnahe Versorgung aufbauen kann, aufgrund eben der Erfahrungen, die bisher gemacht worden sind und wie der Staat nun erkannt hat, aufgrund der Pandemie, da erstens einmal staatlicherseits in den letzten zehn Jahren die Ressourcen reduziert worden sind, man wollte einsparen und vor allem die Ressourcen in den Krankenhausbereich umgeschichtet worden sind, hat sich jetzt auch der Staat die Frage gestellt aufgrund auch der erfahrung der pandemie ja eigentlich kostet mich ein krankenhausbett ein krankenhausaufenthalt wesentlich mehr als wenn ich versuchen würde unsere chronisch kranken patienten oder die patienten oder die bürger vor ort zu versorgen ich könnte sie dort wahrscheinlich besser versorgen mit weniger aufwand und deshalb kann der lösungsansatz oder der lösungsansatz muss ein neues versorgungsmodell sein und wir sind nicht die Ersten, Italien ist nicht die Ersten, die dieses Versorgungsmodell einzuführen versucht. Es gibt andere Länder, zum Beispiel Österreich, die das schon seit dem Jahre 2015 tun. Es gibt Regionen in Italien, die sogenannte Gesundheitshäuser schon seit mehreren Jahren eingeführt haben. Und wie das Ganze funktioniert, was hier in der Grafik dargestellt ist, worüber uns dann Isabella Masterborne nachher noch im Detail erzählen und erklären wird möchte ich Ihnen inhand Hand eines äh, Films zeigen, den ich jetzt abspiele, äh, wo eigentlich verständlich und in einfacher Weise dargestellt ist, wie dieses neue Versorgungsmodell in der Wohn- und Nahrungversorgung funktionieren kann. Wer wie was? Der internationale Vergleich zeigt, die Gesundheitsversorgung in Österreich ist sehr gut, steht aber vor großen Herausforderungen. Die Lebenserwartung steigt, aber auch die Zahl der chronischen Erkrankungen nimmt zu. Bis 2025 werden außerdem rund 60 Prozent der Hausärztinnen und Hausärzte ihr 65. Lebensjahr erreicht haben. Wir müssen darauf schauen, dass die Rahmenbedingungen im öffentlichen Gesundheitssystem besser werden und genug junge Ärztinnen und Ärzte im niedergelassenen Bereich nachkommen. Wie können wir also dafür sorgen, dass auch nach 2025 keine weißen Flecken in der Gesundheitsversorgung in Österreich entstehen? Ein optimaler Ansatz ist das Konzept der Premierversorgung. Zur Umsetzung werden 2017 im Parlament neue gesetzliche Regelungen beschlossen. Premierversorgung ist ein Netzwerk indem Hausärztinnen und Hausärzte, Pflegekräfte und Angehörige anderer Gesundheitsberufe gemeinsam Patientinnen und Patienten behandeln. Konkret bedeutet das Vorteile für alle. Patientinnen und Patienten profitieren von einer umfassenden Gesundheitsversorgung nahe am Wohnort mit einem breiten Angebot und längeren Öffnungszeiten. Durch das bessere Angebot im niedergelassenen Bereich werden auch die Spitalsambulanzen entlastet. Hausärztinnen und Hausärzten bleibt durch das Arbeiten im Team mehr Zeit für die Betreuung der Patientinnen und Patienten und auch mehr Zeit für sich selbst. Und auch die Gemeinden profitieren von der Absicherung der hausärztlichen Versorgung und können besser auf die Bedürfnisse in ihrer Region eingehen. Sie sehen, die Premierversorgung ist unsere Chance, um die österreichische Gesundheitsversorgung mit für die Zukunft zu machen. Mehr Informationen unter www.miergesundheit.gv.at. Also, wie Sie sehen, müssen wir da nichts Neues erfinden, sondern unsere Nachbarn haben es uns schon vorgemacht. Was die Herausforderungen betreffen und die Lösungsansätze haben wir uns im, in dieser wohnortnahen Versorgung, die wir angehen, drei strategische Prioritäten gesetzt. Die erste: die Chronisch Kranken. Wir wollen innerhalb 2026 30.000 Patienten in Gemeinschaftshäusern, sogenannten Casa della Comunità und Hospitalia de della Comunità, betreuen mittels Betreuungsfahrten, vier Betreuungsfahrten wie Diabetes. Wie herz kreislauf insuffizienz Das Zweite: Wir möchten zehn Prozent der über 65-Jährigen zu Hause betreut haben innerhalb 2024. Und das Dritte, ganz ein wichtiger Bereich die Integration, Gesundheits- und Soziales. Dann keine eigenen Taskforce unter Einbindung der Personen im Sozialwesen, Gesundheitswesen in den sogenannten Wohnortaren einsatzzentralen Auch hierzu wird Isabel uns dann erklären, was das bedeutet. Und nun komme ich auf einen Aspekt zu sprechen, und zwar die Finanzierung, das Ganze muss ja finanziert werden in Zukunft. Also nicht so sehr die wohnortnahe Versorgung, sondern die gesamte Gesundheitsversorgung. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, Haushalt 1,5 Milliarden Euro, die Steigerung von 2 bis 3 Prozent, weil es kostengedämpft ist, wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr. Also wenn, hier, äh, wenn wir hier nicht einschreiten, Florian hat es auch schon gesagt, dann äh, wird uns das Ganze auf den Kopf fallen. Und es gibt mehrere Studien, eine habe ich jetzt herausgesucht, die Schweizer Studie Intercare. Dort wird bewiesen, dass 42 Prozent der Krankenhauseinweisungen könnte man durch die Primärversorgung vermeiden. Und zwar wie? Indem man die Pflege, die Betreuung vor Ort qualitativ und quantitativ wesentlich steigt. Und hier zwei Grafiken auch aus dieser Studie. Sie sehen, Links, wenn ich den Anteil am Pflegepersonal, also die Qualität und die Anstellung in den Akutspitälern um 80% erhöhe, was ca. 100 Millionen Franken ausmachen würde, dann würde ich mir 500 Millionen Franken sparen. Wenn ich dasselbe, schauen Sie rechts, den Anteil der Pflegepersonen und der Qualität um 10% in der wohnortnahen Versorgung erhöhe, dann kann ich hier von Einsparungen bis zu 1,5 Milliarden rechnen, also das 15-fache davon. Und um euch einen Vergleich noch zu geben, die Gesundheitsausgaben der Schweiz waren 2021 91 Milliarden Franken, circa 93 Milliarden Euro. In Italien sind es 122,6 Milliarden Euro, um diesen Vergleich herzustellen. Also hier auch ein Hinweis darauf, dass genau die Zielrichtung, die wir uns gegeben haben, Angefangen mit dem Masterplan Chronic Care, weiterführend mit den BNRR, den Aufbau- und Wiederaufbauplan des Staates. Wenn wir dort investieren, dann bin ich überzeugt davon, dass wir auch äh, dies mittels der Finanzen unter Kontrolle kriegen können und nachhaltig sichern können. Und wesentliche Erfolgsfaktoren, einige habe ich schon genannt, damit das funktioniert, ist natürlich die Einbeziehung in der Ärzte und Ärztinnen für Allgemeinmedizin und Kinderärzte, die in einem Netzwerk arbeiten müssen. Dafür ist natürlich auch die digitale Vernetzung notwendig. Die Apotheken auch ein wichtiger Partner auf dem Territorium im Sinne einer Dienstleistungsapotheke, also nicht nur Medikamentenausgabe, sondern vieles andere. Sie haben ja schon einiges begonnen mit der Pandemie das Testen, das Impfen und, und vieles mehr. Und auch die Telemedizin wird einen wesentlichen Faktor diesbezüglich spielen. Wir möchten ab 2024 1800 Patienten telemedizinisch äh, betreuen. Vor allem in unserem Land mit den sehr verzweigten Dörfern und Tälern ist dies auch ein wesentlicher Faktor, denn wir tun uns ja jetzt schon schwer. Ärzte und Ärztinnen, so finden die äh, den allgemeinen Medizinberuf vor Ort ausüben, und dort sind wir auch dabei, Anreize zu finden und sie zu unterstützen, dass sie dort bleiben. Und äh, je näher sie am Wohnort die Patienten und Patientinnen gemeinsam mit dem Gesundheitsbetrieb versorgen können, desto besser und effizienter und wirksamer bin ich davon überzeugt, können wir die Gesundheitsversorgung für uns alle und vor allem für unsere chronischen Kranken. Abwickeln. Dankeschön. Bene, grazie al dottor Burger che ci ha dato un quadro preciso della situazione e ci ha, fatto, ci ha mostrato anche come queste sfide che dovremo affrontare nel prossimo futuro non riguardano solo l'Alto Adige, non riguardano solo l'Italia, ma sono veramente condivise quantomeno con tutta Europa. Facciamo un passo avanti, parliamo della nuova organizzazione dell'assistenza sanitaria alla luce del PNRR, parliamo di medicina di prossimità e di approccio di comunità. Lo facciamo con Isabella Mastrobuono, direttrice del servizio di medicina di base di Bolzano, ma come avete sentito anche referente unico di parte per il PNRR a Roma, quindi diciamo l'interlocutrice eh, privilegiata su questo tema. Io le devo chiedere di parlare con quel microfono per chi. Ci sta ascoltando via streaming che così può vedere la sua immagine e anche le slide. A lei la parola. Guten Morgen, buongiorno. È, è, è un onore per me essere qui oggi e desidero ringraziare innanzitutto il direttore generale perché questa è una delle iniziative che inizieranno: nel senso che è la prima, ma poi ce ne saranno tantissime altre man mano che il PNRR evolve e le iniziative evolvono. E un ringraziamento ovviamente va anche al dottor Burger, è vero che sono il referente unico di parte ma tutti i documenti dal Ministero arrivano prima a te, quindi li dobbiamo naturalmente condividere insieme e poi distribuire i compiti. È ovvio che non è un compito che si svolge esclusivamente a livello provinciale, è fondamentale perché ne è il soggetto attuatore per molte attività, l'azienda che condivide il percorso giornalmente con noi. E un ringraziamento a tutti tutti i collaboratori dell'azienda, perché senza di loro, nelle ripartizioni, negli uffici, nelle, nei servizi che sempre più saranno coinvolti, questa iniziativa non potrebbe di certo andare avanti. Come voi sapete, il PNRR in globale è fatto di sei missioni, la missione 6 e la missione salute. Noi oggi parleremo solo del territorio, in realtà la missione 6 investe anche altri settori della sanità, per esempio l'ospedale. Quando parliamo delle grandi attrezzature, delle grandi apparecchiature, Ok? Si, naturalmente si svolgono in ospedale. Così come, per esempio, parliamo del eh, postiletto di terapia intensiva, di, del postiletto di terapia subintensiva, del, eh, dei pronto-soccorsi. Quindi anche queste iniziative fanno parte della missione 6, anche se la missione 6 ha quell'obiettivo che voi leggete rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare, digitalizzare il sistema e garantire equità di accesso alle cure. E il territorio quindi la fa un po' da padrona in un certo senso rispetto alle altre iniziative con le case della comunità, gli ospedali di comunità, le centrali operative, ma soprattutto l'assistenza domiciliare, la telemedicina e l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico che ahimè in questo Paese è scarsissima, lo è scarsa anche in provincia autonoma di Bolzano. Queste sono le risorse a disposizione nel Paese per la missione 6. Ma sarebbe un errore guardare alla Missione 6 senza dare un'occhiata anche alla Missione 5. Oggi sono qui molti rappresentanti anche del, eh, del sociale, del mondo straordinario del sociale, che in provincia autonoma di Bolzano ha sicuramente raggiunto delle vette e cerse rispetto al resto del paese. Perché porto questa missione? Perché questa missione prevede il rafforzamento dei servizi sociali e gli interventi per le persone vulnerabili. Ci sono dei finanziamenti in provincia anche per il sociale e riguardano in particolare un, il, il, il tema delle persone disabili e con maggiori difficoltà. Ebbene, uno dei milestone della missione 5 è rappresentato dalla nuova legge sulla non autosufficienza. È stato prodotto un disegno di legge e nel disegno di legge è scritto in maniera chiara e dovrà essere adottato entro marzo del 2023 l'obbligatorietà dell'assistenza domiciliare integrata tra sanità e sociale e si chiamerà ADIS. Non soltanto ADI, assistenza domiciliare integrata, ma assistenza domiciliare integrata con il sociale. Ecco perché abbiamo scelto quella priorità di cui il dottor Burger vi ha parlato poco fa. Quanti sono le, finanze, le risorse a disposizione? La provincia ha fatto un grande sforzo eh, nel senso che ha aggiunto finanziamenti a quelli previsti dal PNRR. Poi potrete meglio vedere i singoli interventi, ma in totale sono disponibili 96 milioni, di cui 62 sono quelli del, eh, relativi al PNRR per quelle iniziative, senza contare che però già la provincia ha altre eh, iniziative ancora già programmate, aggiuntive. Rispetto al resto del Paese è stata la realtà in proporzione che ha investito di più con risorse proprie rispetto a quello che mette in campo il PNRR. E questa è una grande opportunità ma è anche una grande responsabilità di ognuno di noi. Dobbiamo sapere che in ballo non ci sono solo i fondi del PNRR ma c'è anche la volontà forte della provincia di eh, contribuire a un eh, rinnovamento io più che non parlo mai di riforme perché non ha un senso logico ma sicuramente di rinnovare potenziale organizzare meglio laddove è organizzato eh, un passo indietro i livelli essenziali di assistenza sono tre il livello della prevenzione il livello ospedaliero, il livello territoriale ovvero distrettuale, che cosa ci sta dentro il territorio, quali sono le attività, i servizi e le prestazioni che stanno al di fuori dell'ospedale e al di fuori dell'ospedale significa sparsi sul territorio. La grande differenza per la quale gli ospedali si dice, si è sempre detto, ma è anche un po' vero: hanno funzionato meglio nel mondo è perché l'ospedale è un luogo chiuso. È un luogo all'interno del quale le persone tra di loro si parlano. È più facile che i percorsi assistenziali siano condivisi. Sul territorio, cos'è sempre successo? Che i servizi sono sparsi e spesso e volentieri c'è difficoltà. Al coordinamento e alla comunicazione tra di loro. L'assistenza sanitaria di base è quella che sta sul territorio, quella alla quale contribuiscono i medici di medicina generale in particolare. L'emergenza sanitaria territoriale, il 118, 112. L'assistenza farmaceutica, le farmacie convenzionate, le farmacie dei servizi. L'assistenza integrativa, che sono quelle per le persone che per esempio hanno problemi di varia natura, sono i prodotti integrativi. L'assistenza specialistica ambulatoriale. La specialistica ambulatoriale può essere svolta all'interno degli ospedali, ma fa parte del livello territoriale di erogazione delle prestazioni. Okay? Viene messa sul livello territoriale anche se viene erogata all'interno degli ospedali, oppure può essere l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata nei poliambulatori all'esterno degli ospedali. Noi abbiamo poche realtà di poliambulatori territoriali perché la stragrande maggioranza delle attività ambulatoriali specialistiche è svolta all'interno dei nostri sette ospedali. Assistenza protesica, assistenza termale, meno importante, l'assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale e sociosanitaria residenziale e semi-residenziale. Le prestazioni sociosanitarie, residenzialità, domiciliarità fanno parte del livello territoriale, ok? E sono parte integrante del territorio. Nella nostra provincia, la competenza primaria della sociale, in qualche modo, ha un po' diversificato i flussi. È il momento in cui bisognerà condividere. Questi percorsi insieme. Eh, la, eh, il, sostanzialmente, il territorio è governato ormai da questo DM, il famoso DM 77, Modelli e Standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale, dove si parla delle case della comunità, degli ospedali di comunità. Chi verrà dopo di me vi illustrerà le case della comunità, vi illustrerà le centrali operative territoriali, gli ospedali di comunità, ma una cosa deve essere chiara e per tutti, sono modelli e standard, ma non sono obbligatori in termini di numeri e percentuali, è un modello, quindi noi potremo sempre adattare alla nostra realtà quello che in un certo senso vorremmo adattare tenendo conto delle peculiarità della provincia ed è quello che abbiamo fatto. Il, eh, eh, è un milestone il DM77, entro il 22 di dicembre del 2022 la provincia deve adottare il DM suo, cioè la sua proposta di riorganizzazione delle attività territoriali. Qualora non lo facessimo, scatterebbe il potere sostitutivo dello Stato, cioè noi siamo obbligati, come tutte le regioni, a fare questo lavoro, un lavoro che è stato già fatto, che è stato distribuito soprattutto a livello di azienda perché poi se ne dovrà in qualche modo discutere per avere la, facile, la successiva attuazione. Considerate che ovviamente nel momento stesso in cui sono arrivati, è arrivato l'ok ok per quei 62 milioni, il presidente della provincia ha firmato il contratto istituzionale di sviluppo ha firmato il programma operativo e si è impegnato con lo Stato italiano e con l'Europa a seguire un percorso per arrivare alla realizzazione di quelle opere e di tutto quanto quanto è previsto, cioè praticamente ha siglato questo eh, accordo e tenete conto che l'Europa è molto più severa nei suoi progetti e programmi, di quanto non si immagini, tutto deve essere assolutamente messo puntino per puntino dentro un sistema. Si chiama REGIS, che è una piattaforma sulla quale noi dobbiamo scrivere tutto, dai documenti fino ad arrivare al momento finale, alla fatturazione. Ebbene, qualcosa prevede? Promozione della salute, strumenti di programmazione stratificazione della popolazione, sanità di iniziativa, quello che in un certo senso già sapete che è praticamente il cuore del problema. In altri termini, promuovere una salute più vicina possibile ai cittadini. Promuovere una sanità di iniziativa significa andarli a prendere i cittadini e seguirli mettendoli all'interno di una rete. E per fare questo fondamentale sarà ovviamente la stratificazione della popolazione. Adesso vi farò vedere il bellissimo lavoro che la provincia autonoma di Bolzano, con la dottoressa Melani dell'Osservatorio, ha fatto. Allora, eh, noi non partiamo da zero, con grande soddisfazione devo dire che la provincia autonoma di Bolzano, e leggetelo questo master plan che è stato un po' precursore no? di quello che noi poi stiamo trattando oggi. Ebbene, già nel master plan Chronic Care, che abbiamo peraltro condiviso con il sociale, abbiamo parlato di obiettivi strategici, favorire la presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche prevedere servizi sanitari e sociali integrati, migliorare l'offerta di questi servizi integrati e utilizzare nuovi strumenti di governance. E lo avevamo scritto nel 2018 e in parte, devo dire anche, alcune cose sono state attuate. E con grande soddisfazione la definizione di assistenza primaria che abbiamo messo nel 2018 e 18 è quella che compare nel DM77 e che è, vedete scritta in italiano e tradotta in tedesco. La definizione di assistenza primaria. Assistenza primaria, assistenza territoriale, assistenza di prossimità, assistenza di comunità. È la stessa cosa. Sono sinonimi. Solo la sanità di iniziativa significa... Che mi faccio carico in maniera proattiva di iniziare un percorso. Ma non c'è più bisogno di chiedersi che cosa sia l'assistenza di comunità, l'assistenza primaria, l'assistenza territoriale riorganizzata. È questa, è cioè praticamente un sistema accessibile universalmente, universalmente significa che non ci debbono essere ostacoli all'ingresso, per esempio i ticket, faccio un esempio, no? Eh, non ci devono essere ostacoli all'ingresso, deve essere centrato sulla persona, deve integrare servizi sanitari e sociali, ecco perché il DDL sulla non autosufficienza lo cita, assicurato da team multiprofessionali, multidisciplinari, per fare fronte ai bisogni di salute dei cittadini in partnership tra i pazienti e i loro caregiver, in un contesto familiare o di comunità case della comunità piuttosto che assistenza domiciliare integrata, garantendo il coordinamento e la continuità delle cure. Noi abbiamo mantenuto nella nostra eh, eh, DM77 la definizione che abbiamo dato nel Master Plan Chronic Care, che è la stessa del DM77 ma forse un po' più precisa. Eh, riorganizzare il eh, territorio. Eh, non bisogna immaginare che al 2026, che è il momento in cui noi dovremmo cominciare a fatturare al, eh, all'Europa eh, le costruzioni delle case della comunità, a dimostrare l'avvio e lo, le spese che sono state sostenute per le cotte e gli ospedali di comunità, eccetera. Non è che al 2026 noi saremo riusciti a fare tutto. È chiaro perché questo è un inizio di un percorso che durerà probabilmente per tantissimo tempo, per tanti anni e di questo ce ne siamo resi perfettamente conto. Quindi dobbiamo recepire per gradi, secondo delle priorità. Perché anche per gradi? Perché la digitalizzazione non avverrà di tutto subito perché eh, i medici di medicina generale dovranno essere coinvolti e dovranno essere coinvolti in maniera consapevole e vedrete anche eh, in che modo noi stiamo lavorando. Innanzitutto mh, prossimamente ci sarà l'atto di programmazione, che con loro condivideremo le grandi linee no, del loro percorso professionale. E poi ci saranno gli accordi integrativi e siamo in attesa di vedere che cosa decide il governo centrale sul loro, loro ruolo nelle case della comunità. È per questa ragione che il dottor Burger vi ha fatto vedere quelle tre priorità. Assistenza ai pazienti cronici, assistenza domiciliare, integrazione tra sanità e sociale. Questa è la profilazione della popolazione, questa è la traduzione eh, in provincia autonoma di Bolzano di quello che, eh, che il dottor Burger vi ha fatto vedere, e cioè che le, la cronicità assorbe la maggior parte delle risorse. È vero. Perché questo lavoro, che è riferito al 2018 della dottoressa Melani, ci illustra molto chiaramente che cosa? Che la stragrande maggioranza della popolazione fino a 35 anni, il 63-64%, non utilizza il servizio sanitario nazionale. E voi vi chiedete come fate a vederlo? Attraverso i flussi. Se io vado a fare una radiografia in una struttura privata, il servizio sanitario provinciale non mi vede non entro in nessun flusso se io vado dal medico di medicina generale medico di medicina generale fa una richiesta di una radiografia prendo un appuntamento la vado a fare in un ambulatorio il flusso mi vede allora quando io non sono visto non significa che io non abbia bisogno eventualmente non abbia dei bisogni ma è certo che io non riesco a vedere ecco perché il PNRR sul territorio prevede anche che molti flussi che prima non c'erano in qualche modo vengano creati per capire meglio. La realtà vera è che il 65% della popolazione, a meno che non vada al pronto soccorso, a meno che non sia ricoverata, a meno che non richieda un farmaco, a meno che non richieda una visita specialistica o un'indagine e non rientri in qualcuno di questi flussi, il servizio sanitario non lo vede. Ecco il perché il fascicolo sanitario elettronico è sì importante, ma cosa fondamentale è stata aperta anche alla possibilità di immettere nel fascicolo le informazioni che provengono dalla sanità privata, okay? che è importante ed è importante anche in provincia autonoma di Bolzano, perché vale oggi in Italia 38 miliardi di euro. E in provincia autonoma di Bolzano la quota pro capite è di 800 euro, non è bassa, è tra le più alte del paese. Allora, i pazienti cronici senza ricovero con ricovero sono quelli che utilizzano, come ha fatto vedere il dottor Burger, quasi l'80% delle risorse. Ecco perché abbiamo deciso di puntare su di loro, ed ecco perché è stato fatto questo immenso lavoro e eh, devo dire la verità molto importante che troverete poi nella versione del DM77, per ogni comprensorio, per ogni distretto, e siamo in grado di arrivare anche al singolo comune, sono stati sulla base del lavoro dell'osservatorio calcolati quanti e quali sono i pazienti cronici che eh, risiedono nelle varie realtà. Perché è importante? È importante per sapere quanti sono innanzitutto e poi abbiamo fatto una scelta. Non si possono trattare tutti i pazienti cronici, tutti insieme, tutti secondo un modello meraviglioso e quant'altro mai. Scegliamo anche qui delle priorità: quattro percorsi, diabete, BPCO, scompenso cardiaco e abbiamo scelto le malattie reumatologiche, in particolare l'artrite. Reumatica. E quindi siamo arrivati a stabilire in maniera molto precisa che dei 150.000 pazienti cronici di questa provincia concentreremo le nostre attenzioni e faremo in modo di costruire e di farci carico con la sanità di iniziativa dei primi 33.000. Così si può essere pragmatici senza bisogno di dover immaginare scenari che poi dopo alla fine non si realizzano. Invece puntare su questi permette di iniziare un percorso. Non vi annoio sulla nasanità d'iniziativa. Abbiamo con la dottoressa Capici tradotto anche questo in, scusate, eh, ecco, in, 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 in tedesco perché è fondamentale. Ma vi dicevo, sanità di iniziativa significa andarli a prendere, cercarli, portarli all'interno della rete, non perderli durante il percorso. Pensate soltanto al problema della adesione dell terapeutica dell'aderenza terapeutica l'aderenza terapeutica è un problema europeo, è un problema mondiale, è un problema enorme in Italia prendono i farmaci per un certo periodo e poi li sospendono. Nessuno li segue, nessuno è in grado di sapere se effettivamente continuano la terapia e se non la continuano quando hanno una BPCO. Ce li ritroviamo in ospedale con la crisi di nuovo e ricominciamo il percorso. Ecco perché sanità di eh, eh, iniziativa. Con tutti gli strumenti che sono la presa in carico, che sono la presa in carico e, e ovviamente accompagnata da educazione ai corretti stili di vita, che significa programmare le attività, prenotare le prestazioni, coinvolgere le varie figure, snellire le attività burocratiche che è fondamentale. In questo eh, contesto, fondamentale è il ruolo dei medici di medicina in generale tramite le aggregazioni funzionali territoriali e le UCCP. Cambia il ruolo dei comprensori, cambia nel senso che non stravolgiamo il comprensorio come oggi, ma gli diamo delle funzioni più forti, nel DM77 le abbiamo esplicitate. Committenza vuol dire programmazione, quindi sapere quanti cronici, dove sono e organizzare le attività. Produrre attraverso le case della comunità, attraverso i distretti e attraverso le strutture. Garanzia e garanzia di equità di accesso e operano in sintonia con le comunità comprensoriali. Questo è il quadro di oggi. E il quadro di oggi è, è lo sappiamo, lo conosciamo tutti quanti. Dove vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare invece a un coordinamento dei servizi tramite i vari team multidisciplinari. E questo forse per meglio comprendere. Una delle cose che voglio dire qua, e ho detto in varie occasioni, che abbiamo condiviso assolutamente ai livelli eh, di provincia, e soprattutto con il dottor Burger, ma anche con il dottor Cerser, nessuno ha intenzione in una provincia come questa, con valli chiuse, con situazioni montane, con migliaia e migliaia di masi, con indice di difficoltà molto alto e con famiglie isolate, di pensare lontanamente di, eh, eh, di eh, allontanare i medici di medicina generale perché lavorino all'interno delle case della comunità. Non esiste. Anzi, al contrario, la digitalizzazione servirà per metterli in contatto con le case della comunità. Abbiamo già 26 unità funzionali territoriali, costruiremo sempre di più unità complesse, cioè medici, insieme ad infermieri e a specialisti. Vedete che l'evoluzione più ampia è la casa della comunità, è l'evoluzione massima di tutto quanto questo. Io ho sempre detto, la casa della comunità è al servizio dei cittadini e degli operatori sul territorio che possono trovare nella casa della comunità una risposta veloce ai bisogni di cittadini e soprattutto una sede per non burocratizzare. Non insisto sui PDTA che sono il collante per tenere uniti, abbiamo già fatto un grande lavoro chi fa che cosa, come, quando. E questo è importantissimo anche per valutare le risorse che sono oggettivamente necessarie. Avevamo fatto uno splendido lavoro nel 2018, avevamo già preso in carico i pazienti cronici affetti da diabete, i medici di medicina generale avevano partecipato e li avevano chiamati. Poi è arrivata la pandemia, ma da questo punto dovremo sicuramente ripartire. La telemedicina a supporto. Non mi dilungo, ma è un tema delicatissimo. Il dottor Silverio, Roberto, ha già preparato il piano che dobbiamo presentare entro il 20 di dicembre per assistere 1800 persone. L'altro grande tema che dovremo affrontare, e vado per chiudere, è il discorso dell'assistenza domiciliare integrata. Ogni volta che vado in giro per il paese, quando viene fuori questa diapositiva, mi guardano e fanno ma che succede in provincia? Ma no, noi abbiamo un altro sistema, di, noi mandiamo i dati, mi arrampico sugli specchi, per, anche perché questa diapositiva di solito l'accompagnano con un'altra diapositiva che mi sono dimenticata di mettere, chiedo scusa, in cui si vede l'assistenza sociale, Primi in Italia, provincia autonoma di Bolzano, con una linea lunghissima, il resto del paese è quasi a zero, poi arriviamo a quella sanitaria, viene fuori questo, mi guardano, dice, ma... Che? E io, ma sa, sistemi di in trasmissione, eh, non si può fare oggettivamente, oggettivamente, che è quel valore sicuramente una parte sono i dati che forse non inviamo, ma poi c'è qualche altro problema. Ecco perché assistenza domiciliare integrata, 10% degli over 65, sono tanti da dover prendere in carico. L'integrazione tra sanità e sociale, non mi voglio dilungare, però credetemi che è veramente il futuro, perché la spesa sociale nel prossimo futuro, man mano che facciamo, ah, qui ancora si fanno figli per fortuna si vede qualche pancia in giro sono felicissima, ma voglio dire, nel resto del paese non è così e io spero tanto che non sia ancora così in provincia autonoma di Bolzano, però la realtà vera è che la componente sociale rischierà di aumentare sempre di più e allora sociale e sanità si dovranno parlare assolutamente per forza, perché questa integrazione è una delle priorità che ci siamo messi tantè e chiudo che in una delle case della comunità, quella di Appiano, il soggetto attuatore non è l'azienda dell'Alto Adige ma è il comune di Appiano e quando noi abbiamo fatto la proposta il Ministero della Salute ha telefonato ovviamente ma che è sta cosa che voi fate, che dentro la stessa struttura mettete tutti i servizi sociali e tutti i servizi sanitari? E ho detto, dico, è il futuro, svegliatevi voi, non noi. E quindi ci hanno fatto passare questa iniziativa che è, ovviamente è diversa rispetto alle altre. Vi ringrazio per l'attenzione. Danke, Isabella Mastrobuono. Also Mission 5, Mission 6 des Planes, die Definition der Primarversorgung. Wir haben gesehen, wie die Integration zwischen Gesundheit und Soziales nicht mehr ein Wunsch ist, nicht mehr eine Intention ist, nicht mehr nur eine Chance. Es ist jetzt zur Pflicht geworden. Also wie können wir. il that Ganze umsetzen. The Plan äh, sieht auch einige Instrumente vor, natürlich äh, unter anderem die, Digi die digitale Innovationen für eine integrative Medizin, die Wohnortnei Einsatzzentralen und die Gemeinschaftshäuser. Cominciamo proprio da queste ultime per guardare gli strumenti previsti nel PNRR, le case di comunità, e lascio la parola volentieri a Valeria Tozzi, Associate Professor of Practice and Government Health e non For Profit Division presso la Bocconi School of Management. Prego. Buongiorno a tutti, bentrovati. Sono davvero molto felice di questo invito per condividere in qualche modo tutti quei processi di interpretazione del PNRR del DM77, come già la dottoressa Mastrobone ha anticipato che il sistema sta provando a fare. Questo perché, eh, per fortuna, le regioni stanno avendo non un approccio burocratico al PNRR e al DM77, ma lo stanno in qualche modo interpretando come una sorta di riforma dell'assistenza territoriale, pure se non si chiama così, perché non nasce come una riforma, è un piano di investimento, sono risorse in conto capitale. Ma siccome saranno le uniche risorse di questo tipo che vedremo nel breve termine, sarà l'unica chance che abbiamo per riformulare ex novo il modello di offerta territoriale. Allora, io vi propongo una serie di osservazioni che partono appunto dall'osservazione di cosa sta succedendo in Italia. Uh, questa seconda parte della mattinata va sui verticali che ci sono all'interno del PNRR e del DM77. La casa della comunità è uno di questi verticali. Uh, uno dei vantaggi eh, che ci permettono di trasformare questo piano di investimento in una riforma potenziale sta nel fatto che tutti questi verticali, tutti questi oggetti, la casa della comunità, gli ospedali di comunità, gli infermieri di famiglia e comunità, eccetera, in realtà non sono strumenti nuovi, ma il piano ha raccolto esperienze diversamente codificate in Italia. E le ha uniformate all'interno di questo piano di investimento. Questo significa che noi abbiamo già delle prove di realtà che la casa di comunità, gli ospedali di comunità, gli infermieri di famiglia e comunità esistono ed hanno efficacia. E guardate che questa è un'operazione importante sul piano delle politiche, avendo un arco temporale abbastanza ridotto per l'implementazione. Saggia è stata la scelta di prendere degli oggetti che avevano già avuto delle esperienze. Sarebbe stato molto pericoloso, alcuni paesi europei si sono avventurati in questa, come dire, in questa chance, recuperare modelli del tutto nuovi rispetto al paese che non avevano delle prove di realtà. Quindi, noi abbiamo per fortuna un portafoglio di esperienze a livello nazionale a cui attingere per evitare che ciascuno parta da zero, quindi, che ci siano delle lezioni che trasversalmente, attraverso un modello di bench learning tra le regioni, possono essere condivise. E guardate che questo. È un passaggio fondamentale. La testimonianza di questo è che tutte le regioni sono impegnate certamente nel rispetto dei tempi e degli obiettivi del PNRR, ma tutte si stanno orientando verso gli standard che giustamente è stato sottolineato non sono obbligatori, tant'è che anche il DM70 non è che è stato adottato ovunque, ma che stanno come dire orientando anche l'uso di quelle risorse aggiuntive che ciascuna regione sta inserendo oltre a quelle previste dal PNRR. Quindi questa è davvero, dopo la 229 del 99 che è stata una legge che ha riformato l'offerta territoriale, è l'unica occasione che abbiamo per fare questa riforma tanto attesa rispetto all'offerta dei servizi territoriali. Questo è il cantiere, quindi già vado velocemente, quindi vedete come sono distribuite più della metà rispetto a eh, nuovi oggetti, nuove modalità organizzative del territorio, casa della comunità A di telemedicina, COT e OSCO. Eh, è giustissimo fare la lettura verticale, ma quello che è importante è la coerenza tra questi diversi oggetti. Uh, L'ADI è una sfida per tutti, quindi non è solo la provincia autonoma di Bolzano che da quei numeri che sono stati rappresentati come dire, viene fuori in un certo modo, ma tenete presente che la media di ore erogate in ADI a livello nazionale sono 15 ore a cittadino preso in carico, che significa che l'ADI non risolve spesso un bisogno, avvia. A trovare una risposta. Quindi tutti i sistemi devono mettere in rete l'offerta in ADI con tutti gli altri servizi che la casa della comunità e gli ospedali della comunità possono. Mettere in campo. Quindi va benissimo la lettura verticale, ma quello che sarà cruciale saranno le interdipendenze tra questi diversi servizi perché il cittadino difficilmente troverà la piena risposta da ciascuno di queste strutture, da questi servizi, ma è dalla rete dei servizi che troverà sostanzialmente una risposta. <coughs> Ups, scusate, sono andata indietro. L'altro elemento che caratterizza l'interpretazione del PNRR come una riforma tacita rispetto all'organizzazione dei servizi territoriali è che finalmente abbiamo un oggetto comune da Bolzano fino a Canicattino. E questo è un altro elemento straordinario per ridurre quelle differenze che ci sono nel Paese. E questo in qualche modo è anche indotto dalle diverse tranche di finanziamento. Questo grafico rappresenta dei diversi oggetti del PNRR, quindi gli ospedali di comunità, piuttosto che anche la parte non territoriale che riguarda la messa in sicurezza, per esempio, degli ospedali rispetto alla partita antisismica. Vedete come sono distribuite nel tempo le erogazioni economico-finanziarie. Vedete che la parte più massiccia Partirà dal 2024 in avanti, cioè il PNRR in qualche modo ha detto: finanzio meno l'ideazione, la progettazione, la stragrande maggioranza delle risorse arriverà con la messa in opera rispetto a tutti i vari oggetti di innovazione che il PNRR ha messo, ha messo in campo. Questo è quello che viene, che viene previsto, vedete la differenza tra gli standard del PNRR sulle case della comunità 1350 e lo standard al rialzo che fa il DM77 che arriva a 2400 case della, della comunità. Il bacino tendenzialmente di riferimento è di 25.000 abitanti, considerando quelle che già esistono, perché in Italia esistono già 554 case della comunità, che possono essere chiamate così. Pensate che nel 2017 erano 350, quindi siamo riusciti a farne 200 in tre anni. Capite che lo sforzo di Reni, anche per mettere in campo le vostre 10 case della comunità, è uno sforzo di Reni importante, quindi è una progettazione impegnativa. È già dedicato, diciamo, la definizione del target ad ogni tipologia di intervento. La casa della comunità dovrebbe avere i cronici, come target di riferimento, come è stato già raccontato, ma anche altri target come i fragili, quindi dove ci sono condizioni socioambientali di debolezza, ma anche tutta la parte del materno infantile, quindi ci possono essere attraverso la casa della comunità dei processi di integrazione rispetto a modelli di offerta che tradizionalmente sono stati frammentati nei diversi territori. Ciascuno ha le proprie questioni da gestire rispetto all'organizzazione delle case della comunità. Questo grafico che vi ho portato, che arriva dall'annuario statistico del Ministero, racconta come è la distribuzione degli ambulatori e dei laboratori nel 2020 e la distribuzione delle 554 case, case della salute già esistenti nel territorio. La casa della comunità può sostanzialmente fare tre mestieri. Uno, eroga in modo nuovo quello che già esiste. Eroga in modo integrato quello che già esiste. Significa che all'interno della casa della comunità c'è una funzione, un ruolo che si occupa dell'aderenza ai percorsi, si occupa della conciliazione terapeutica quando il paziente è all'interno di due o tre percorsi, per esempio può aggiungere servizi nuovi in determinati comprensori, in determinati distretti, casomai può mancare un'offerta tipicamente territoriale, la casa della comunità può aggiungere, può essere additiva, può aggiungere servizi nuovi. La terza cosa che può fare la casa della comunità può delocalizzare quello che esiste negli ospedali, cioè può portare in periferia... Di un'offerta specialistica, quindi non più cure primarie, evitando al paziente, pensate ai pazienti oncologici liberi da terapia che fanno follow-up continuativi nel tempo, possono evitare di andare negli ospedali. Quindi, che missione, cosa offre, qual è il pacchetto che le case della comunità possono offrire. Dipende territorio da territorio rispetto a quello che c'è ed è legittimo che in un distretto la casa della comunità abbia più una funzione additiva, in un altro abbia più una funzione di delocalizzazione dell'offerta specialistica. Guardate che su questo il PNRR e il DM77 non blindano, anzi lasciano, c'è cioè grande indeterminatezza ed è deliberata questa indeterminatezza in modo tale che ciascuno sfrutti la propria autonomia per interpretare il modello nel miglior modo che riesce. Questa è la vostra rappresentazione, quindi rispetto al portafoglio delle case della comunità, così come sono state come distribuite all'interno dello stivale, questa è la, la distribuzione che coinvolge anche voi. Cambia il portafoglio tra strutture nuove e strutture da riconvertire. I tempi nella messa in opera rispetto a case della comunità che devono essere costruite ex novo è diverso rispetto ai tempi che possiamo immaginarci nella messa in opera di case della comunità che nascono dalla riconversione rispetto a quello che c'è. Scorro velocemente questi standard che sono previsti, queste sono le slide di Domenico Mantuan del Diagenas, per scorrere quello che c'è dentro, non per ricordarvelo perché lo conoscete perfettamente, ma per dirvi che ci sono degli standard, ma non c'è scritto a cosa, a cosa servono. Quindi che cosa faccia? Qual è il portafoglio dei servizi specialistici che ci mettiamo? Ecco, queste sono tutte le aree di indeterminatezza, viva Dio, che servono per alimentare l'autonomia dei diversi contesti regionali nel dar senso al loro modello di casa della comunità. Quindi, così come è stato costruito il DM77 e il PNRR prima, lasciano questi spazi di autonomia, non impongono un modello organizzativo unitario. Ecco perché come dire, si porta dietro questo nuovo piano la possibilità di rendere più eco il sistema di offerta. Ciascun contesto deve interrogarsi quali target vuole mai fare entrare all'interno della casa della comunità, come cambiano i percorsi dei pazienti attraverso quelle tre mission che la casa della comunità può avere, funzione integrativa, funzione integrativa, eh, additiva, scusate, funzione di delocalizzazione. La casa della comunità, così come è stata descritta nel DM77 e nel PNRR prima, un po' meglio nel DM77 che nel PNRR, in realtà può avere tre funzioni. Uh, io confesso che non faccio da osservatore del sistema una valutazione su quale è meglio. La, la, la valutazione principale è cosa serve. Ci sono in alcuni contesti che, anche se la chiamiamo casa della comunità, ma rimane una casa della salute, va benissimo. Lì dove c'è la necessità di attivare quella funzione integrativa, aiutiamo il cittadino, per esempio, dove si prescrive e si prenota, quella è una funzione integrativa che aiuta moltissimo nell'aderenza dei percorsi. È un modello di casa della salute, va bene, la chiamiamo casa della comunità, ma l'oggetto dentro è una casa della salute. Abbiamo l'opportunità di costruire delle case della comunità che invece fanno l'integrazione con il sociale, abbiamo la possibilità di farlo, facciamolo perché i muri e il fatto di mettere insieme le persone che arrivano dagli enti locali con quelli che arrivano dall'azienda sanitaria permette di costruire questa integrazione. La terza versione è quella che in realtà ha animato il disegno del DM 77 del PNRR e il concetto, diciamo, più globale della casa della comunità in cui i soggetti della sanità attivano le energie del privato che esiste nel territorio. Guardate che penso anche all'associazione di volontariato, penso a tutti i soggetti che informalmente si aiutano reciprocamente, pensate alle relazioni di vicinato, poi nel pomeriggio parleremo di community building. Uh, usare il capitale sociale che c'è nelle vostre valli è un vantaggio importante per gestire i fabbisogni dei più fragili, pensate agli anziani nei processi di isolamento che esistono, ecco questo non bisogna come dire, lasciarlo all'autonomia della spontaneità ma può essere alimentato. Pensate a tracciare quali sono al tema delle badanti. Tracciare quali sono le modalità per avere accesso ecco, alla funzione delle badanti nei diversi contesti, dato che il fabbisogno di gestione degli anziani a casa è un fabbisogno crescente, ecco questa è un'operazione di supporto alle reti sociali che il modello della casa, della comunità, nella versione più ampia eh, mette in campo. Quindi quali sono gli interrogativi? Target, usiamo un target esteso, quindi la casa della comunità ce la immaginiamo rispetto a un target ampio, tutti i cittadini che risiedono all'interno di un territorio o target personalizzati, cioè quelli che vengono reclutati e intercettati rispetto a specifici percorsi. Questa è una delle scelte che i sistemi possono sviluppare. Che tipo di focalizzazione dell'offerta? Un'offerta generalista, quindi che... Si sviluppa in grande sinergia con la medicina generale o addirittura andiamo verso forme di delocalizzazione dell'offerta specialistica facendo scendere gli ospedalieri o creando i teleconsulti? Si può anche non muoversi dalle strutture fisiche per rendere fruibile una determinata competenza. Ecco, questa è un'altra scelta che i sistemi stanno sviluppando. Che tipo di vocazione? Una vocazione tipicamente sanitaria o andiamo sulle logiche di comunità, che significa andare verso quell'accezione più rotonda, più globale del community building? Se usiamo l'integrazione solo dei muri o usiamo anche l'integrazione virtuale? Guardate, che Nell'Europa del Nord la stragrande maggioranza delle case della comunità non sono fisiche, sono virtuali. Esiste la medicina generale che fa il proprio mestiere senza l'ambulatorio fisico. Questo non è detto che noi non lo possiamo fare. Noi abbiamo bisogno di mantenere quel minimo di fisicità per riuscire a recuperare i finanziamenti del PNRR, ma possiamo aggiungerci una serie di servizi virtuali che ci permettono di rafforzare l'offerta di riferimento. Quali sono le criticità? Ovunque una delle criticità è la collaborazione con la medicina generale, ovunque c'è grande sofferenza rispetto alla possibilità di avere la medicina generale collegata e non è così diffusa la presenza della medicina generale nelle case della comunità. È importante che sia connessa attraverso casomai la tecnologia, ma non sempre. In Italia abbiamo solo l'Emilia Romagna che è riuscita ad infilare dentro i eh, medici media generale, nel resto d'Italia non c'è, però bisogna collegarla. C'è il tema del personale e guardate che il tema del personale se adesso è cruciale lo sarà ancora più cruciale nell'immediato futuro. Abbiamo 16.000 accessi a medicina e 13.000 accessi a scienze infermieristiche. Se fino a ieri il rapporto era due infermieri e mezzo ogni medico, questo rapporto peggiorerà nel tempo. Quindi abbiamo bisogno di rivedere completamente lo skill mix tra chi fa cosa anche nei percorsi di cura perché non abbiamo la possibilità di mantenere il nostro sistema così calibrato sulle competenze mediche. E poi c'è tutto il tema dei costi che sono principalmente in conto capitale. Chiudo segnalando questa cosa, quindi, ho visto un grande movimento rispetto alle cose che già state facendo. Il master plan sulla cronicità aveva già fatto le basi ecco, di questa trasformazione che il sistema sta facendo. Eh, è importante non guardare il dito, quindi non seguire solo le indicazioni normative, ma chiedersi qual è la sanità che vogliamo, in questo caso nella provincia autonoma di Bolzano, tra dieci anni, in modo tale da usare strumentalmente quelle che sono le risorse e le indicazioni del PNRR e del DM77. Grazie. Molte grazie per queste ulteriori informazioni. Wir haben gehört, man hat nicht von null angefangen, es gab schon Also mehr als 500 bereits erfahrene Strukturen. Also eine große Erfahrung war in Italien schon vorhanden. Strukturen, die eben Gemeinschaftshäuser, wir Gemeinschaftshäuser nennen können. Und diese drei Punkte möchte ich noch unterstreichen. Also die existierende Leistungen werden neu organisiert in den Gemeinschaftshäusern. Neue Dienste werden angeboten. Und dann diese wohnortnahe Versorgung für Personen mit chronischen Erkrankungen werden in Zukunft also in den Gemeinschaftshäusern ähm, stattfinden. Pare ovvio che äh, äh, essendo äh, forte la volontà. Di spostare sul territorio e di rafforzare eh, il territorio in modo da essere più vicini ai cittadini, il tema del collegamento con tutto ciò che avviene in ospedale, il collegamento con i medici di medicina generale, con tutti gli attori che ruotano intorno a questo nuovo modello, deve essere rafforzato. Ed è qui che entrano in gioco le centrali operative territoriali. Abbiamo qui oggi Barbara De Rossi, coordinatrice della centrale operativa territoriale di Bolzano, che tra un paio di settimane diventerà veramente operativa, prenderà il via, quindi lascio a lei la parola per spiegarci come e cosa succederà. Prego. Grazie. Buongiorno e ben trovati, ritrovati tutti. Um, io parto proprio dal titolo dell'evento di quest'oggi, che eh, quando l'azienda mi ha proposto di partecipare come relatrice, che ringrazio per la fiducia, eh, la mia prima parola è stata aiuto, da che parte inizio e soprattutto non sono proprio la persona ideale per parlare in pubblico, questo mi agita, vedervi così tanti da, un par da una parte mi rincuore, e dall'altra comunque crea agitazione, per cui mi scuso fin da subito se ogni tanto la mia voce va e viene. Però dall'altra parte sfide ed opportunità, il titolo stesso eh, ha creato una metafora dentro di me, quindi... Questa per me oggi è una grande sfida, parlo in pubblico non mi piace, è una sfida sicuramente anche come professionista per la cosa che mi aspetta davanti, che è il coordinamento delle centrali operative territoriali e aziendali ed è sicuramente un'opportunità di crescita personale, professionale e un'opportunità sicuramente per quello che il PNRR ci darà. Eh, nello sviluppo futuro per i servizi di sanitari che offriremo. Eh, scusate, non ci vedo. Ne abbiamo parlato anche prima, usciamo comunque, siamo comunque in un periodo storico particolare. Eh, usciamo da una pandemia che è, ci ha portato davanti anche a grandi sfide, l'abbiamo eh, temuta, l'abbiamo affrontata. L'abbiamo paradossalmente amata e odiata. La pandemia ha portato sicuramente in evidenza alcune problematiche, alcune criticità che il nostro servizio sanitario aveva, eh, probabilmente ancora prima della pandemia e sicuramente poi è rafforzato dopo questo momento difficile. Sicuramente una scarsa integrazione sociosanitaria un divario tra quello che sono i bisogni, le risorse e le risposte, una frammentazione dei servizi, servizi sicuramente di qualità ma frammentati tra di loro, che viaggiavano su binari separati e non per ultimo non voglio dimenticare la carenza di personale che c'era ancora prima della pandemia e con la pandemia si è ulteriormente rafforzato. Abbiamo quindi offerto un servizio lento con tanta attesa e io dico anche con passività, era un servizio sanitario dormiente forse in parte anche un po' in letargo e questo ne ha eh, sicuramente, mh, ne, ha, diciamo così, ne ha perso quello che era la presa in carico della persona. Da tutto qui probabilmente il PNR, scusate se bevo ma mi si sta impastando tutto. Venire dopo persone che sanno parlare così bene sicuramente mi ha rafforzato la mia autostima. Quindi diciamo col PNRR messa in evidenza queste criticità ha portato a valutare la necessità di riorganizzare in qualche maniera e riportare dei nuovi modelli organizzativi soprattutto a livello territoriale. La centrale operativa territoriale fa parte di questi nuovi modelli organizzativi e insieme ai modelli organizzativi di cui abbiamo sentito parlare prima, come la casa di comunità, probabilmente anche gli ospedali di comunità, i servizi già presenti, domicilio, ospedale, territorio, proprio per passare da un'ottica un che sono le reti di cura alla cura in rete e dall'avere più cure, o meglio tante cure, all'avere una cura integrata. La Centrale Operativa Territoriale, come definito dal Decreto Ministeriale 77, ha come obiettivo quello di assicurare continuità, accessibilità e integrazione dell'assistenza socio-sanitaria. Quindi, le sue funzioni in questo obiettivo sono quelle di coordinare la presa in carico della persona nella transizione dei diversi setting assistenziali, ottimizzare e coordinare eh, le risorse presenti sul territorio tracciare e monitorare quelle che sono le transizioni da un setting all'altro e da un livello clinico all'altro. Ovviamente anche un supporto informativo e logistico per quello che sono i professionisti della rete coinvolti. Quindi la centrale operativa territoriale per facilitare, velocizzare, ottimizzare e monitorare la transizione di setting. In una visione più ampia per ottimizzare le risorse avere una gestione integrata, ridurre le ospedalizzazioni, ridurre i ricoveri impropri, i re-ricoveri, gli accessi multipli al pronto soccorso e tutto questo anche per avere effettivamente una riduzione dei costi del servizio sanitario. Come prevede il decreto ministeriale, la centrale operativa territoriale entra in collaborazione di integrazione con una serie di servizi. Viene attivata prevalentemente e indicato quasi esclusivamente dai professionisti della salute. Entra in relazione con quelli che sono sicuramente l'ospedale, il servizio domiciliare, inteso anche come medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, gli ospedali di comunità, le case della comunità, l'RSA e ovviamente tutti quelli che possono essere servizi anche sociali territoriali. Il decreto ministeriale prevede una centrale operativa territoriale ogni 100.000 abitanti. Anche sulla nostra provincia, l'azienda sanitaria ha previsto quello che ci possano essere cinque centrali operative diffuse sul territorio. Bolzano, Egna, Merano, Bressanone e Brunico. Centrali che andranno ad attivarsi nel tempo entro la fine del 2023 e la prima centrale operativa prevista che partirà a breve attivamente è quella del comprensorio di Bolzano. Dico comprensorio di Bolzano perché al momento la centrale operativa territoriale di Bolzano integrerà anche la COT di Egna, questo per garantire fin da subito una risposta equa su tutto il territorio del comprensorio di Bolzano. Avrà un'operatività sette giorni su sette dal lunedì al venerdì 8.18 sabato e domenica festivi un orario ridotto dalle 8 alle 13 orari che ovviamente andranno adattati sulla base poi del carico che si ritroverà a garantire la centrale operativa eh, scusate la sede è presso il distretto socio sanitario di piazza leufka donna ovviamente non abbiamo solo mura ma abbiamo anche professionisti dietro sulla centrale operativa di Bolzano abbiamo cinque infermieri, un assistente sociale e un amministrativo. Quindi competenze, perché il personale dietro la centrale operativa territoriale è un personale, un, dei, sono dei professionisti che hanno competenza, esperienza con il, in ambito ospedaliero, territoriale e domiciliare hanno conoscenza dei, dei servizi disponibili um, della rete e la modalità di attivazione, hanno competenze comunicative e relazionali oltre che eh, informatiche. Quindi tanta relazione, tanta collaborazione e tanta integrazione. Tutto questo supportato da un software informatico dedicato. Uh, un software che è stato um, diciamo così, integrato, elaborato, progettato insieme alla ditta da un gruppo di lavoro aziendale costituito da uh, rappresentanti dei quattro comprensori e dei diversi ambiti. Questo per, per poter considerare tutte le realtà organizzative e poter dare effettivamente una risposta. Da dove partiamo? Qual è il primo passo in cui la centrale operativa territoriale del comprensorio di Bolzano e poi a specchio in tutti gli altri comprensori è proprio nella dimissione assistita e intesa come, in questo caso, ospedale domicilio, anche per rispondere a quello che è l'obiettivo di identificare il domicilio come luogo di cura privilegiato. La, il processo di dimissione assistita a livello aziendale, almeno sull'azienda sanitaria dell'Alto Adige, è ben conosciuto grazie anche alla delibera dei criteri minimi di continuità assistenziale eh, emanati ancora nel 2008. Prevede quindi quella che è l'identificazione di una persona che al momento del ricovero necessita di continuità assistenziale. Una individuazione attraverso quello che è un assessment multidisciplinare infermiere medico di reparto, accertamento medico, accertamento infermieristico e la compilazione della scheda di BRAS. Sapete che da poco è uscita anche la procedura, la nuova procedura. E nel momento in cui il paziente entro le prime 24-48 ore viene valutato dall'ambito di reparto, quindi medico ed infermieristico, viene identificato per una dimissione verso il domicilio, viene inviata una segnalazione di attivazione alla centrale operativa territoriale entro 72 ore dal ricovero. Questa è una novità, questo potrebbe creare qualche perplessità, ma in realtà l'obiettivo è proprio di una segnalazione precoce per permettere poi al servizio o comunque al setting definitivo in questo caso il domicilio di accogliere la persona nel migliore dei modi, quindi di dare la tempistica giusta per poterlo organizzare. Una volta che eh, la cot viene attivata, valuta ed integra quelli che sono i dati ricevuti, decodifica il bisogno del soggetto attivatore che è in questo caso reparto e del paziente e ehm, integra ulteriori informazioni che potrebbero essere utili poi al servizio di destinazione finale, che è il servizio infermeristico domiciliare di competenza, che verrà attivato per una valutazione dei bisogni effettivi di quando il paziente poi o che potrebbe avere il paziente quando verrà dimesso. Da qui inizia la vera relazione tra servizio infermeristico domiciliare di competenza, reparto, paziente e familiare. Uno scambio continuo, una continua condivisione del caso già dal momento del ricovero fino al momento della dimissione. Al momento della dimissione verso il domicilio vi è la presa in carica poi del servizio infermieristico domiciliare di competenza e comunque continua il monitoraggio e anche per tutto il percorso da parte della centrale operativa territoriale di, di tutto il setting assistenziale. Eh? Quindi il 5 di dicembre di quest'anno verrà avviata la centrale operativa territoriale di Bolzano, del comprensorio di Bolzano con l'integrazione appunto della centrale operativa di Egna. Um, siamo partiti con uh, dei momenti informativi di tutti gli attori coinvolti. Abbiamo svolto ieri un webinar informativo sul uh, software. E sono state pianificate delle date di formazione specifica per ambito in cui verranno man mano integrati tutti i reparti affinché eh, siano tutti attivi entro, la fine, eh, scusate, entro marzo 2023. Sullo stesso specchio organizzativo partiremo poi con Merano a marzo 2023. Siamo già in fase di progettazione quindi Brunico e Bessanone. Uh, questa slide è la, la mia penultima slide e in qualche maniera per chi mi conosce mi rappresenta. Io ho una forte allergia per le persone che mi dicono abbiamo fatto sempre così. Vedo invece anche le novità, non sempre una sfida troppo complessa ma forse proprio un'opportunità e quindi anche questi nuovi modelli organizzati, organizzativi come un'opportunità di una giusta transizione verso modelli di cura innovativi. Vi ringrazio e buon prossimo momento. Danke, danke, grazie Barbara De Rossi. Uh, yeah, ein, ein wichtiger Schritt in Richtung Betreuungskontinuität uh, mit den Von Ort nein Einsatz -Zentralen. Parliamo ora di tecnologia digitalizzazione per una medicina inclusiva. Quindi veniamo alle innovazioni eh, organizzative. Vedo che è già pronto il prossimo relatore, Roberto Silviero, a cui lascio la parola Health Information Officer. Prego. La prima l'abbiamo fatta, sono salito sul palco senza cadere, è già qualcosa. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ringraziamenti d'obbligo a tutti quelli che mi hanno invitato, hanno reso possibile questa cosa. Ringraziamenti che generalmente non vengono fatti sono a quelli che ci seguono da remoto e al team dei traduttori. I prossimi 20 minuti per voi saranno drammatici, ve lo dico. Eh? Vi offrirò un caffè dopo, ma fatevi, fatevi vedere la pausa. Difficile prendere la parola dopo relazioni così impegnative. Quando mi hanno proposto di fare questa, questa piccola relazione ho detto ma che cosa, cosa gli vado a raccontare? Tendenza dell'essere umano è quella di portare il massimo risultato con il minimo sforzo, per cui dico. corri. Oh, vi faccio un bellissimo elenco di quelle che sono le declinazioni ministeriali della telemedicina e, e così sono a posto. E poi, poi mi è venuto in mente: ma e se facessi qualcos'altro? E se cercassi di combattere la solitudine del portiere davanti al calcio di rigore, no? cioè se cercassi di portare queste persone verso quelle che sono le mie domande? Verso la telemedicina, non gli voglio fare una relazione tecnica, tecnologica, tecnocratica. Gli voglio dire: noi abbiamo fatto fare queste robe qua, però ci sono un sacco di problemi in mezzo e vi voglio portare in questo viaggio verso i problemi che mi attanagliano. Ci dormo, eh? Ci dormo. Però sono problemi che comunque sono pesanti. Io mi occupo di questa cosa dal 1994, il che significa che sono 28 anni e incomincio ad averne un po' gli zebedei pieni io della sanità digitale. Però, eh, dov'è il Cippino? Ecco qua il Cippino, vediamo se funziona. Funziona. Una delle cose che ho, io ho, ho, ho realizzato poco, perché la sanità digitale avrebbe dovuto avere un'esplosione un in questi anni, invece l'ha avuta soltanto perché ci, si, ci sono ammalate le persone di Covid, altrimenti noi qui saremmo ancora a caro babbo per quello che riguarda queste cose. Però una cosa che ho imparato è che la difficoltà principale è questa, cioè riuscire appunto a liberarsi di quelli che sono i carichi pendenti e vedere oltre, anche perché voi sapete tutti che quello che io compro oggi in informatica tra cinque anni è vecchio e se io voglio progettare qualche cosa devo essere in grado di proiettare le mie idee tra dieci anni che forse qualche cosa funziona. E voi capite bene che non è un'operazione semplicissima, anche perché non è che siamo tutti Bill Gates o, o, o quell'altro che è morto, Steve Jobs. Quindi parliamo ben di informatica in sanità, di, di tecnologie digitali, di telemedicina, ma perché ne parliamo? Perché in questo momento ci arrivano dei denari. E quanti? Allora, qui ne abbiamo sentiti insomma di numeri, ma comunque sono, sono, sono soldini, eh? qui bisogna spenderli e spenderli bene. E questo è il problema grosso. Come faccio io a spenderli bene? Eh, è un problema. 2020, questa era la stima del valore di mercato della telemedicina in tutte le sue declinazioni, sono 3 miliardi e mezzo di euro. Voi capite che dietro a una cosa di questo genere c'è anche una spinta industriale, non, non dimentichiamoci. Che nessuno muove la coda per niente, quindi anche questo ci porta a parlare di queste nuove tecnologie. E poi tutta la serie di documenti, qui ce ne sono solo alcuni perché io sono un pigro di natura, per cui questa è una diapositiva che avevo usato a maggio, ne sono usciti degli altri, ma vi tenete questa, tanto non è importante. E allora io adesso vi, fa, vi porto all'interno di quelle che sono le mie idee, quindi. Quindi scarico l'azienda da ogni responsabilità per quelle che sono le mie parole. Però queste sono le cose come le vedo io. E poi vedete voi se una cosa che è accettabile, se è una cosa condivisibile, oppure se avete perso una ventina di minuti. Ma spero di renderveli piacevoli e accettabili. Telemedicina o medicina moderna? Quando hanno inventato questo. Adesso vediamo se funziona. Ah, quando hanno inventato questo oggetto qui. Prima le pulsazioni cardiache, qualsiasi rumore che usciva dal corpo umano si ascoltava con quello che veniva chiamato stetoscopio. Qualche ginecologo lo usa ancora per fare il fenomeno sulla panza della gravida, eh? però adesso noi abbiamo questo, il fonendoscopio. Ma non è che è cambiata la definizione di medicina perché c'è stata un'innovazione tecnologica. Perché allora io devo parlare di telemedicina come un qualche cosa di così a parte, così compartimentato? È una parte della medicina. Si fa così. Eh? Il problema è farlo accettare dai miei colleghi. Io sono medico radiologo. E qui si parla di trasformazione digitale. Eh? Perché adesso noi andiamo verso una medicina ibrida? in cui il termine di telemedicina è pleonastico. Per la prima volta io ho l'opportunità di fare medicina in una maniera diversa, non in presenza del paziente, d'altra parte una volta, per vedere se uno aveva il diabete, si assaggiava l'urina, poi ci è venuto il laboratorio, dottoressa Pagani. <ride> Però una volta si faceva così, adesso per visitare, per capire, per andare incontro al bisogno di salute del paziente, c'è il computer, ma non questo. No, questo non lo voglio, io, non glielo, io devo qualcosa di più al paziente. Questo è un banner pubblicitario di una di quelle assicurazioni che ti offrono la visita medica, no? La visita medica, te la offrono col Whatsapp, no, 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 non si fa così. La sanità digitale non si fa con l'elettronica di consumo, si fa con dei prodotti specifici perché io devo avere un ruolo diverso da quello che fa la chat e che dice butta la pasta che sto arrivando o che scrive all'amante. Eh? Io sono un medico e devo fare sanità e la faccio con uno strumento riconoscibile. Ma mi importa relativamente la privacy, il garante, tutte queste cose. Sì, sì, benissimo. Però quello che è importante per me è che lui con me si colleghi con uno strumento ad hoc. Apposta, fatto apposta. Questa è una cosa per me molto importante. Ma dov'è il problema? Che se io studio le competenze digitali dei medici, io vedo che il 60% dei medici sa usare un computer. Significa che lo sa accendere, che sa fare clic clic sull'icona sull che gli interessa e sa andare in fondo ma quanti di questi medici hanno una competenza in sanità digitale? E qui il problema non lo risolvo certo io, io non ho soluzioni in questa, in questa relazione, io ho soltanto dubbi e problemi, ma qui è un problema dell'Accademia. Cioè è un problema è che i colleghi che stanno studiando adesso, quei 10.000, perché ho detto quanti sono i medici iscritti, i colleghi che, che, che fanno adesso medicina, di sanità digitale, non sanno niente. Sanno poco anche di medicina. Oh, ma questa medicina moderna è veramente una medicina inclusiva? Tutti dicono che il problema della tecnologia è che non è rivolta verso i vecchi. Beh, vabbè, insomma, adesso noi da due anni in azienda sanitaria abbiamo un'iniziativa di televisita. Bene? Ok, ho seguito parecchio la cosa e mi sono accorto che i problemi non mi vengono dal signore qui, questa, di questa età qua. Pips, eccoci qua. Non mi vengono da questa categoria di pazienti, ma mi vengono dai pazienti dai 40 ai 60, che sono invorniti, eh, impediti che sono veramente impediti nell'uso della tecnologia. Incredibile, vero? Eppure è così, sanno usare WhatsApp però. Eh? Ma se io li metto di fronte a un qualche cosa che abbia delle regole, è finita. Ma questo basta per dirmi che questa tecnologia non è inclusiva? No, i problemi veri sono altri. I problemi veri sono questi, cioè che il 13% delle famiglie italiane non ha internet. Che Il 24% delle famiglie italiane lavora con internet soltanto, cioè che, e, che lavorano soltanto con lo smartphone. E voi sapete che non, non è bellissimo, insomma, fare una televisita con lo smartphone. Non è bellissimo fare un qualsiasi accesso ad applicazioni che non siano di svago con uno smartphone. Ma questi sono i dati gravi, eh? perché in, in, queste famiglie, le famiglie a basso reddito, nel 60% dei casi internet non ce l'hanno, non ce l'hanno proprio. E di queste famiglie a basso reddito l'80% non ha la banda larga. Adesso la banda è l'acquedotto, è l'acquedotto moderno, mi porta l'acqua in casa. Chi, chi pensa ad una casa senza l'acqua corrente? Ma se io voglio fare questi discorsi, la banda larga è l'acquedotto e io non posso pagare 60 euro al mese una connessione in fibra. In questo senso, la medicina moderna non è inclusiva e mi taglia fuori le fasce più debole della popolazione, in sensi infrastrutturali, non perché la tecnologia non sia adeguata. La tecnologia sappiamo farla tutti bene o male ma quello che è, è la struttura è il sistema che deve essere inclusivo. Uno delle branche della telemedicina è il telemonitoraggio, significa che io do al paziente degli strumentini che gli guardano la pressione, la temperatura, il saturimetro, l'abbiamo visto tutti in tempo di Covid, ma gli mando anche dei questionari per dirmi come stai, stai bene? Sì. Ok, perfetto. Quanto mi costa un giochino di questo genere? Un giochino di questo genere, per legge deve avere queste componenti, ci deve essere la piattaforma software che è la cosa che costa meno. c'è e dalle, io sbaglio il pulsante. Ecco, c'è il centro servizi, cioè un posto dove le cose tecniche vengono risolte. Ricorda a tutti che qui il centro servizi deve essere bilingue, non è così semplice, eh? Poi c'è il kit del telemonitoraggio che ha dei prezzi variabili. La connessione, gli apparati di connessione, il delivery, io questa cosa se voglio fare medicina sul territorio mica posso dire scusa vieni a prenderti il kit in ospedale, devo avere una struttura che mi porti il kit a casa, me lo porta, me lo ritira quando è il momento giusto, sanifica gli apparati, solo questa cosina di sanificare gli apparati mi costa 100 euro, allegria. E poi bisogna formare la gente, cioè queste persone devono andare dal paziente e dirgli guarda, schiaccia qui, schiaccia lì. Bene, allora io non sono bravo con i numeri, eh, vediamo cifre differenti perché ci sono documenti differenti, comunque spannometricamente noi in questa regione noi abbiamo questo tipo di, di popolazione, appunto 105-110.000 persone sopra i 65 anni. Comunque li ho presi da documenti della provincia, questo eh, voglio dire, non è che. Eh. Non è, che, non è che queste cose me le sono sognate. Maurizio, quando mi mancano cinque minuti fammi un segno, per favore. Oh, di queste persone qui, quelli che riescono a, ad andare ancora a vedere i cantieri sono circa 162.000 persone. 162.000 cronici. Va bene, allora io faccio il conticino della serva. Se io penso solo di mettere il 5% di questi cronici in telemonitoraggio, con un costo per paziente di circa 300 euro all'anno, e guardate che mi sto tenendo basso, perché qui quelli che vendono queste cose sono dei serpenti a sonagli, hanno capito che c'è del grano e adesso vogliono la fresca a casa, per cui... 300 euro, 8.000, 2.400, 2.400.000 euro annuo per seguire il 5% dei miei cronici. È sostenibile questa cosa? Professoressa, nessuno di noi ha la risposta. È sost... Vedremo, vedremo, abbiamo davanti a noi un sacco di tempo prima della pensione, purtroppo. Quando io parlo di tutta questa cosa mi viene in mente ma come li raccolgo io questi qua? Ho uno smartphone, così via, sì. Allora mi salta fuori il problema dei dati autoprodotti. Fare medicina significa anche fare prevenzione. Allora, noi adesso siamo invasi da una serie di dispositivi che vanno sotto il nome convenzionale britannico di Warbore. Roba che metto addosso, ce l'ho anch'io. Io sono anziano, ho paura di cadere in bicicletta, se cado e non c'è nessuno, sto lì. Invece questo qui, se cado e non c'è nessuno e io entro 45 secondi gli dico guarda che sto bene, mi chiama il 118, 112. Ok, quindi, ma tutti questi dispositivi raccolgono anche un sacco di altri dati. Dove vanno a finire questi dati? Questa è la mia, la mia, preoccup cioè, la mia preoccupazione. È una preoccupazione perché dico in questo momento vanno a finire ad Apple, vanno a finire a Samsung e queste persone che cosa ne fanno? Guardate che tutti voi, quando accendete il telefonino, viene fuori una schermata con su scritto accetti e tu potresti anche aver venduto la madre ai marinai della flotta del Baltico, non lo saprai mai. Ma hai accettato. E quindi i tuoi dati in questo momento stanno andando a copertino, dove li venderanno a qualche, a qualche spacciatore di assicurazione americano, certamente. Ma dove finiscono? E soprattutto, hanno un senso clinico? Che è la domanda che mi faccio io da medico: hanno un senso clinico questi dati? Come faccio io a controllare che quel valore sia effettivamente valido e corretto? Insomma, è una situazione completamente ingovernata e probabilmente ingovernabile. A meno che, a meno che tu non ci faccia un pensiero sopra. Questa la conoscete tutti: è la Tesla. Eh, questa meravigliosa automobile elettrica che costa uno strafanto di soldi, va bene. Però ha un vantaggio questa macchina non fa tagliandi perché? Perché è una vettura connessa, per cui comunica con la sua centrale minuto per minuto e se c'è un problema Tesla ti chiama e dice guarda che mi hanno detto che la tua, ma la tua macchina mi ha detto che c'è qualcosa che non va, e allora siccome divento anziano, io ho dei fissi, dei pallini fissi e un mio pallino è questo, quello del tagliando di salute. Ma perché io tutti questi dati, che ognuno genera volontariamente, senza nessun tipo di controllo, non cerco di riportarli sotto l'egida della salute pubblica? Faccio un patto, faccio un patto di azione volontario, così il garante non mi rompe, gli zebedei. Eh? Quindi raccolta di dati da dispositivi non, modi, non medici e gli dico, senti tu hai uno smartphone, una, una, una un accidente che spacca. Allora tutti questi dati, invece di darli a Cupertino, li dai a me. Azienda Sanitaria, Provincia di Bolzano, vedetevela voi. Eh? Questi qui li raccogliete voi, tu sei un 35enne attivo, io voglio del tuo capitale di salute. Incrementare i giorni di buona salute e come faccio? Controllo i tuoi dati, li inserisco all'interno di un programma di controllo volontariamente sottoscritto da entrambi e io sfrutto questi dati che saranno sempre più presenti e sempre più importanti, perché, come vedremo subito adesso, incredibilmente lo sanno anche al Ministero che ci sono questi dati. E lo sanno tanto che entrano anche a far parte del nuovo progetto fascicolo. Perché all'interno del PNRR c'è tutto un capitolo di spesa per la nuova formulazione del fascicolo. Il nuovo fascicolo è un qualche cosa di importante. È una piccola soddisfazione anche per me che ho lavorato a queste cose parecchi anni fa e finalmente questa idea arriva. Ovvero, sia, che cos'è adesso il fascicolo? Il fascicolo è una borsa di documenti. Devo questa immagine all'ingegner Jo Ortler della provincia. Che dice sempre, quando va a spiegare ai medici di medicina generale cos'è il fascicolo, è la mia borsa dove tengo dentro i documenti. Incredibile che un ingegnere abbia fatto una metafora tanto ardita, però è così. Quindi, adesso è una borsa di documenti, ma a me, medico, di sapere quanti documenti ha questo paziente nella sua borsa interessa relativamente. A me interessa sapere il contenuto di questi documenti, i dati clinici. I dati clinici. È per questo che, come tutti sappiamo e come tutti diciamo, alcuni anche a livello politico-protagonistico, questa è una pagina del Movimento 5 Stelle prima che andassero al governo, ovviamente. Ecco, per cui effettivamente questo è un progetto che ha richiesto un effort economico importante e che ha avuto delle ricadute scarsissime. Il cittadino neanche sa, alle volte, che esiste il fascicolo sanitario. Eppure, dentro, obbligatoriamente dal periodo Covid. Ci sono tutti i nostri esami che facciamo nelle strutture pubbliche. Prossimamente anche quelli che faremo nelle strutture private, soprattutto in quelle convenzionate, perché se no non possono avere la convenzione. Grande idea, questa è veramente una grande idea. E non, e non scherzo, questa è un'ottima idea. Ok, allora, io qui in Gazzetta Ufficiale ho adozione delle linee guida per l'attuazione del fascicolo. No, non ce la farò mai. Delle, per l'attuazione del fascicolo sanitario elettronico e in queste linee guida per l'attuazione c'è un bellissimo schema che mi dice che cosa devo fare, ovvero sia io all'interno del documento devo avere incapsulato al suo interno dei, un, un, una parte di questo documento che contiene i dati clinici estraibili e riproducibili. A me interessa di quel paziente la glicemia dell'ultimo anno, vado nel fascicolo, gli chiedo qual è la glicemia di questo paziente nell'ultimo anno e lui me la grafica, ok? E questi sono, guardate che meraviglia, i contenuti minimi, c'è tutto, eh? i dati del patient summary, medici di medicina generale, rifiutazione per ogni branca, qui c'è tutto. Episodi di ricovero 118, emergenza-urgenza, le cartelle cliniche, il dossier farmaceutico, i dati di vaccinazione, i dati dello screening, le prescrizioni, dati clinici e vitali acquisiti da servizi di telemedicina. Qui, se permettete, alzo le mani perché questo è un problema serio tecnologico. Grazie a Dio, quando lo risolveremo, io sarò in pensione. L'imaging, tutte le immagini devono essere nel fascicolo e i patient generated health data, quindi tutto quello di cui abbiamo parlato poc'anzi dietro la Tesla deve entrare nel fascicolo. Quindi, forse quel mio pallino del tagliando di salute, forse non è una cosa così campata in aria. Finisco, finisco subito. Io spero di avervi interessato, di avervi detto delle cose anche nuove, anche diverse rispetto a quello che si sente quando si parla in telemedicina. Io non ho, non ho la, 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 la soluzione per niente. Io questo ho imparato: c'è sempre una soluzione semplice per ogni problema, però è sbagliata. Grazie al dottor Siviero per aver così affrontato in maniera così leggera un tema in realtà così importante, così strategico anche. Eh, bene, ehm, prima di andare in pausa, abbiamo adesso una ventina di minuti per uh, le domande, ma prima di tutto vi dico una cosa. Altrimenti mi dimentico poi. Le cuffie per la traduzione simultanea, chi le ha, le tenga per favore fino alla fine della giornata. Non serve restituirle, anzi, non vanno restituite in pausa caffè o in pausa pranzo. Ja, uh, yeah. also, jetzt gibt's Raum für Fragen, Wortmeldungen. Bitte nicht referate. Schauen wir, dass wir. Eh, eben, kurz bleiben, damit so viele persone wie möglich zu Wort kommen können. Vediamo se ci sono domande o eh, interventi. Troppa carne al fuoco. Troppo bravi. Troppo bravi. Ecco qui. Mit microfono, bitte, weil sonst funktioniert die Übersetzung nicht. Bitte. Eccoci, salve. Io mh, veramente sono entusiasta anche di tutti questi bei progetti presentati oggi. Ovviamente ehm, vorrei, vi prego, di immergervi anche eh, due minuti nella nostra realtà come medico di famiglia, perché ehm, io sono massimalista qui a Bolzano. Qui, grazie alla sostituta, che è rarissima perché sappiamo tutti che sono introvabili. Grande problema. Già nel 2020, come anche nel 2022, a solo 15 giorni dopo il taglio cesareo subito, sono andata personalmente a fare le visite a domicilio dei pazienti disabili, perché non tutto poteva coprirmi la sostituta. Sono ore che avrebbe sforato che non immaginate. Quindi il nostro lavoro attualmente bisogna ben prenderlo sotto la lente, se volete chiederci anche una sola ora in più da dedicare al PNRR, perché bei progetti, però come faccio io a ignorare tutto quello che è poi il mio reale lavoro? E parlo non di quelle poche pecore nere che non lavorano così perché le trovate anche in ogni reparto sparsi. Parlo di tutti i miei colleghi che conosco, ma veramente di tutti che si trovano. Non Alcuni a rispondere fino a luna di notte alle mail pensando di avere poi libero il sabato o la domenica, tanti che mi dicono: Ah, questo sabato mi sono smaltita le mail e poi la sera siamo usciti con la famiglia. Storie del genere che effettivamente nel flusso non vi emerge, però è tutto tracciabile, è tutto documentato. E ovviamente non si può negare. Io parlo ovviamente di mail. Non condivido anch'io la comunicazione via Whatsapp per vari motivi. però come facciamo a negare tutto quello che ci entra via mail e parlo la maggior parte dei referti da valutare, che sono anche fino a 80 al giorno e alcuni di questi certo da archiviare? però altri da rispondere, che il paziente deve tra quattro o fra sei mesi ripetere un esame, un'indagine. Per quale motivo? Noi glielo spieghiamo brevemente via mail, addirittura prescriviamo via mail e grazie al Covid abbiamo imparato a ottimizzare tutto, ottimizzare i tempi. Tanti miei colleghi usano Mille Light per inviare le prescrizioni da casa, mentre potrebbero dare attenzione ai figli, no, mi smaltisco ancora le mail. Ecco, siamo in questa situazione. Io mi chiedo, adesso io sono responsabile per circa 1800 pazienti, offro grande comunicazione perché via mail mi raggiungono tutti. Mi chiedo, in futuro, se io dovessi essere responsabile per non so, 4000-4500 pazienti, noi diamo qualcosa in più a questi pazienti? Ci raggiungono veramente se già sforiamo le ore più non posso? O tagliamo qualcosa ai pazienti? Cioè, Prego veramente di fare attenzione su, su questa situazione e penso che nessuno qui di voi può immaginare o osi pensare che io mentre ho il paziente davanti in attesa di essere auscultato, visitato, cambiato la medicazione, rimozione i punti e quant'altro e mentre mi squilla senza pausa il telefono fisso per domande non solo alla segretaria ma anche al paziente e nello stesso tempo rimanga in attesa un attimo perché c'è il cellulare che squilla, perché la linea del telefono fisso è sempre occupato per rispondere ai pazienti e nello stesso tempo bussano e suonano alla porta perché eh, non trovano la linea del telefono. Fisso e la segretaria non basta. Devo uscire io a dire questa urgenza. Non è un'urgenza giustificata. Venga in questa in quest'altra data, eccetera. Mm, grazie. È un multitasking da burnout. Grazie, mm -hmm. grazie dottoressa. E questa testimonianza quasi mi viene da dire. Eh, dopo la pausa eh, parleremo dei ruoli dell'assistenza di prossimità. e Il primo intervento sarà proprio di un medico in medicina generale. Sicuramente riprenderà anche quanto lei ha eh, detto in questo intervento. Mille grazie. Raccogliamo alcuni interventi e poi vediamo se i relatori che sono saliti sul palco fino a questa mattina eh, vogliono dare una risposta. C'è una domanda anche da, dal, dall'esterno, intanto leggo quella è per la dottoressa Mastrobuono. Una domanda via streaming. Preggo ci arriva dallo streaming. Allora, dottore, per Dottoressa Mastrobuono, buongiorno. Se è possibile, avrei piacere di avere maggiori informazioni sul processo che si intende mettere in atto per risolvere la problematica dell'integrazione sociosanitaria. Abbiamo esperienze purtroppo negative per altre progettualità dove questa integrazione è fallita. Quali, eh, quali le concrete azioni? Chi controlla? Chi interviene in caso di problemi? Bisogna sottolineare che spesso si tratta di problematiche organizzative, mancanza di accordi tra sanità e sociale, mancanza culturale come approccio tra professionisti di settori diversi. Grazie, Stefano Dottor Mascheroni, Centro di tutela dei diritti del malato. Un attimo solo, sì, vediamo se ci sono altri interventi, altre Wortmeldungen o No, allora a questo punto le darei la parola al dottoressa Mastropiano per una prima. Ah, scusi, dottor Bertoli. No, io volevo così non lasciar cadere l'intervento la, di prima, perché secondo me è emblematico. No? È emblematico mm, di onda... La inviterei a venire sul palco a questo punto, in modo che. o almeno alzarsi in piedi. <ride> no, eh, volevo un attimo sottolineare eh, l'intervento che c'è stato prima, che secondo me è importante riprendere, perché. Mette il dito nella piaga, adesso non voglio parlare del tema del carico di lavoro dei medici di medicina generale direttamente, ma il tema delle risorse di personale, no? che come sappiamo eh, non dico che il PNRR le ha dimenticate, ma sostanzialmente si concentra su strutture, infrastrutture, tecnologie e il tema della riorganizzazione però non si capisce effettivamente se tutto questo deve accadere, come si diceva qualche anno fa, iso risorse. E per questo è una domanda che faccio anch'io, che vorrei fare prima di tutto a Isabella, eh, se eh, oltre alla magnifica mappatura che abbiamo visto di quelli che sono i nostri utenti, il, il bisogno di salute che è stato così, insomma, in modo così puntuale dettagliato, e se è il caso di fare o pensare anche a una mappatura di quello che serve per far fronte a questa, a questa sfida dal punto di vista anche del personale perché è giusto che riusciamo a definire i carichi di lavoro di, di aree che non è semplice diciamo andare a indagare di quello che facciamo ma, ma secondo me questa mappatura almeno ci dovrebbe dare un'idea di quanto potremmo coprire di tutto quello che dovremmo fare nei prossimi anni. Ecco. Sì, grazie anche di questo intervento. Dottor Burger, prego. Scusami Isabella, poi ti do la parola. No, perché mi dà spunto. <ride> Mi, mi, mi dà spunto per focalizzare la questione, secondo me, su due temi fondamentali. Io capisco l'intervento e ne sono ben cosciente, lo sappiamo tutti i giorni. Eh, Anch'io sono ingegnere, quindi premetto che non, non sono un dottore, eh, però cerco sempre di parcellizzare le le sfide complicate e nelle parcellizzazioni qualche volta si trova anche qualche soluzione semplice che non è sempre del tutto sbagliata. Due cose secondo me fondamentali per cui si deve lavorare su quello che è stato focalizzato. Una è la medicina d'iniziativa no? e l'altra è lavorare in rete. Queste sono le due parole chiave secondo me. Perché? Perché faccio un esempio di cui noi tutti probabilmente ne abbiamo anche altri, sempre cosa succede attualmente, quello che ha detto lei ma anche qualcosa ancora di più grave. E... Alcuni dei nostri anziani malati che hanno delle cronicità, che sono a casa e non sono seguiti a dovere, magari da una badante che non ha la professionalità, magari da un familiare che deve lavorare e non ce la fa, l'unica cosa sfogo che ha o chiamare in emergenza, sempre in emergenza non seguito, non seguita attraverso un percorso, no? ma di emergenza il medico e medicina di base che forse in questo momento non ha tempo e finisce in pronto soccorso. Il pronto soccorso finisce nel reparto di geriatria, del di medicina interna ci sta qualche giorno lì finché il primario di medicina interna dice: Devo riservare il letto per qualcun altro. Non sa dove, dove posizionarlo e lo riporta a casa o al massimo una casa di cura se c'è un posto. Ho un esempio di una persona anziana di cui mi sono occupato recentemente perché mi è stato chiesto: è esattamente andato così. Per fortuna che c'era una casa, non una casa di cura, ma clinica privata, che ha fatto un percorso riabilitativo di un mese e quindi i familiari erano contenti perché almeno stava lì, era seguita, ma torna a casa e anche il figlio ha detto e si è convinto che fra qualche giorno finisce in pronto soccorso, riprende il ciclo e costa un sacco di soldi, ma non è un problema dei soldi. Ecco, non le seguita come dovrebbe. Io queste persone le devo prendere in carico attraverso i percorsi assistenziali. Lavorare in rete, sfruttare meglio le risorse che ho del medico, dell'infermiere, del medico di base, e questa è l'unica nostra possibilità attraverso tutte queste strutture e lavorare in rete affinché lavoriamo meglio e di meno. Forse. Se no, non ci riusciamo, non possiamo andare avanti così. O ci rendiamo conto che dobbiamo integrarci, ognuno deve fare la sua parte, ma è un sistema di rete, altrimenti andrà sempre peggio, questa è la mia ferma opinione. Grazie dottor Burger, dottoressa Mastrobuono, a questo punto anche in qualità di direttrice sì. del servizio di medicina di base. Sì, assolutamente. Allora, ehm, stiamo lavorando al famoso atto di programmazione che eh, investe la medicina generale. L'abbiamo preparato e abbiamo anche introdotto sulla base dell'accordo nazionale una serie di novità. Non ultima, dottoressa, quella dell'introduzione di indicatori. Perché sicuramente il suo è un lavoro molto, eh, diciamo, gravoso. Bisogna vedere se questo succede nell'ambito della sua AFT per tutti i colleghi e sicuramente sarà così. Ma a prescindere da questo il suo lavoro è un lavoro da sola. Lei provi ad immaginare se ci fosse una struttura o un'organizzazione che alcune cose che fa lei invece le fanno queste strutture per lei. Lei parlava prima di togliere i punti, medicare la ferita eccetera. Per chi come me le case della salute dove sei, ecco le case della salute le ha fatte l'aver creato un ambulatorio infermieristico dedicato ha tolto tanto di quel lavoro ai medici che lei neanche se lo immagina perché? perché molte di queste persone avevano nell'ambulatorio infermieristico dedicato la risposta A lo possiamo poi moltiplicare per tante cose la provincia poi ha deciso di fare quello che in Italia è stato finanziato per le altre regioni. Noi purtroppo non ci hanno dato neanche il becco di un euro, ma la provincia ha deciso di dotare i medici di strumentazione per la loro pratica quotidiana e per i percorsi, così come anche di un sostegno eh, di tipo segretariale anche aggiornato. Lei provi ad immaginare se anziché una sola segretaria lei avesse invece a disposizione una rete e uno strumento per alleviare il suo lavoro. Allora, chi eh, questo lo ha già realizzato si accorge che il percorso è possibile, laddove naturalmente ci vorrà che cosa? La eh, condivisione insieme e assolutamente non creare muri, anche se io devo dire la verità che abbiamo avuto dei rapporti molto diciamo, ottimi con i sindacati e anche con tantissimi medici. Questo per quanto riguarda questo aspetto. Per quanto riguarda le risorse. Allora, eh, recentemente abbiamo pubblicato un articolo su Quotidiano Sanità in risposta a tante persone che dicono eh, ma ci vorranno decine, centinaia di persone per avviare il sistema, il fabbisogno, il fabbisogno, sentite bene quello che vi dico, il fabbisogno negli ambiti ospedalieri di personale. È facilissimo da individuare. Ci sono metodologie ormai sviluppate a livello di Organizzazione Mondiale della Sanità, OXE, mettete tutto quello che volete, Italia compresa. Calcolare il numero dei cardiologi necessari di un reparto per svolgere quegli interventi su quel numero di tot posti letto ormai sono indicatori quasi banali di quando tocchi il territorio. Il mondo si ferma. Quali sono gli indici? Boh. Quanti infermieri serviranno? Ma. Quanti medici di medicina? Boh. 1500, 1800, 1000, 1200, 1300, 800. Non si sa. Quando tocchi il fabbisogno, mondiale, il fabbisogno sul territorio, nessuno sa. E allora perché dire di non ce la faremo mai se prima non sai il fabbisogno qual è? È quello che io dico come base. Per stabilire il fabbisogno, che cosa bisogna fare? Per stabilire il fabbisogno, innanzitutto, devi sapere chi fa che cosa dove oggi. Ed è quello che stiamo facendo. Quanti servizi sanitari ci sono sul territorio? Che cosa fa l'infermiere a Terlano? Adesso dico Terlano, ma porca miseria, potrebbe essere qualsiasi altro dei 100, oltre 100 comuni della provincia. Cosa fa l'infermiere a Terlano nel distretto X dalle 9 alle 11 e fa. 100 eh, 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 prestazioni, prestazioni. No, sono 10, sono 10. Perché sono 10 qua e poi magari si andro quante sono? Sono 2 e quell'altro qua E vi accorgerete che facendo la mappatura di tutti i servizi viene fuori un quadro. E quel quadro ti aiuta a capire chi fa che cosa e se per caso non fosse necessario vedere se. Quei due comuni si uniscono, quell'infermiere lo posso utilizzare per due realtà. Insomma, già solo fare questo ti permette di capire quello. Il secondo passaggio è quello che stiamo facendo e che abbiamo fatto con la dottoressa Peclaner, tanto per fare i nomi e i cognomi, e anche con te ieri, se ben te lo ricordi, e cioè i PDTA. Se io so chi fa che cosa come, io so che il paziente diabetico deve fare due esami di laboratorio l'anno, deve fare una radiografia, deve fare due visite dell'oculista, due visite dell'oculistica, 20 minuti, 40 minuti, moltiplicato il numero di... E tu con il numero di ore ti tiri fuori quanti oculisti avresti bisogno per quel percorso. Non puoi sapere tutto. Puoi cominciare, ecco perché abbiamo scelto quattro percorsi. E allora il fabbisogno verrà fuori. Verrà fuori il fabbisogno e cominceremo a dire quanto del personale che noi già abbiamo oggi può essere meglio utilizzato per quanto alla fine, signori, rimaniamo fuori. Qui mancano 100 infermieri, due medici, tre osse e quant'altro mai. Ma solo dopo che hai fatto. Questo lavoro, questa metodologia, il Ministero della eh, Salute e la Genas ci stanno lavorando e mi piace quando fanno le domandine, vero Carla? E cioè della serie, che mi mandi la tua metodologia? No, no, intanto fammi vedere la tua, eh, ma noi stiamo lavorando anche noi, eh, perché poi dopo vanno a chiedere perché nessuno sa. Integrazione, sanità e sociale, e chiudo. È bella domanda quella del dottor Mascheroni, me la potevo immaginare che mi arrivasse giustamente. Allora, faccio l'esempio pratico e pragmatico, così non stiamo a chiacchierare più di tanto. Allora, allo stato attuale, quando partirà la COT, eh, abbiamo intenzione, attraverso una task force che è stata anche scritta nel piano sociale, piano sociale che abbiamo letto, di fare una cosa. Scegliamoci una tipologia di paziente scegliamolo, che esce dall'ospedale. 96 anni, sorella di 93, pluripatologico, a casa non c'è nessuno, abita al terzo piano, c'è l'ascensore, insomma, la situazione ideale, quella proprio, no, il top e al quale paziente probabilmente servono sia i servizi sociali innegabilmente che quelli sanitari. Ok? Su questa persona qua proviamo a fare un percorso insieme, perché oggi il percorso è diviso i servizi sociali hanno una loro scheda di ammissione e dei loro criteri di ammissione al circuito sociale, la sanità al suo sistema, ok? Per la prima volta su questi il sistema invece proverà ad andare insieme. È chiaro che poi dopo le liste della residenzialità, le liste della qualcosa sarà diverso, ma quelle due cose Assistenza partiremo con la domiciliarità, assistenza domiciliare sanitaria, quella sociale, per questi pazienti si dovrebbe parlare. Iniziamo dalle piccole cose, perché se si inizia un percorso, poi vedrete che piano piano, lentamente. Arriveranno anche gli altri e così saremo premonitori di quella ADIS, assistenza domiciliare integrata con il sociale, che secondo me è, è, avverrà. La task force sarà, dottor Mascheroni, la, la sede nella quale cominceremo a organizzare queste cose e sarà la sede nella quale proveremo a risolvere le difficoltà. Poi nasceranno sicuramente dei percorsi socio-assistenziali condivisi con il sociale. E questo naturalmente piano piano, lentamente ma inesorabilmente. Grazie, Grazie Isabella Mastrobuono. Concludiamo con una presa di posizione. Arrivata eh, grazie allo streaming, grazie alla trasmissione streaming, presumibilmente un altro medico di medicina generale che scrive noi non vogliamo essere solo scribacchini, io voglio poter fare le cose pratiche ai pazienti, rimozione punti e medicazioni, mi serve aiuto nella deburocratizzazione e più della metà dei pazienti che vedo tutti i giorni non sono cronici ma sono acuti e a voi non risultano. Con, questa, con questo messaggio che sicuramente porterà a ulteriori riflessioni ci fermiamo, ci fermiamo per la pausa. Abbiamo circa eh, una ventina di minuti di pausa. Tutto quello che c'è nel foyer è a nostra disposizione. E ci vediamo subito dopo. Bentornati. Da Fixi Pitten, mi da nehmen. ricominciamo dopo questa lunga pausa caffè. Vi chiedo di prendere posto. Bene, grazie, bentornati a tutti. Proseguiamo con questa densa, densissima mattinata e richiamo ora la nostra attenzione agli attori del PNRR, ovvero i nuovi eh, ruoli eh, dell'assistenza di prossimità che vengono appunto rafforzati, reinventati eh, in seguito al piano nazionale di ripartenza e resilienza. Il prossimo intervento riguarda proprio eh, la medicina di base. Eh, invito a raggiungermi il dottor Adolf Engel, medico di medicina generale in pensione, ma anche presidente dell'Istituto di Medicina Generale presso la Claudiana che fa eh, formazione e ricerca. Mm. Nel tema ci siamo già in pieno dopo l'intervento precedente alla pausa, quindi lascio semplicemente la parola a lei. Bitte. Grazie. Uh, danke für die Einladung und für die Vorstellung. Uh, die Vorstellung von mir als Arzt für Allgemeine Medizin in Pension zeigt schon, dass uh, ich eigentlich nicht ganz der Richtige bin, über die, über die Zukunft zu reden. wenn dann nur ausgehend von meiner langjährigen Erfahrung äh, und natürlich auch meiner Beschäftigung auch Wissenschaft auf wissenschaftlicher Ebene mit Fragen der allgemeinmedizinischen Patientenversorgung. Äh, Sie sehen, meine Frage ist wohnortnahe Versorgung mit großzügigen Strukturen. Aber mit zu wenigen Ärztinnen für Allgemeinmedizin möglich. Es ist diese Frage der Ressourcen schon angesprochen worden. Und äh, es ist dies sicherlich eine rhetorische Frage. Aber ich werde mich hauptsächlich äh, in meinem Referat mit dieser Frage beschäftigen, weil sie äh, wahrscheinlich fundamental sein wird. Äh, zuerst äh, etwas zur äh, Aufgabe der Allgemeinmedizin. Ich glaube, dass viele im Saale oder überhaupt die Allgemeinmedizin zu wenig bekannt ist. Die Allgemeinmedizin äh, in der Allgemeinmedizin äh, werden circa zwischen. Die Zahlen gehen auseinander, zwischen 70, 80, sogar 90 Prozent der Patientenprobleme gelöst, ohne Zuhilfenahme von zusätzlichen Konsulenzen. Und äh, ich denke, da bei, die, bei der Lösung dieser Patientenprobleme, da braucht es Unterstützung. Da braucht es Hilfe. Stellungen, dass in der Praxis die Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin Zeit für den Patienten haben, dass, sie, dass ihnen andere Arbeiten in der Praxis abgenommen werden, die abnehmbar sind und es gilt ein Grundsatz, der eigentlich überall gelten sollte, was mit wenig Aufwand erreicht werden kann, wird mit viel Aufwand vergeblich versucht. Das heißt, es betrifft eine große, einen großen Anzahl, eine große Anzahl von Problemen und Problemlösungen, die in der Hausarztpraxis gelöst werden können. Und natürlich gibt es solche, ob es 20 Prozent sind, 30 Prozent oder 40 Prozent, lassen wir dahingestellt, wo es einen integrativen Ansatz braucht. Aber es ist meines Erachtens ganz, ganz wichtig und das zeigen Studien. Die Förderung der Allgemeinmedizin, eine starke primärärztliche Versorgung ist, es ist schon von Prävention geredet worden, ist, äh, hat den Effekt einer Verbesserung der öffentlichen Gesundheit. Eine Erhöhung der Lebenserwartung, eine Verminderung von Hospitalisierung und Mortalität und natürlich auch Kosten, das ist alles gesagt worden. Aber wie gesagt, mir geht es auch bei diesem Referat ganz besonders darum, wenn es um die Rolle des Allgemeinarztes, Ärztin geht, darauf hinzuweisen, die, die, Hilfestellungen, die es konkret bei der konkreten Arbeit am und gemeinsam mit den Patienten geht. Wir haben viel über Systeme und Organisationsformen bisher gehört. Ich denke, wir sollten den Patienten, die Patientin mehr in den Mittelpunkt stellen. Das ist natürlich implizit gemeint bei, bei dieser Diskussion. Das ist mir schon klar. Aber was wünscht sich der Patient? Was braucht der Patient? Alle Studien sagen: zentral ist, er möchte, die Patientinnen möchten sich gut verständigen können und verstanden werden. Und äh, das ist und wird die Basis jeder. Uh, jeder Versorgung bleiben und jeder Behandlung bleiben. Hilfsmittel, die uh, diesen Zugang uh, ermöglichen, erleichtern, Unterstützung uh, unterstützen, sind natürlich uh, wichtig und, und sehr willkommen. Uh, wir haben einen weltweiten nationalen und internationalen Mangel an Hausärzten das ist schon angedeutet worden und angeklungen. Es gibt die vakanten Stellen, es gibt die Pensionierungswelle. Ich möchte nicht die Zahlen bemühen. Es gibt weniger Interessenten, Interessentinnen für die Ausbildung in Allgemeinmedizin und gleichzeitig, wir haben es von der Kollegin in der Diskussion gehört, gibt es eine sehr starke zunehmende Arbeitsbelastung für die in den bestehenden Praxen. Es ist auch angesprochen worden, ja der Bedarf. Wie viel braucht es? Zum Beispiel bleiben wir bei den Hausärztinnen und Hausärzten. Wie viel braucht es? Für mich ist es ganz einfach. Für mich gibt es nur dieses Kriterium aus der Sicht der Bürger und Bürgerinnen, wenn es das System so bleibt, dass jeder und jede einen Arzt, eine Ärztin seines Vertrauens wählen kann. Und wenn, wenn dies gewährleistet ist, dann entsteht eine ganz andere Dynamik. Dann äh, kann, passiert es wirklich so, dass äh, Patientinnen und Patienten nicht die erste Stufe zu sehr überspringen und direkt auf die erste Hilfe gehen oder direkt zu fachärztlichen äh, Visiten, wo es irgendwie geht und so weiter? Äh, und diese freie Arztwahl, das müsste meines Erachtens äh, ein eine zentrale äh, ein zentrales Kriterium der Versorgung äh, werden. Sie, sie war es nie und sie ist es jetzt äh, schon überhaupt nicht mehr. Es, Im Gegenteil, es gibt sehr prekäre äh, Situationen diesbezüglich, das wissen wir alle. Äh, es, mir geht es primär auch hier um die Frage, wie gesagt, wie kann, wie kann der Hausarztberuf attraktiver gemacht werden. Wir haben dazu vom Institut für Allgemeinmedizin äh, schon 19, äh, 2010 und 2019 eine Umfrage südtirolweit gemacht unter den Hausärztinnen und haben dazu zu den Ergebnissen eine, einen Workshop gemacht mit äh, mit Lösungsansätzen, äh, zusammen, das steht hier nicht, und das war sehr interessant und auch innovativ, zusammen mit Vertretern und Vertreterinnen des Sabes und des Assessorates. Darauf werde ich eingehen. Und wir haben im Sommer zusammen mit der medizinischen Universität in Innsbruck eine äh, repräsentative Befragung der Studenten, der Medizinstudenten gemacht. Immerhin studieren 362 oder mehr als 60 Südtirolerinnen in Innsbruck, also die überwiegende Zahl. Aber wir haben alle Studenten gemeinsam mit der Universität Innsbruck, mit der medizinischen Universität Innsbruck befragt zur Haltung Allgemeinmedizin und zur Berufswahl Allgemeinmedizin zusätzlich eben die jungärzte die sich in nordtirol niedergelassen haben äh, jungärzte die äh, in den ersten drei jahren tätig sind die ergebnisse wichtigsten ergebnisse der online befragung und des workshops die berufliche motivation äh, ist eigentlich hoch Sie ist sogar angestiegen, was motiviert besonders. Es motiviert die Arbeit an Patienten, zwischenmenschliche Aspekte äh, und so weiter. Es motiviert auch eine gewisse Autonomie, eine gewisse Ver Gestaltungsfreiheit, die äh, in der allgemeinen Medizin möglich ist und äh, der kollegiale Austausch wird auch als motivierend empfunden, obwohl der in Einzelpraxen leider Gottes nicht so einfach ist. Belastend fordernde Patientinnen, Geringschätzung unentgeltlicher Leistungen. Und äh, natürlich ist es so, dass äh, die Allgemeinmedizin ohne Hürde, wie gesagt, ohne Ticket direkt zugänglich sein soll. Aber es ist dieses Konsumverhalten von Bürgern, Bürgerinnen natürlich auch belastend damit, es, ist belastend damit. es wird als belastend empfunden, damit umzugehen. Und hier, hier spielt schon wieder das Vertrauensverhältnis eine große Rolle. Und wenn, wenn Bürgerinnen und Bürger den Arzt, Ärztin des Vertrauens wählen können, dann wird das. Auf alle Fälle abgeschwächt. Verbesserungsbedarf ist, ist vor allem für die Zusammenarbeit mit dem Facharztbereich und im Territorium selbst angemaßt, gemahnt worden. Also im Grunde das Thema der heutigen Veranstaltung. Eine Aufwertung der Allgemeinmedizin im öffentlichen Verständnis. Also Hausärzte, Ärztinnen fühlen sich nicht, wenn man es anders ausdrückt, nicht genug wertgeschätzt. Und vor allem wird angeführt von den öffentlichen Verwaltern und auch Politik. Darauf werden wir noch zurückkommen. Eine wichtige, ein wichtiger Aspekt, mehr Mitsprache insgesamt, mehr mit Einbeziehung in Entscheidungen und da sind wir dann natürlich direkt bei der Bürokratie, weil, wie wir alle wissen, das ist ein nicht nur auf der Sanität reduziertes Phänomen. Bürokratie wird, nicht, wird meistens nicht von denen gemacht, die praktisch arbeiten. Eine Honorierung von Zusatzleistungen und hier sind vor allem schon die angesprochenen äh, instrumentaldiagnostischen Zusatzleistungen gemeint. Eine Förderung von Praxispersonal, von geschultem Praxispersonal und äh, da arbeitet man oder diese, diese Vorstellungen, die sind schon seit Jahren deponiert. Praxispersonal, Praxis, äh, das nicht nur die Bürokratie erledigt, sondern auch äh, Aufgaben übernimmt, äh, dem äh, der Hausärztin abnimmt. Da gibt es viele Modelle im Ausland, äh, wo, wo das selbstverständlich ist. Hier in Südtirol haben äh, nur circa die Hälfte eine Praxismitarbeiterin. Und die Förderung von Gemeinschaftspraxen, Teilzeit, vor allem eine, eine Vorstellung oder ein Wunsch von, von Kolleginnen. Die wichtigsten Ergebnisse der Befragungen in Innsbruck. Wir haben. 34 Prozent der Südtiroler Studierenden erreicht und 20 Prozent der Ärzte in Ausbildung. Interessant ist, dass doch viel, relativ viele grundsätzliches Interesse an der Allgemeinmedizin haben, Studierende es aber im Laufe der Ausbildungszeit vielfach verlieren und letztlich nur, sich nur sehr wenige wirklich für den Hausarztberuf entscheiden. Was sind die Gründe, Allgemeinmedizin nicht als Fach zu wählen? Eben unter den Studenten, Studentinnen geringe Möglichkeit, Instrumentaldiagnostik in der Praxis zu betreiben, zu wenig Vernetzung und Teamarbeit, interessant, zu hoher administrativer Aufwand da bieten sich natürlich die lösungen an. aber wie gesagt, eine sache ist die ebene der, der hausarztpraxen und eine andere sache ist die ebene der integrativen modelle, die über die gesprochen worden ist. und das ist ein niederschmetterndes ergebnis. also studenten würden, wenn sie hausarzt als Wählen nur 71 wurden nur 19 Prozent die Ausbildung in Südtirol machen und der Rest in Österreich und Deutschland. Und das ist genau die Realität. Wir erleben, dass äh, die Südtiroler Medizinstudenten nicht zurückkommen. Äh, höchstens 20 Prozent oder weniger, äh, die im Ausland studieren, äh, sind. Äh, in dem Ausbildungslehrgang für Allgemeinmedizin eingeschrieben. Wir kommen auf die also Gleichstellung der Ausbildung Allgemeinmedizin gegenüber den anderen Fachbereichen wäre eine, ein Lösungsansatz, aber das bietet, sich, das bietet sich ja an. Weitere Gründe, die Ausbildung, nicht in Südtirol zu machen, eben das Wichtigste, kein Anstellungsverhältnis während der Ausbildung. Und das bewirkt, dass äh, wenn, wenn jemand kein Anstellungsverhältnis hat, dann ist jemand nie, hat jemand, macht, kann jemand nicht vollwertige praktische Arbeit in Krankenhäusern machen und äh, als Lösung. Äh, haben wir auch schon oft vorgeschlagen, eine Aufwertung der Krankenhaus-Totentätigkeit. Die sind bisher überhaupt nicht honoriert. Gesetzliche Nachtdienste können im Ausland gemacht werden, in Krankenhausnachtdienste hier nicht. Warum keine Niederlassung in Südtirol? Was sagen die Jungärzte? Äh, also die Organisation des italienischen Gesundheitswesens ist für 80 Prozent ein Grund. Das ist sehr äh, schwer zu interpretieren, diese Aussage. Es kann auch sein, dass es reine Vorurteile sind. Aber es ist äh, sicherlich auch äh, so, dass äh, vielen das die Funktionsweise des Gesundheitswesens nicht so sehr bekannt ist, die limitierte Möglichkeit von Zusatzdiagnostik schon wieder, schwierige Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern, geringe Wertschätzung auch durch Politik- und Sanitätsbetrieb, Bürokratie und Administration, die gibt es sicherlich, wie wir wissen, auch anderswo. Was wollen also, was ist der Wunsch von jungen äh, Ärztinnen und Ärzten äh, für die Zukunft. Also 65 Prozent der Studenten wünschen sich für eine stärkere Förderung der Gemeinschaftspraxen, noch mehr, der, also 81 Prozent der Ärztinnen. Äh, eine, ein weiterer Vorschlag, der vielen vorschwebt, dass es möglich sein sollte, zumindest vorübergehend, in einer Praxis angestellt zu werden, in einer Haushaltspraxis. Viele scheuen sich auch vor dem unternehmerischen Risiko. Und das wäre zumindest eine Möglichkeit, um die als Übergangslösung und würde natürlich auch für die, für die Patientenversorgung einen großen Schritt bedeuten. Denken Sie, was passiert? Jemand, äh, ein Hausarzt, eine Hausärztin geht in Pension, die Patienten haben keine, keinen Arzt, keine Ärztin, es wird eine Person, es wird ein Kollege, Kollegin provisorisch beauftragt, die Patienten werden diesem zugewiesen, und bis die Stelle neu besetzt wird, wenn sie besetzt wird. Und dann geht es wieder von vorne los. Im Ausland gibt es diese Möglichkeit der Anstellung in der Praxis. Dann Allgemeinmedizin im multiprofessionellen Team, da sind wir voll im Thema. Also die Jungen wünschen sich solche, solche Strukturen, solche funktionelle Einheiten. Und was aber auch hochinteressant ist, dass sich 85 Prozent der Ärztinnen vorstellen können, sich am Land niederzulassen, auf dem Land niederzulassen. Es ist getrennt gefragt worden nach Stadt/Land, also viele äh, können sich beides vorstellen. Aber mehr von, von den Südtiroler Ärzten im Ausland könnten sich äh, häufig, also häufiger könnten sie sich vorstellen am sich am Land niederzulassen. Das heißt, es geht äh, wirklich auch darum, die Attraktivität für die Landarztstellen zu steigern. Und da sind, glaube ich, alle gefragt, auch nicht zuletzt die Gemeinden, äh, weil im Ausland sind zum Beispiel die Gemeinden sehr aktiv diesbezüglich. Was spricht für die Arbeit im Team? Austausch mit Kollegen äh, wird als motivierend äh, erlebt. Junge äh, Ärztinnen ziehen Teamarbeit und Gemeinschaftspraxen vor, wobei man, wie gesagt, hier schon klar den Unterschied machen muss, differenzieren muss, was ich am Anfang gesagt habe. Natürlich, Arbeit im Team ermöglicht, verbessert die Möglichkeiten berufsbegleitender Fortbildung, ganz wichtig. Äh, die äh, Einzelpraxis ist diesbezüglich auf alle Fälle sehr erschwerend und teilweise auch ein Risikofaktor. Forschung, Qualitätssicherung ist natürlich auch im Team viel besser vorstellbar. Ich glaube, ich bin mit der Zeit eher knapp. Deswegen komme ich zum Abschluss mit einem warmen ausblick ich denke auch die ärztinnen und ärzte für allgemeinmedizin wünschen sich sich zu verständigen und verstanden zu werden dann entsteht zuversicht hoffnung und vertrauen und ich glaube das ist eine kommunikative Aufgabe, die im Rahmen der Entwicklung dieses neuen, innovativen Prozesses auch hier die Basis sein muss. Dankeschön. Grazie dottor Engel anche per questa ultima sottolineatura sulla fiducia che fa sempre da base per un'ottima eh, collaborazione, una collaborazione che eh, avviene nel team, una collaborazione che sempre più deve essere anche multiprofessionale. Eh, I medici di medicina generale sono attivi sul territorio, anche i team infermieristici dei distretti sono attori importanti sul territorio e si stanno attrezzando a questi cambiamenti ormai da tempo. Chiamo eh, alla prossima relatrice qui sul palco, Siglinda Rottensteiner. È una persona di staff per l'assistenza territoriale presso la Direzione Tecnico Assistenziale e in particolare si occupa dell'infermieristica di famiglia e di comunità. E adesso andiamo ad ascoltarla, prego. Buongiorno a tutti. Appunto, io vi parlo di questa nuova figura dell'infermiera di famiglia e di comunità. Allora, la figura è già stata introdotta più di vent'anni fa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che appunto nel 2000 ha eh, definito l'infermiere di famiglia o di comunità come la figura che aiuta l'individuo ad adattarsi alla malattia e alla disabilità cronica. La caratteristica della sua attività è, eh, una caratteristica della sua attività è che trascorre buona parte del suo tempo a lavorare a domicilio della persona assistita e della sua famiglia e inoltre è responsabile di un gruppo predefinito delle, di famiglie. In Italia poi questa figura è stata introdotta attraverso il decreto rilancio del 2020 e successivamente dalla conferenza delle regioni che ha approvato a settembre 2020 il documento linee di indirizzo sull'infermiera di famiglia e di comunità che in mancanza delle linee guida ministeriali ha dato un forte orientamento alle ragioni eh, su questa nuova figura. E la svolta poi, eh, la grande svolta poi è venuta invece con, nel 2022 con il decreto ministro della Salute, eh, il numero 77, sugli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale, che appunto definisce eh, nuovo, questa nuova figura. Vediamo chi è l'infermiere di famiglia o di comunità: è la figura professionale di riferimento che assicura l'assistenza infermieristica ai diversi livelli di complessità in collaborazione con tutti i professionisti presenti nella comunità in cui opera. L'obiettivo qual è? è? Di raggiungere un'integrazione interdisciplinare, sanitaria e sociale dei servizi e dei professionisti ponendo al centro la persona. E una peculiarità di questa figura è che è un professionista con un forte orientamento alla gestione proattiva della salute. Quali sono le funzioni e le attività? L'intervento dell'infermiere di famiglia o di comunità si esprime a due livelli. Il primo livello appunto, è a livello individuale e familiare attraverso interventi diretti e indiretti rivolti alla persona ma anche alla sua famiglia e le persone di riferimento. Inoltre l'infermiere di famiglia o di comunità, eh, e di comunità eh, favorisce la promozione e il mantenimento della salute della persona attraverso il rafforzamento anche dell'autonomia decisionale della persona stessa e eh, grazie a un'offerta assistenziale eh, capace non solo di garantire prestazioni ma anche di identificare i bisogni ancora inespressi. L'obiettivo finale è quello di accompagnare i cittadini nel loro percorso di gestione del processo di salute e di vita facendo protagonisti proprio il paziente e la sua famiglia e portando alla luce i potenziali di cura dei singoli e delle famiglie. L'altro livello poi, eh, sul quale opera eh, l'Infermiera di Famiglie e di Comunità è a livello comunitario, con le azioni rivolte alla comunità. Eh, L'Infermiera di Famiglie e di Comunità interagisce con tutte le risorse presenti nella comunità, che va dal volontariato alle associazioni, ma anche a famiglie disponibili eh, di aiutare eh, con cittadini che si trovano temporaneamente in una situazione di fragilità. E quindi contribuisce anche a supportare la rete del welfare di comunità. Possiamo sottolineare che l'introduzione dell'infermiere di famiglia o di comunità ha l'obiettivo di rafforzare il sistema assistenziale sul territorio è finalizzato a promuovere una maggiore omogeneità e accessibilità dell'assistenza sanitaria ma anche sociosanitaria. L'azienda come ha risposto a tutto questo? L'azienda si è già attivata nel 2014 perché ha istituito un corso di specializzazione per infermieri di famiglia e di comunità in collaborazione con il Polo Universitario delle Professioni Sanitarie Claudiana e eh, questo corso di specializzazione, come vedete, ha una durata di tre anni e si basa sul curriculum proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il Family Health Nurse e Family System Nurse. È un corso che appunto nel primo anno prevede 450 ore di didattica frontale interattiva. Nel secondo e terzo anno poi la parte teorica si riduce notevolmente, in quanto è prevista anche un'attività di tirocinio di 200 ore nel secondo e anche nel terzo anno. Eh, questo corso di specializzazione è strutturato in sei moduli, dove appunto ogni modulo prevede varie discipline. Per esempio, nel modulo introduttivo, eh, una delle discipline è il diritto di famiglia, nel secondo modulo, invece, che ha come tema il lavorare con la famiglia e la comunità, eh, gli aspetti psicologici, sociali e antropologici, eh, una eh, alcune discipline sono appunto la psicologia della famiglia e della comunità, la sociologia. Il processo infermieristico della famiglia e della comunità, ma anche modelli e strumenti professionali ed organizzativi delle di famiglia e di comunità, come lo possono essere, per esempio, il palliative care o anche il chronic care. La prima edizione ha avuto luogo già nel 2014, appunto, e si è conclusa nel 2017. La seconda edizione eh, si è svolta dal 2016 al 2019, e la terza edizione eh, si conclude quest'anno, il primo dicembre, appunto. Ehm, e quindi eh, sono stati eh, fatti appunto tre, eh, corsi di, eh, tre edizioni di questo corso di specializzazione come vedete il numero previsto di infermieri è un massimo di 15 infermieri proprio perché il corso è strutturato in maniera molto interattiva e non prevede un numero elevato di partecipanti altra cosa che l'azienda ha fatto è deciso poi di implementare il concetto dell'assistenza centrata sulla famiglia in tutti i distretti sanitari e eh, come modello di riferimento ho scelto il Calgary Family Assessment and Intervention Model che è uno dei modelli che eh, riportate anche in letteratura per appunto un'assistenza centrata sulla famiglia. Per garantire poi anche un approccio uniforme, un'implementazione uniforme in tutti i distretti all'interno dell'azienda è stato poi anche elaborato un modello di aggiornamento professionale che descrive questo percorso di implementazione definendo anche chiaramente gli attori coinvolti e anche quali sono le rispettive responsabilità. L'implementazione del concetto dell'assistenza centrata sulla famiglia appunto viene realizzato attraverso gli infermieri che hanno frequentato il corso di specializzazione, quindi il corso di tre anni di specializzazione, sono questi gli infermieri di famiglia e di comunità. Il percorso stesso eh, ha una durata di due anni e appunto questi infermieri esperti svolgono sia eh, la formazione nei distretti oppure anche l'accompagnamento eh, ai colleghi stessi, quindi assumono un ruolo sia di teacher oppure anche di trainer. Mentre il teacher, colui che eh, fa la formazione, può anche provenire, provenire da un altro distretto sanitario, eh, l'infermiere esperto che invece accompagna gli infermieri nella pratica assistenziale generalmente si trova proprio all'interno del distretto e ovviamente assume un ruolo molto centrale durante l'implementazione. Eh, viene offerto un percorso formativo agli infermieri distrettuali mh, della durata di sei giornate con un complessivo di 42 ore suddivise su otto mesi, questo proprio per dare anche il tempo di trasferire poi le conoscenze apprese durante la formazione alla pratica assistenziale e i principali contenuti che vengono trattati riguardano l'assistenza centrata sulla famiglia, il Calgary Family Assessment Model come uno dei modelli di accertamento familiare, il colloquio con la famiglia, il Calgary Family Intervention Model e anche le discussioni di caso secondo la modalità di reflecting team. Questa modalità mh, rappresenta un ulteriore sviluppo della consueta discussione di caso e rappresenta un'opportunità un anche di apprendimento all'interno del team, in quanto eh, rende possibile collegare situazioni concrete alle conoscenze sia teoriche ma anche alle conoscenze basate sull'esperienza. Oltre alla formazione, viene poi anche garantito un processo di accompagnamento agli infermieri, eh, attraverso questi infermieri esperti, e questa attività di coaching, appunto, inizia dopo la terza giornata di formazione, che è il momento in cui gli infermieri iniziano a fare i colloqui familiari e viene mantenuto per tutto il percorso di implementazione. Si suddivide in coaching spontaneo e coaching programmato. Nel coaching spontaneo eh, l'infermiere esperto riflette con il singolo collaboratore ma anche eh, in piccolo gruppo sull'esperienza ehm, legata all'implementazione dell'assistenza centrata sulla famiglia e invece nel coaching programmato è previsto l'accompagnamento di ogni singolo infermiere a domicilio dove, almeno, mh, dove per almeno uno degli accessi è previsto un colloquio, eh, viene pianificato un colloquio familiare. Ovviamente la preparazione anche a questi colloqui è molto eh, importante, quindi sono importanti i momenti di briefing e debriefing. Nei momenti di briefing eh, l'infermiere esperto ehm, appunto si discutono le ipotesi, l'obiettivo del colloquio e nel debriefing eh, il debriefing rappresenta un momento anche di riflessione sull'andamento stesso del colloquio, tenendo conto sia dell'impatto che ha avuto sul paziente e sulla famiglia, ma anche tenendo conto delle proprie percezioni. Infine gli infermieri esperti eh, sostengono anche gli infermieri domiciliari nella presentazione di un, di un caso durante le discussioni di caso del, eh, con la modalità del reflecting team e fungono anche da moderatore. Qual è la situazione attuale eh, riguardo al percorso di implementazione dell'assistenza centrata sulla famiglia? Abbiamo quattro distretti, il distretto di Bassa Attesina Chiusa, Passirio e Media Valvenosta che hanno concluso il percorso di implementazione. I distretti Oltradige, Brunico e Live si trovano nel secondo anno di implementazione e i distretti Ture, Saurina, Bressanone, Ega, Sciglia, Gardena e Alta Val Venosta hanno, appunto, si trovano attualmente nel primo anno di implementazione. Un aspetto importante ehm, nell'implementazione dell'assistenza centrata sulla famiglia è comunque l'atteggiamento degli infermieri. Più eh, l'infermiere è consapevole che la famiglia eh, rappresenta una grande risorsa per l'assistenza, più è probabile che venga erogata un'assistenza centrata sulla famiglia. E quindi diventa fondamentale eh, misurare anche le percezioni degli infermieri riguardo all'importanza di coinvolgere le famiglie nell'assistenza e anche i loro atteggiamenti. E uno dei strumenti disponibili è eh, in eh, questo questionario il Family's Importance in Nursing Care, Nurses Attitudes Finkna e che appunto è stato deciso di eh, somministrarlo in, in ogni, durante ogni percorso di implementazione in tre momenti diversi, prima dell'inizio della formazione, alla fine della formazione, a distanza di un anno e poi a distanza di du due anni eh, dall'inizio della formazione. Ora vi presento eh, brevemente questo strumento e vi mh, accenno brevemente i risultati di uno studio che fa parte eh, dell'attività di ricerca che ha accompagnato il percorso di implementazione dell'assistenza centrata sulla famiglia del primo distretto, del distretto pilota della Bassa Attesina. Come vi dicevo, questo strumento, appunto, è proprio stato sviluppato per misurare questo atteggiamento. Eh, L'importanza anche che gli infermieri attribuiscono al coinvolgimento della famiglia nell'assistenza, è stato sviluppato eh, nel 2008 in Svezia, è stato poi revisionato nel 2011, composto da 26 item che si suddividono in quattro dimensioni. La prima dimensione è la famiglia come risorsa per l'assistenza infermieristica composta da 10 item. La eh, seconda dimensione riguarda la famiglia come interlocutore, composta da otto item. La terza dimensione è la famiglia come peso, eh, composta da quattro item. E l'ultima risorsa riguarda la famiglia come risorsa propria, ehm, anche questa eh, composta da quattro item. Le risposte vengono date attraverso una scala Likert, da uno che risponde per niente d'accordo a cinque che eh, corrisponde a completamente d'accordo. Come vi dicevo vi presento brevemente eh, questi risultati eh, presentandovi eh, qualche item eh, per dimensione che è stato ritenuto statisticamente significativo in quanto anche alla terza e ultima rilevazione i valori si sono mantenuti eh, molto alti. Eh, vediamo la prima eh, dimensione che, dice appunto che riguarda la famiglia come risorsa per l'assistenza infermeristica, l'item 22 dice è importante trascorrere del tempo con le famiglie. E eh, in questo studio, oltre adesso alla raccolta dei dati quantitativi con questo strumento, eh, erano stati fatti anche dei focus group eh, pre post formazione con gli infermieri. Infatti, eh, in questi focus group loro gli infermieri, hanno sottolineato l'importanza di esserci per la famiglia e la rilevanza anche di coinvolgere i familiari, in quanto sono i familiari anche che forniscono eh, molte informazioni utili che l'infermiere può eh, utilizzare nel proprio lavoro e questo facilita anche il lavoro stesso. E, ehm, nella dimensione famiglia come interlocutore ehm, riguardo all'item 6, eh, quando mi prendo in carico di un paziente invito fin dall'inizio i membri della famiglia a partecipare al colloquio, anche qui si vedono buoni risultati dove appunto il valore della media da un primo valore di 3,11 è salito a un valore di 4,37. E, eh, anche nei, eh, nei focus group gli infermieri hanno sottolineato questo risultato dicendo anche che non solo sono consapevoli dell'importanza dei colloqui ma che effettivamente questi colloqui poi vengono anche svolti nella pratica assistenziale. Riguardo alla dimensione famiglia come peso, ehm, qui appunto il risultato è migliore eh, eh, se il punteggio appunto è minore. Il punteggio. Riguardo l'item 23 la presenza dei membri della famiglia mi fa sentire sotto controllo, qui appunto si vede che il valore della media nella prima rilevazione è sceso da un punteggio di 2.47 a un punteggio di 1.53 e anche nell'ultima dimensione la famiglia come risorsa propria sono stati eh, ottenuti buoni risultati. Eh, L'item 18 dice considero i membri della famiglia come partner cooperanti. Qui il valore della media è salito da un valore di 4 a un valore di 4,53. Ehm, e nell'item 17 eh, incoraggio le famiglie a utilizzare le proprie risorse in modo da avere ottime possibilità per affrontare le situazioni da sole. Anche qui il valore della media è ehm, aumentato da un valore di 3,79 a un valore di 4,68. Durante i focus group gli infermieri hanno sottolineato che dopo il percorso formativo si sentivano maggiormente anche una risorsa per la famiglia, si sentivano maggiormente in grado di eh, sostenere la famiglia in modo che eh, potevano anche affrontare al meglio eh, una situazione di malattia o di disabilità che si è presentata. Concludendo si può dire che un percorso formativo ma anche l'accompagnamento degli infermieri migliora l'atteggiamento eh, degli infermieri stessi nel coinvolgere la famiglia nell'assistenza e questo viene anche sottolineato dalla letteratura e attraverso un approccio centrato sulla famiglia. L'infermiere assume un, un ruolo centrale, diventa una figura centrale per il paziente e la famiglia durante l'intero il il per, percorso assistenziale. E' sicuramente eh, necessario un cambio di paradigma eh, ponendo attenzione alla creazione di relazioni non gerarchiche ma collaborative con eh, le famiglie dove appunto le famiglie sono considerate esperte della situazione di convivenza con la malattia. Grazie. Also danke Sieglinde Rotensteiner. Ähm Also, è stato schön, diese Ergebnisse schon äh, kennenzulernen. Esatto, 2014 è stato già iniziato, e adesso abbiamo die ersten Evaluierungen diesbezüglich. Äh, Naturalmente, è un modello, un sehr interessante modello, che però wenig Sinn hätte, se non fosse in un sistema eingebettet. Wäre. Dunque, adesso allarghiamo lo sguardo andiamo a vedere il sistema più in generale, perché parliamo di community building e community welfare. E lo facciamo di nuovo con Valeria Tozzi, Invito eh, sul palco, prego. Rieccomi. Allora, il tema del community building è tra i temi più nuovi sui quali si sta finalmente sviluppando un dibattito su scala, su scala nazionale. Um, ho fatto una modifica rispetto al set delle mie slide nel corso della mattinata perché volevo partire da questo: allora, questa tabellona, ecco, fotografa finalmente in euro e non in dollari pesati la comparazione tra la quota parte della spesa sanitaria pubblica nei paesi dell'Unione e la quota parte della spesa privata. Allora, il primo elemento è che se guardate vediamo se, ci riesco, okay, se guardate cosa spendiamo in termini di spesa sanitaria pubblica, l'Italia spende 1921 euro a cittadino, guardiamo la Germania 4108, guardiamo la Francia 3.355, che sono i nostri principali, cioè sono i paesi con i quali ci, ci compariamo che significa che noi spendiamo, noi siamo un sistema virtuosissimo rispetto a come usa i soldi, rispetto ai risultati, significa che noi spendiamo adesso, quindi questi sono i dati 2021, 6.4 eh, punti eh, percentuali rispetto al PIL, la Germania 9.9, la Francia 9.3. Guardiamo l'altro elemento che è la spesa eh, privata volontaria. In Italia noi spendiamo 678 euro. La caratteristica della nostra spesa è che è principalmente detta out of pocket, cioè il cittadino compra sanità come va al supermercato, senza nessuna forma di intermediazione, quindi compra in autonomia. E solo poca è la spesa detta intermediata, in cui c'è qualche filtro eh, con rispetto a dove si va, cosa si compra, il senso dei processi di acquisto. Questo per noi è un tema, sentivo prima le vostre percentuali sono superiori rispetto a questo dato medio. Cosa significa? Significa che il soggetto pubblico quando inizia ad affrontare i temi della salute deve iniziare ad ampliare lo sguardo e non guardare solo a quello che si produce con, i risorsi, con le risorse pubbliche ma anche quello che il cittadino compra. Quindi l'idea di iniziare a raccogliere informazioni, orientare i processi di acquisto del cittadino diventa un tema, perché l'osservazione della spesa privata su scala internazionale ci mette sotto gli occhi il fatto che non è vero che se i sistemi sanitari funzionano i cittadini privatamente spendono meno. Chi compra tanta salute la compra sia dal soggetto pubblico che dal soggetto privato. Questo perché sono spese direttamente legate al PIL. Se io posso spendere esattamente come compro la Tesla di cui si parlava prima, voglio comprare anche più, più sanità. Quindi, iniziare a guardare cosa i cittadini comprano da soli per orientare i loro comportamenti, perché queste sono risorse che sono nel sistema, dovrebbero produrre valore. Se andiamo a vedere dentro tutte quell que que quelle prestazioni che vengono comprate e se avessimo la possibilità di comparare quello che viene erogato dal soggetto pubblico con quello che il cittadino compra da solo, lì dentro vedremmo tante cose che sono duplicate. Quindi iniziare a capire cosa compra da solo per evitare di produrre nel sistema pubblico e costruire queste sinergie questo è questo un elemento. La terza gamba per la sostenibilità, oltre ad orientare il cittadino nei processi di acquisto auto pocket, è quello di lavorare sul fatto che le comunità imparano a curarsi. Esattamente quello che avete sentito nell'intervento precedente con il ruolo degli infermieri che riescono ad entrare nelle famiglie, a sostenere le famiglie, la famiglia è una comunità locale che se impara a gestire, pensate all'anziano, i bisogni di quell'anziano rimangono all'interno della famiglia e non diventano una domanda per il sistema. Questo è un esempio di come le comunità hanno bisogno a di essere riconosciute, perché ci sono una serie di circuiti sociali impliciti, non riconosciuti, hanno bisogno di alcuni supporti anche di comunicazione perché quello che fanno possa produrre valore per il sistema salute in generale. Andrò velocemente rispetto a questi temi, rispetto a questa scaletta segnalandovi come... Il focus del mio intervento è più sulla filosofia del community building perché è difficile modellizzare gli interventi sulle comunità, perché le comunità sono tra di loro molto differenti. C'è bisogno di capitale sociale perché le comunità imparino a, a curarsi ed integrare. A seconda del capitale sociale che c'è è possibile strutturare progettualità tra di loro differenti. Abbiamo bisogno di fare community building anche per un altro motivo, non solo rispetto alla sostenibilità che vi raccontavo in apertura, ma anche perché la motivazione principale perché i sistemi beverage esistono, quindi che non sono a mercato, è il fatto di eh, creare condizioni eh, di equità. E di fare tenuta e coesione sociale. Perché se salta il tema della coesione sociale, dell'equità e ciascuno pensa che ha dei diritti individuali che può gestire come preferisce, il modello assicurativo vince. Perché quello che metto, come dire, nel paniere compro. Ecco perché in questa fase storica, in cui sappiamo che la spesa sanitaria pubblica non crescerà. Le previsioni, il nuovo documento di programmazione economico-finanziaria ce l'abbiamo, sul 2025 si parla di 6.1%, quindi meno di quello che abbiamo adesso. Abbiamo per forza bisogno di trovare delle modalità diverse rispetto al passato per gestire quella sostenibilità, usando quello che naturalmente il cittadino compra e integrandolo con quello che fa il soggetto pubblico, ma anche lavorando sulle comunità perché le comunità sviluppino dei progetti di reciprocità, di autoaiuto, di mutualità, perché molto del, del tema del community building è legato proprio a questo capitale sociale che esiste per fortuna nel, nel territorio. Questo lavoro l'abbiamo fatto diciamo, anche con altre istituzioni, ehm, è stato un lavoro che ha osservato, perché implicitamente noi abbiamo già tante esperienze di community building. Spesso però non fanno sistema, sono esperienze spontanee nate perché c'è un'associazione particolarmente forte, perché c'è una comunità di professionisti, perché c'è un direttore di distretto particolarmente illuminato capace di fare certe cose. Il tema è passare dalla spontaneità al sistema, cioè fare in modo che nasca una cultura, un modello manageriale sul community building. Queste sono le realtà che abbiamo osservato e che abbiamo messo a confronto anche con alcune esperienze strutturate di community building che si sviluppano all'estero, quindi abbiamo osservato anche altri casi a livello internazionale. Che cosa significa community building? <coughs> significa lavorare su un concetto molto base, cioè che tutte le modalità di prevenzione, di intervento sanitario, prima di essere intervento sul singolo, sono interventi sulle comunità. Quando si ammala una persona non si ammala solo il singolo, si ammalano i gruppi. E quindi gli interventi sulle comunità di riferimento sono il sale, sono la prospettiva di lavoro di chiunque si occupi di eh, community building. Il tema è costruire dei modelli strutturati di intervento, non solo spontaneistici ma organizzati. Questo interroga molto la funzione della direzione di distretto che tradizionalmente per conto delle aziende sanitarie si è occupata della relazione con i soggetti locali, pensate ai vari comitati con gli enti locali eccetera. Ecco, quello è una delle chiavi di volta per iniziare a strutturare dei progetti di comunità sapendo che territorio per territorio esistono, comprensorio per comprensorio, esistono delle forze diverse che possono essere messe a valore per la comunità di riferimento. C'è anche una letteratura molto ricca rispetto alle logiche di community building, perché per noi è naturale che abbiamo un sistema universalistico, però il tema del community building è fortissimo in quei sistemi che sono a mercato, che hanno bisogno di trovare delle risorse che il soggetto pubblico, che le istituzioni non organizzano, perché si devono dar da fare da soli. E questo ha fatto nascere una serie di contributi in letteratura molto differenziati rispetto al ruolo che viene chiesto alla comunità, cioè se si asseconda l'innovazione della comunità, se c'è una comunità capace di fare delle proposte, o se invece è il soggetto pubblico che stimola queste proposte in capo al terzo settore, in capo alle, alle famiglie eccetera. E anche con lo scopo, cambia la prospettiva rispetto allo scopo, qual è lo scopo? Lo scopo è quello di avere una validazione delle politiche pubbliche rispetto al consenso dei territori o quello di valorizzare i fabbisogni dei territori attuali attraverso degli strumenti di community building che poi le pubbliche amministrazioni fanno, fanno proprie. All'interno di, di questo percorso di ricerca siamo arrivati anche con alcuni soggetti internazionali, abbiamo collaborato con l'Università di Leeds, ehm, alla definizione, ecco, un po' più ampia perché vi farò vedere tra un attimo, sono moltissime, ecco, se si va a guardare la letteratura sono moltissime le declinazioni operative, si parla di community participation, quando le decisioni che fa il soggetto pubblico vengono condivise attraverso modelli assicurativi assembleari con la comunità per esempio si parla di community development quando bisogna sviluppare un nuovo modello di servizio il modello di servizio viene condiviso con i soggetti pensiamo al terzo settore che nei territori. Si parla di community organization, sono tantissime di definizioni e per questo motivo ci è sembrato opportuno come dire, raggrupparle in una casomai un po' più lasca ma che cogliesse come dire, il cuore di tutti gli interventi che hanno a che fare con le comunità. E guardate che il tema è quello di raggiungere outcome sanitari e sociali lavorando sull'autosostegno dei gruppi sociali promuovendo le forme di aggregazione e facendo in modo che si sviluppino mappe cognitive, comportamenti, lavorare su quei preconcetti che esistono nelle comunità. Ecco, è un lavoro molto lungo che non produce risultati immediati, non funzionano i progetti di community building con una modalità on-off. Oggi li faccio e dopodomani ho risultati, ma oggi li avvio e ho bisogno di una settimana almeno per avere risultati, perché si lavora proprio sui processi di orientamento che i singoli hanno e le famiglie hanno rispetto alla Gestione dei singoli fabbisogni di, eh, di salute nei territori. <ride> Ho cercato questa definizione perché questa è quella sulla quale abbiamo visto che le esperienze sul campo, come dire, rispettavano principalmente questi elementi. Le prospettive di community building prevedono la relazione tra attori diversi, alcuni pubblici, altri privati, alcuni organizzati, altri spontanei, delle regole. Per esempio, se si organizza un servizio complementare attraverso l'associazionismo dei pazienti, abbiamo bisogno che ci siano delle regole rispetto a questa operazione, perché il servizio poi necessita di avere una sua continuità. E quindi abbiamo bisogno di costruire delle regole condivise rispetto a questo, ma anche delle logiche di azione. Eh, si può pensare a delle forme di compartecipazione da parte del cittadino, per esempio, piuttosto che il cittadino paghi in autonomia, ci possono essere dei meccanismi che aiutano il soggetto privato, però all'interno di una logica pubblica. Ecco, questi tre elementi, quindi definire chiaramente chi sono gli attori, quali sono le regole della collaborazione e le logiche, quindi come si accede al servizio, Ecco, sono i tre elementi che caratterizzano gran parte dei progetti di community building che sono stati costruiti anche in altri paesi. Questi sono i principali passaggi che i progetti di community building prevedono. Rafforzare le comunità in modo listico. spesso le micro comunità non si conoscono, quindi rendere visibile la mappa delle reti sociali è un primo elemento. Costruire capacità relazionali, eh, far parlare la rete dei giovani con la rete degli anziani, per esempio, quindi non solo ma parla ma anche costruire dei momenti di contatto. Eh, costruire una rappresentazione di che cos'è la salute in determinato territorio, quindi far conoscere a tutti. Quali sono gli elementi di forza e quali sono gli elementi di debolezza del modello di offerta? Eh, condividere il tema delle minoranze, abbattere i processi di isolamento, ecco, l'isolamento nella gestione degli anziani nei vari masi, fare in modo che non sia un problema della singola comunità ma che venga condiviso ecco, su scala un po', un po' più ampia. Adattare i programmi alle condizioni sociali. Ecco, prima si parlava di percorsi. A fronte dello stesso PDTA le modalità erogative possono cambiare territorio per territorio perché a fronte dello stesso problema di bisogno ci sono delle comunità che vivono più vicine agli ospedali, più vicine alle strutture d'offerta ed altre più lontane. Quindi questo processo adattivo spesso non può essere definito tutto ex ante ma deve essere fatto in itinere e quindi c'è bisogno di qualcuno che avvii questi processi di adattamento e questa è un'attività tipica del community building. E poi sviluppare anche dei meccanismi di responsabilità proprio rispetto a quel tema della definizione degli attori, delle regole e delle logiche nelle forme di, di collaborazione. Questo l'ho già fatto vedere, vado al nocciolo della, della questione. Community building significa sostanzialmente lavorare su queste due macro aree, anche se le etichette, come vi ho fatto vedere, possono essere molto differenti. Gli interventi sul cosiddetto welfare d'iniziativa e il lavoro con le reti sociali. Per gli interventi di welfare di iniziativa, abbiamo recuperato questo framework della letteratura che ci permette di dire: in primo luogo, identifichiamo quali sono i target, su chi vogliamo lavorare nei diversi contesti a seconda delle urgenze, delle criticità dei contesti locali, sui disabili, sui minori, sui malati terminali. Identifichiamo un target. Proviamo a capire come andare, cioè rispetto ai servizi che già esistono, come andare verso, perché spesso si tratta di pazienti che non vengono intercettati dal sistema, che fanno fatica a navigare la rete dei servizi. Diamoci degli obiettivi precisi, proviamo anche a misurarli per poi capire se il progetto ha avuto un esito positivo o meno. Lavoriamo rispetto a processi che devono essere avviati, in alcuni casi può essere l'accesso ad alcuni servizi, in altri casi prima si parlava di aderenza rispetto ai percorsi. L'aderenza ai percorsi delle corti fragili e comorbide è un'aderenza che deve essere sostenuta in modo differente rispetto al paziente che è incluso in un contesto sociale, casomai ricco e vicino alla rete d'offerta. E in ultima istanza, come dire, costruiamo degli strumenti per rendere quel modello sperimentato un modello che fa sistema, che va avanti in autonomia. Lavorare sulle reti sociali è l'altro grande elemento, quindi vi diciamo, proviamo a mapparle. Spesso se andiamo nei distretti sociosanitari e chiediamo ma quali sono le reti sociali più forti o più deboli in questo contesto, c'è un'idea di massima. Immaginate che cosa significa mappare le reti sociali per capire quanta gente partecipa a quella rete sociale, cosa quella rete sociale sviluppa. Vedere se ci sono degli scambi, perché le comunità più sono fragili... Più le microreti sociali si parlano, perché i bisogni vengono naturalmente socializzati, se uno non trova risposta da solo chiede aiuto, questo è fisiologia. Quindi le reti sociali sviluppano naturalmente delle forme di interdipendenza tra di loro, capire quelle che sono già attivate e quelle che bisogna invece sviluppare, questo è un punto di partenza per lavorare su quest'area. Valorizzare queste interdipendenze, creare strumenti che le rafforzano fino a fare in modo che ci siano degli incentivi perché, come dire, la densità di questi scambi tra le reti sociali possa migliorare. Abbiamo bisogno di fare community building per una serie di ragioni: sono partite da quelle economiche, ma anche quelle più legate alla. La struttura della popolazione è molto chiara, veniva detto già in apertura. Guardate come tra il 2019 e il 2039 ballano 5 milioni che si spostano dagli, dalla fascia 15-64 agli over 65 anni. Abbiamo bisogno perché la quota non solo dei monopatologici, ma dei pluripatologici sta diventando sempre maggiore, si diventa cronici sempre, sempre prima. E poi, questo è l'altro elemento, vedete come la struttura sociale sta modificando. Guardate che questi dati che arrivano da Istat ci raccontano dei fenomeni che ormai sono già del passato. Noi abbiamo una quota parte di nuclei familiari composti, parlo su scala nazionale, da persone singole monogenito o monogenitoriali che eh, raggiunge oltre il 50% dei nuclei, quindi noi abbiamo bisogno di andare verso sia con logiche di welfare d'iniziativa che con logiche di reti sociali. C'è il tema della sharing economy, quindi ormai tutti abbiamo imparato, come dire, a usare piattaforme. Ci sono tanti meccanismi che tracciano dove poter andare a cercare aiuto attraverso questi strumenti. In Olanda c'è un sistema straordinario che censisce nei diversi contesti se tu hai un bisogno a chi, chiedere, a chi puoi chiedere aiuto e lo fanno attraverso una piattaforma. Quindi il modello della sharing economy può essere una suggestione per andare in. In questa direzione. Scorro velocemente quali potrebbero essere gli interventi che si possono sviluppare a cavallo tra le iniziative sanitarie in senso stretto, ma anche quelle socio sociosanitarie. Sull'aspettativa di vita, sulla gestione della spesa sanitaria, sappiamo che è direttamente corregata all'età. Per esempio fare welfare d'iniziativa per fare in modo che i comportamenti siano aderenti rispetto ai percorsi può essere una, una chiave di volta, così come la sensibilizzazione della comunità rispetto alla compliance, rispetto alle scelte terapeutiche e diagnostiche che vengono prospettate, fino a quelle che vanno quindi all'integrazione con il socio sanitario. È possibile avere dei modelli di management sul community building, perché ribadisco, non è che queste iniziative non esistono, anche se guardate nei vostri territori esistono, il tema è che sono parcellizzate e non fanno sistema per fare in modo che da singole spontanee diventino sistema uh, occorre che vengano gestite e i modelli di gestione sono quelli tradizionali ho bisogno di definire logiche strumenti e processi di analisi del bisogno la definizione di alcune priorità non posso partire da subito su tutto devo capire chi si occupa della governance delle reti ecco la soluzione più spesso usata in italia è quella di far perno sulle direzioni di stretto si può fare strategia sulle logiche Logiche di community building: si può misurare cosa è cambiato rispetto alle logiche, eh, quello che c'era prima dell'introduzione del community building, e si può fare addirittura programmazione e controllo rispetto a funzionato o non ha funzionato, è più adatto un modello o un altro rispetto alle caratteristiche del, del territorio. Scorro velocemente solo. Il primo punto, a quale target, eh, quali sono le reti e eh, quali alleanze si possono costruire, ci si deve dare delle priorità. Quindi bisogna definire quali sono i target degli interventi di community building nei, nei diversi territori. Lavoriamo sulle malattie croniche mono o pluripatologiche, lavoriamo su chi soffre di quelle malattie ma in uno stato di solitudine, di frammentazione sociale, quello può essere un target tipico del, del lavoro sul community building. Quali sono le reti presenti nel territorio? Questo è un esempio, le reti di vicinato. Le reti che hanno a che fare con eh, il fatto di afferire ad un'associazione pazienti che condivide la stessa patologia, eh, chi è iscritto, chi frequenta sempre gli stessi luoghi, eh, in Inghilterra lo hanno costruito dei modelli di community building sull'aggregazione che fanno i pub. Tanto per dirvi come capire dove va la gente, capire quali possono essere i modelli di autoaiuto e di supporto sono un elemento cruciale. E per lavorare sulle reti, ci sono tantissime strategie per rendere le reti tra di loro connesse. Io posso, come dire, mettere in connessione due reti, posso ampliare la rete stessa, che è quella che ha detto il bonding. Cioè, se so, io so che c'è un nucleo di anziani che riesce a gestire la, soli, la propria solitudine attraverso giocare a bocce o vedersi al bar. Se quello diventa una rete più ampia, significa che quello strumento può produrre degli effetti su una comunità più ampia, questo è un modello di bonding. Io posso anche eh, collegare due reti. Per esempio, la rete che riguarda gli anziani fragili con la rete che riguarda eh, i bambini. Ci sono molte iniziative in cui per esempio nelle RSA si portano i bambini o i giovani. Ecco, questo è un esempio in cui noi facciamo bridging, mettiamo insieme due reti che producono degli effetti reciproci. Quando mettiamo insieme molte più reti, quindi significa che c'è un grandissimo capitale sociale nei territori, si parla di linking o mixing. Quindi ci sono anche come dire, approcci, strategie tra di loro differenti e anche obiettivi. Eh, le istituzioni pubbliche possono posizionarsi in modo diverso rispetto a come avviare. A seconda di cosa? A seconda del capitale sociale, basso capitale sociale, alto capitale sociale, se ho eh, scarse risorse istituzionali o se ho fatto per esempio un lavoro su alcuni soggetti che possono diventare promotori del community building. Prima si parlava dell'infermiere di famiglia e di comunità. Parto da un solo territorio con il modello sperimentale, se ho basso capitale sociale e scarse energie, oh, piuttosto che vado con una strategia molto diffusa su tutti i territori usando delle risorse che sono state formate se invece ho alto capitale e delle risorse da mettere in campo. Ecco, questi sono degli esempi rispetto a come è possibile sviluppare modelli di community building. Chiudo dicendo che abbiamo raccolto in sito tutte queste esperienze in Italia ma anche quelle internazionali per evitare, come dire, che chi si vuole incamminare in questo percorso, come dire, pesti l'acqua calda, come si dice in Lombardia, cioè parta da zero, quindi si possono recuperare delle altre esperienze. C'è un catalogo proprio di queste esperienze all'interno del, del CERGAS con 80 iniziative che e open access quindi a disposizione di tutti per partire in caso mai da quello che ha fatto qualcun altro rimodellandoselo addosso. Grazie mille. Grazie alla professoressa Tozzi eh, della Bocconi School of Management per questa relazione ricca di dati ma anche arricchita appunto di riflessioni che eh, ci portano ancora più dentro il tema della nostra eh, giornata. Eh, qualcuno chiedeva delle slide se saranno poi inviate. In realtà tutto questo convegno viene ripreso, viene trasmesso in streaming in diretta, ma sarà poi disponibile su tutte le piattaforme dell'azienda sanitaria e quindi avrete modo di riguardare le slide se volete addirittura di riascoltare tutte le relazioni eh, che avete ascoltato in questa giornata. Bene, facciamo un ulteriore passo avanti l'ultimo prima della pausa pranzo con il dottor Franco Perino, medico dermatologo, che ci parlerà del mondo del volontariato e delle associazioni dei pazienti e lascio a lui anche il compito di spiegarci come mai un medico dermatologo ci parla di un tema di questo genere. Prego. Beh, salve a tutti, ciao a tutti. Grazie Maurizio, grazie Angriman che mi avete invitato. Perché adesso mi occupo di volontariato, una storia lunga, ma io sono andato in pensione con la quota 100 per fare altro. Poi è arrivato il Covid, mi ha un po' bloccato, però piano piano sto trovando i miei spazi, ma non vi racconto perché sarebbe una storia lunga, anche perché non voglio togliervi spazio per il pranzo, insomma. Io credo che nella nostra provincia, per quella che è la mia esperienza, la sanità funziona bene. Abbiamo un servizio sanitario che funziona, che dà molte risposte ai bisogni della popolazione, ai bisogni di salute. Abbiamo diversi ospedali, abbiamo i distretti, le residenze anziane gli ambulatori dei medici di medicina generale, le infermiere di famiglia e tantissime altre cose, strutture anche private. Però se voi guardate questi rettangoli vedete che c'è un grande spazio bianco intorno. Questo spazio bianco è rappresentato da dei bisogni di salute che la struttura sanitaria, che la sanità non riesce a soddisfare. Ed è qua che entra il volontariato. Il volontariato quindi non ha il compito di sostituirsi a quello che dovrebbe fare la sanità pubblica, ma deve semplicemente integrare quello che la sanità non riesce a intercettare o comunque non riesce a soddisfare. In Italia il volontariato riguarda circa il 9% della popolazione, significa che circa 5, ,5 milioni e mezzo di persone si occupano di volontariato. Nel nord-est è il 16%. È in provincia di Bolzano e di Trento, ed è del 21,8. Se traduciamo questi numeri, significa che in Alto Adige una persona su cinque fa il volontariato e significa circa 100.000 persone che si occupano di volontariato, tantissime persone se ci pensate. Queste persone spesso sono all'interno di eh, associazioni. Sono registrate in provincia circa 3.500 associazioni di volontariato, sono numeri grandi. C'è un volontariato che io chiamo sanitario, cioè un volontariato costituito da persone che eh, offrono proprio come delle prestazioni sanitarie, tipo la Croce Bianca, tipo la Croce Rossa, non vi devo descrivere cosa fanno. C'è ad esempio il papavero Dermon, che si occupa di assistenza alle persone nelle cuore palliative Linde. C'è ad esempio l'Avuls, che si occupa di assistenza nelle residenze anziane. C'è la Lega Tumori, che si occupa di prevenzione. C'è la Caritas che si occupa di situazioni di marginalità a 360 gradi, con tutte le sue associazioni interne. È importante secondo me, comunque, che le associazioni di volontariato si coordinino bene tra di loro, altrimenti rischiano di sovrapporsi e di fare la stessa cosa, e questo non va bene. Se invece si riesce a collaborare, significa instaurare delle sinergie che sono utili intanto agli utenti. Il volontario in ambito sanitario ha una grande responsabilità perché ha a che fare con le persone, quindi è necessario che abbia una buona formazione di base, che segua regolari aggiornamenti e che sia anche supervisionato. Allora abbiamo un volontario serio che fa bene il suo lavoro, non è solamente lavorare con il cuore e basta, quello non basta. Poi ci sono le associazioni dei pazienti, queste si occupano anche di sanità in qualche maniera ma sono rivolte più alle persone che ne fanno parte, quindi i pazienti e i loro familiari. Io ne ho elencate alcune, le potete vedere, ma scoriamole, le conoscete meglio di me. Perché si forma un'associazione di pazienti? Intanto perché l'unione fa la forza. A volte i pazienti hanno la sensazione che eh, non vengano riconosciuti abbastanza i loro diritti, allora mettiamoci insieme e facciamo valere i nostri diritti. È successo in passato, ad esempio, che su pressione dell'associazione dei pazienti, magari insieme anche ai medici, siano stati introdotti delle esenzioni ticket che prima non c'erano, sono stati introdotti dei farmaci che erano utili, ma il sistema sanitario non li aveva previsti, sono state introdotte delle prestazioni e altri tipi di agevolazione. Le associazioni dei pazienti sono un punto di riferimento. Ci sono i medici di base che danno informazioni, ci sono gli uffici della. Eh, sanitari, ci sono gli uffici della provincia. però nelle associazioni spesso si trovano informazioni date da persone che ci sono già passate, che sanno come compilare un modulo, che sanno dove indirizzarlo. Contraddico un po' il professore radiologo, ma eh, secondo me chi non è nato digitale ha difficoltà. Ne parlavo prima con una mia collega che diventa matta con certi moduli. Voglio vedervi andare a cercare certi moduli in internet se non siete abituati a compilarli e mandarli. È veramente complicato. In queste associazioni si dà un aiuto pratico anche in questi casi. Sostegno psicologico, fondamentale. Già solo il fatto di sapere di non essere l'unico al mondo ad avere questa malattia fa bene alla salute. Poi poter passare in queste sedi dove si possono fare due chiacchiere con qualcuno che ti capisce perché è la tua malattia. Poi spesso ci sono anche gruppi di automoto aiuto e sostegni psicologici. Perché è importante? Perché una malattia cronica non si accetta. La malattia cronica boh, richiede un adattamento e allora ad esempio vedete che nel 2011 l'OMS ha definito la salute come la capacità di adattamento, di autogestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche e emotive. Cioè io posso avere una buona qualità di vita anche se è una malattia cronica, se riesco a trovare in qualche maniera una forma di adattamento, allora posso essere, posso essere felice ugualmente e avere una buona qualità di vita. Poi organizzano anche diversi eventi invitando magari a relatori a scopo informativo, sia per i propri associati, queste, queste strutture, sia per le persone diciamo, che non conoscono queste malattie, quindi si tratta di fare anche un po' di prevenzione. Una cosa che ci terrei moltissimo a sottolineare proprio in questa giornata dove vengono lanciati tanti idee, tanti progetti, è questa. Le persone, eh, i pazienti sono delle persone esperte, esperte per esperienza non perché hanno sentito parlare di questa malattia o perché l'hanno letta sui libri, ma perché ce l'hanno, perché vivono tutti i giorni con questo problema. Se io ad esempio voglio mettere in piedi una struttura, un servizio per questi pazienti, la cosa più saggia che posso chiedere è chiedere a loro cosa vorrebbero, come vedrebbero la situazione. Loro sanno com'è fatta una sala di aspetto, perché ci devono andare spesso in quella sala di attesa se le sedie sono comode, se l'illuminazione è buona, come sono le toilette, se gli orari, ad esempio, di quegli ambulatori sono adeguati, com'è il rapporto con gli amministrativi che fanno l'accettazione, con i medici e così via. Basta chiedere e loro dicono. Però se mettiamo in piedi queste strutture sarebbe interessante chiedere anche a chi ci lavora, gli operatori sanitari, che non sono solo i medici, sono anche gli infermieri, gli amministrativi, le donne delle pulizie. Certi pavimenti forse non sono i migliori. Io chiederei ad una donna che li deve pulire cosa sceglierebbe, sinceramente. E allora si potrebbero mettere insieme queste due prospettive. Naturalmente occorrono i soldi. Allora coinvolgiamo giustamente anche i politici e gli amministrativi, perché ci devono dire quante risorse ci sono poi a disposizione. Credo che se mettessimo insieme queste tre prospettive, parlando, condividendo le cose, Riusciremo allora davvero a mettere in piedi delle strutture sanitarie centrate sulla persona, con minori conflittualità e maggiori soddisfazioni da parte di tutti e un certo risparmio, secondo me, perché allora le cose veramente funzionerebbero e sarebbero centrate sulla persona. Quindi c'è un volontariato sanitario, Croce Rossa, Croce Bianca, Papavero, eccetera. Ci sono le associazioni dei pazienti. Però c'è un volontariato che si occupa di tantissime altre cose, sport, cultura, ambiente, tutte queste altre cose qua. E anche queste promuovono la salute. Perché la salute dipende da tante cose, questi sono i determinanti della salute. Se io, ad esempio, ho una cultura migliore, conosco meglio i servizi e ho maggior accesso, ad esempio, a utilizzarli, so cos'è la prevenzione e posso mettere in atto. Se un'associazione mi promuove lo sport, ma va benissimo perché è una malattia cronica, perché è diabetico, obeso, iperteso, bla bla bla. Quindi, tutto quello che fa il volontariato va nella direzione di promuovere la salute. Sono Pignolo. Torniamo un attimo a questa diapositiva. C'è ancora dello spazio bianco qua. Sono dei bisogni di salute che né il volontariato, né la struttura sanitaria riesce a identificare. Però c'è qualcuno che le identifica. Voi vedete che c'è una piccola rete di sottofondo, molto leggera, molto sottile, che si vede a malapena. È la rete sociale di cui questa mattina abbiamo parlato diverse volte. Sono io che aiuto il mio familiare che non sta bene, che aiuto il mio vicino di casa, una persona del quartiere che non sta bene, uno sconosciuto e così via. È la rete sociale. Sembrava che ci fossimo messi d'accordo. Poi chiaramente ci sono ancora dei rettangolini bianchi. Ci sono persone che vivono in un stato di marginalità che non vengono raggiunte neanche dalla rete sociale. Può essere il vecchietto che abita nel Maso, può essere quello che vive sotto un ponte. Ci sono queste isole ancora. Mi piace quello che ha detto Sini, perché parliamo anche un po' di questa pandemia. Forse nei momenti della pandemia c'è stata una rete sociale che si è un po' rafforzata. Io voglio vederla anche così. Mi sono arrivati questi messaggi. Penso ancora alla spesa sospesa a Napoli. E Sini diceva che la pandemia dovrebbe insegnarlo a tutti. Il mio interesse è che tu stia bene, che tu sia abbastanza soddisfatto e felice, perché la tua eventuale malattia diventa, prima o poi, un problema anche per me. Se la pandemia ci insegna questo, non sarà accaduto in vano. Io voglio sottolineare soprattutto questo aspetto: il tuo benessere diventa anche il mio. Se io aiuto te a star meglio, ma l'avete già detto stamattina, altri relatori, il tuo benessere diventa anche il mio quindi servizio sanitario, volontariato, rete sociale, tutti concorrono a promuovere il benessere bio, psico, socio-spirituale della persona. Però dobbiamo ricordarci che la base di tutto questo ci sono due valori importanti, l'altruismo e la solidarietà. Senza di questi non andiamo da nessuna parte. E questi non si comprano al supermercato, ma possono essere ad esempio implementati, promossi, insegnati all'interno delle famiglie e all'interno della scuola. E credo che dovrebbe essere anche questa diciamo, la direzione in cui andiamo. E voglio finire con questa frase di Seneca: che nessuno può vivere felice se bada solo a se stesso. Se volge tutto al proprio utile. Devi vivere per il prossimo se puoi vivere per te. Grazie buon appetito. Mille grazie per questo accenno ai valori di fondo. Soziales Netzwerk als Basis für alles, worüber wir heute geredet haben. Es ist Zeit für die Mittagspause jetzt. Wir haben im Foyer die Mittagspause vorgesehen und wir sehen uns wieder hier um halb drei. Bitte die Unterschriften auch fürs Nachmittag. Guten Appetit. Buon Appetito. Bene, torniamo dunque a parlare di PNRR, torniamo a, a immergerci in questa tematica nuova, quanto mai avvincente perché ci fa guardare al futuro, il futuro che sarà quello di tutti noi che vivremo sia da eh, operatori della sanità ma anche da cittadini, quindi che di, tutte queste, di tutti questi servizi faranno uso probabilmente. Bello poter contribuire a allestire ciò che... Useremo poi, forse, un giorno. Abbiamo parlato questa mattina degli strumenti di questo piano nazionale, abbiamo parlato degli attori che eh, si muovono in questo scenario e che eh, in parte sono chiamati a ridefinire la propria funzione, anche le proprie competenze in alcuni casi. Abbiamo parlato di come eh, sia più che mai necessario lavorare in rete, di come questa rete già esista in buona parte, vada, come dire, eh, oliata, vada fatta manutenzione in alcuni punti e in altri punti vada addirittura inventata, costruita, community building, costruire comunità perché è nella comunità che poi tutto questo può eh, funzionare e avere il maggiore impatto possibile sul benessere delle persone. Ora facciamo un passo ulteriore e decisamente guardiamo al futuro. Guardiamo al futuro perché questo PNRR porta con sé moltissime opportunità, moltissime sfide che vanno colte e eh, dobbiamo farne il meglio possibile di queste sfide. C'è chi ha già cominciato in tutto questo. E la prima relatrice appunto ci darà un quadro di quello che potrebbe essere anche il nostro di futuro perché ci parlerà proprio di un'esperienza di attivazione delle risorse del PNRR. Si tratta di Silvia Bellucci, e viene dalla regione toscana dove è responsabile innovazione, formazione e ricerca e lean management. Quindi immediatamente diamo a lei la parola. Benvenuta. Bene, permettetevi innanzitutto di ringraziarvi perché per me è un onore essere qui oggi, e è un onore parlare di quello che abbiamo fatto noi in Toscana, è un onore visitare la vostra città e venire in contatto con quelle che sono le vostre organizzazioni. Quindi grazie agli organizzatori, grazie alla dottoressa Siller e spero di non farvi dormire troppo nel dopo pranzo. Okay. Allora, eh, nella relazione che ho preparato, che è di molte slide, ma state tranquilli, le passerò velocemente, eh, vorrei cominciare riallacciandomi a quello che ha detto il relatore che mi ha proceduto prima della pausa pranzo, eh, che parlava appunto del coinvolgimento del volontariato, ma che ha anche fatto delle riflessioni su quello che è il concetto di salute e su dove vogliamo andare. Per mantenere la salute e per sostenere il nostro sistema sanitario. Non si può più eh, parlare di salute soltanto come clinica, soltanto come cura, ma dobbiamo parlare di salute anche come prendersi cura di tutto quello che è il bisogno della nostra comunità e quindi creare reti e community building. Per cui eh, per creare servizi, quindi nel vostro caso in cui avete iniziato a costruire e nel nostro in cui avevamo già iniziato ma guardate non c'è niente scritto nella pietra continuamente noi dobbiamo rinnovarci perché altrimenti gli altri vanno avanti e si rimane fermi per costruire nuovi servizi per crearli abbiamo bisogno di capire bene quali sono i bisogni e per capire bene quali sono i bisogni, noi abbiamo degli strumenti. Gli strumenti sono tutti i dati epidemiologici no? che riguardano la cronicità, i tassi di invecchiamento, eh, la eh, prevalenza di patologie croniche. Eh, Qui abbiamo un quadro di quello che è a livello italiano, di quello che è a livello toscano. Vedete bene che in toscana la patologia cronica, io credo che sia una delle regioni che ha un indice di invecchiamento più alto e eh, tutta una serie di indicazioni che ci vengono date dagli studi eh, che vengono fatti di tipo epidemiologico che ci danno la fotografia eh, della salute della nostra popolazione. Ma oltre alla salute fisica, dobbiamo parlare anche di salute mentale, e quindi, nella costruzione di servizi, partendo dal problema della cronicità, dobbiamo avere un approccio di tipo multidisciplinare che ci consenta, lavorando in modalità integrata, di andare poi a dare come prodotto finale un qualcosa che sia veramente utile non che sia soltanto eh, un esercizio di stile bello da vedere. E ritornando al PNRR, abbiamo sicuramente visto che eh, una delle, delle cose più importanti sulle quali si vuole mettere l'attenzione è la forma di erogazione eh, di salute eh, fuori dall'ospedale, no? utilizzare l'ospedale soltanto per eh, l'acuzie e andare a lavorare su un modello che eh, in qualche modo ci permetta di dare luogo a una risposta di salute a casa propria. E qui questo, questa similitudine del termine casa propria, casa della salute, casa della comunità ehm, ci è utile perché è proprio quello che noi eh, crediamo poi alla fine che sia la soluzione per consentire al nostro sistema. Eh, pubblico universalistico di essere sostenuto e anche perché abbiamo visto poi che l'ospedale non è così sano sotto tutti i punti di vista in quanto ci sono comunque tutta una serie di problemi dovuti all'ospedalizzazione che noi tenendo le persone a casa possiamo evitare quindi eh, noi abbiamo rivisto il modello di salute a casa, quindi casa della salute, utilizzando proprio la formula organizzativa del distretto come una cabina di regia strutturata, dove eh, vedete ci sono tutta una serie di risposte, sia alla dimensione clinica che alla dimensione organizzativa, che vanno a eh, interessare i nostri assistiti sotto eh, tutti gli aspetti. E eh, perdonatemi, ma vi riporto un po' quello che è l'allegoria del buon governo, che è un quadro famoso eh, che si trova assieme al Palazzo Pubblico, no? dove appunto si vede che soltanto con un buon governo, con una buona regia, si riesce poi a lavorare insieme e dando dei risultati. Quindi il nostro distretto, che rimane distretto, si evolve e si amplia in Case della Salute andando eh, ad accentrare servizi che prima erano diffusamente distribuiti sul territorio, ma organizzandoli e razionalizzando e cercando di arrivare il più possibile a tutti i nostri assistiti. Proprio perché eh, attraverso il distretto, attraverso un luogo condiviso, si riesce a integrare. Eh, servizi professionisti sanitari, volontariato pubblico e privato e perché si riesce in qualche modo a facilitare l'accesso ai servizi riducendo i tempi di risposta assistenziale. Quindi ehm, nelle nostre distretti Casa della Salute noi si esce un po' da quella che era una prima modalità organizzativa che era la costituzione di nuclei di cure primarie per dirlo in parole semplici, quello che i medici di medicina generale facevano associandosi, aggregandosi e dando noi le abbiamo chiamate AFT, aggregazioni funzionali territoriali e eh, abbiamo, diciamo, un po' superato questo livello e abbiamo cercato di mettere insieme tutta una serie di risposte ai bisogni, come dicevo prima, a 360 gradi. Siamo stati precursori, non lo so, questo è un, un estratto dal rapporto Oasi eh, di Bocconi, non l'ultimo, quello precedente dove già si vedeva che in Toscana rispetto a altre regioni c'era una diffusione maggiore di questa modalità organizzativa, ma Attenzione, questo non vuol dire niente, perché a volte quando siamo troppo bravi, troppo presto, si incorre nella sindrome dell'esperto e ci si ferma. Invece noi, come dico sempre con la dottoressa Siller, vogliamo sempre crescere e andare avanti. No? Quindi stiamo continuando a lavorare, non ci siamo fermati. Quello che eh, comunque abbiamo visto in tutti quelli che hanno tentato eh, e che hanno cominciato a creare questo modello organizzativo eh, è che c'erano e ci sono delle cose in comune. Ad esempio ehm, un'attenzione alla rete dei servizi sanitari ma anche a quelli sociosanitari e sociali. Eh, vi faccio un esempio banalissimo: eh, i miei colleghi, eh, i, i miei infermieri, gestendo un ambulatorio di cura delle lesioni difficili, si erano resi conto che, nonostante utilizzassero delle medicazioni avanzate di altissimo livello e altissimo costo, in alcuni pazienti eh, queste lesioni non guarivano. Alla fine hanno fatto un'indagine di tipo sociale e hanno scoperto che all'interno delle famiglie dove questi pazienti vivevano c'erano delle condizioni sociali da, da attenzionare. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo modificato l'ambulatorio infermieristico delle ferite di in un ambulatorio socio-infermieristico, andando a intercettare il bisogno non solo sanitario ma anche quello sociale. Quindi la sfida è la, la rete, l'integrazione del servizio e soltanto così si riesce a a arrivare in fondo. Abbiamo risparmiato diversi soldi perché quelle medicazioni eh, venivano tolte prima del tempo, non facevano guarire le ferite e quindi eh, è stato mh, abbastanza importante integrarsi. Comunque eh, presa in carico di particolari target di, di popolazione, specialmente eh, la cronicità, no? abbiamo visto essere uno proprio delle cose che caratterizzano i nostri tempi e eh, quasi sempre nelle case della salute erogazione di servizi sanitari, socio assistenziali e sociali afferenti a diverse aree funzionali, cioè a noi si cerca di lavorare eh, non tanto per funzioni ma per percorsi anche perché alla fine al nostro assistito non interessa la funzione, ma interessa sapere quando lui ha un bisogno chi lo prende in carico e chi lo aiuta a arrivare in fondo. Vi ho portato ehm, un, un esempio della diffusione delle case della salute eh, della regione toscana. Eh, come vedete eh, la regione toscana è abbastanza grande e le case della salute si sono diffuse eh, abbastanza. Ancora non abbiamo completato l'implementazione. Nella mh, costruzione e nella realizzazione del modello siamo partiti proprio dal logo, cioè noi abbiamo deciso di eh, lavorare anche su una identificazione visiva del logo. Abbiamo detto la casa della salute, noi la, la identifichiamo così e tutti i nostri pazienti sanno che quella casina è un posto dove c'è comunità e dove possono trovare risposte ai servizi. Eh, risposte ai servizi che potranno essere di diverso tipo perché è evidente, eh, specialmente l'area dove vivo io, che è la USL Toscana Sud-Est, per farvi capire è la parte che confina con il Lazio, eh, quindi la parte più eh, a sud. Eh, abbiamo un, una grossa estensione territoriale, ma una bassa densità di popolazione, per cui noi abbiamo. Siamo fra virgolette un po' poveri, no? perché la quota capitaria insomma, non ci assiste, ma ehm, abbiamo bisogno di differenziare le risposte sulla base del luogo d'erogazione. Per cui abbiamo fatto la scelta di fare case della salute hub, un pochino più centralizzate, e case della salute SPOC, Cercando sempre però di dare in eh, dimensioni territoriali limitate e accessibili la possibilità di accedere. Quindi mh, si può dire che la Toscana già nel 2015 aveva un po' anticipato quello che poi nel 2022 è diventato DM77. Perché? Eh, questo che io vi ho riportato è un estratto della delibera regionale dove appunto nel 2015 già si davano le indicazioni e si eh, davano alle aziende gli input per avviare la costruzione e la realizzazione delle case della salute queste case della salute come mh, vi ho detto prima quindi che cosa che cosa fanno, a cosa servono. Servono per facilitare e semplificare l'accesso della popolazione ai servizi territoriali e questo ovviamente ci permette di raggiungere due risultati. Il primo di una equità di accesso, cioè dare alle persone eh, la possibilità di essere curati e di avere comunque una risposta al bisogno. E il secondo di eh, cercare in qualche modo di decongestionare le strutture di ricovero, dando una risposta di prossimità o a domicilio o in un luogo che non sia proprio l'ospedale. Una risposta, come dicevo, integrata perché eh, non sempre la risposta è soltanto sanitaria, a volte anche sociale, e a volte il, eh, il connubio e l'integrazione con il volontariato ci aiuta a risolvere. Eh, moltissimi problemi. Eh, abbiamo fatto un'operazione di diffusione a tappeto perché ovviamente eh, una struttura che poi non è conosciuta eh, non viene in qualche modo fruita. No? Quindi abbiamo lavorato molto sulla comunicazione, sempre utilizzando questa tipologia, eh, la casa della salute, utilizzando gli stessi colori. Quindi in Toscana tutte le case della salute, che adesso si trasformeranno in case della comunità, in realtà dovranno soltanto cambiare il nome perché poi di fatto quello che c'è dentro eh, rimane più o meno come era stato programmato e attraverso questa campagna di informazione tutti i cittadini sanno dove, come e che cosa possono trovare nei loro servizi. In questo modo si riesce anche a lavorare su quella che si chiama continuità assistenziale perché... Eh, attraverso la Casa della Salute si riesce anche a creare un ponte fra la dimissione ospedaliera e eh, fra l'ospedale dicevo la dimissione ospedaliera. Quindi attraverso la Casa della Salute è possibile anche andare a progettare e a programmare tutta quella che sarà la risposta al bisogno. Quindi, velocissimamente distretto che occupa anche la parte relativa alla, pre alla prevenzione, possibilità di attivare percorsi, qui vi avevo messo paziente con diabete e, e una, una tipologia di percorsi, eh, caratteristiche del distretto, eh, esattamente le stesse che sono nella, nella missione 6 del PNRR, casa della comunità e poi vi ho riportato come viene organizzato e strutturato il team della presa in cura domiciliare. Quindi la presenza dell'infermiere di famiglia e di comunità, che avete già visto stamani, il piano assistenziale integrato, il progetto di salute, ma anche l'uso della telemedicina. Telemedicina, che per noi che siamo così grandi, noi siamo quelli in celestino, eh, è fondamentale. Quindi televisita, teleassistenza, queste sono le nostre zone territoriali della sud-est, la centrale della cronicità utilizzata e progettata all'interno della Casa della Salute, che nell'era Covid diventa centrale Covid, cioè noi attraverso la centrale della cronicità siamo riusciti a progettare e a programmare tutta la risposta sia eh, del monitoraggio, dei, degli hub vaccinali, dei tamponi, eccetera. E sto andando veloce perché mi sta arrivando un segnale. E, eh, <ride> però, eh, perdonatemi se queste slide sono tanto scritte, ma ci tenevo a, a lasciarvi una testimonianza che non so, spero possa esservi utile e eh, alla fine mettere in piedi tutto quello che eh, diciamo anche attraverso eh, la, la missione 6 eh, ci chiede relativamente all'attivazione dell'ACOT. Eh, L'attivazione dell'ACOT voi sapete che sarà anche utilizzando il numero eh, unico europeo 116-117 che però in verità ancora da noi non è a regime, ancora stiamo lavorando sul, sul, doppio, sul doppio canale. Quindi eh, la centrale diventa lo strumento operativo di governo dei percorsi, soprattutto per facilitare la dimissione eh, e eh, fra diciamo, le esperienze che vi ho riportato, e qui veramente ho fatto lo screenshot di una delle nostre pagine intranet, eh, abbiamo anche l'intermediate eh, care, cioè ehm, eh, le cure intermedie, l'ospedale di comunità. Noi siamo un'azienda molto grande, eh, qui vi ho mh, questo è quello che il nostro utente vede accedendo, accedendo alla pagina internet quando va a cercare ospedale di comunità, vede quello che eh, vuol dire, chi, vede chi sono i destinatari del servizio, quali sono le modalità di accesso i posti letto totali a livello di Toscana, questi sono quelli della provincia di Grosseto. Quali sono i risultati di questo? Abbiamo oggettivamente, questo l'abbiamo visto, noi, voi non so se sapete che noi siamo controllati da una struttura che si chiama l'Istituto Sant'Anna di Pisa, e abbiamo delle valutazioni di performance piuttosto importanti e stringenti che vengono eh, visualizzate con un bersaglio. Il bersaglio, come voi sapete, ha delle zone rosse e delle zone verdi e noi nelle performance degli ultimi tre anni abbiamo sempre raggiunto la zona di ottima performance. E devo dire, lo dico non per mia ma perché il direttore generale ci tiene, in questo momento siamo quelli che in Regione Toscana hanno la performance più alta. Parlo di azienda territoriale perché è evidente la complessità di un'azienda territoriale è diversa da quella ospedaliera. Vi lascio con la nostra Toscana e con le case della salute attivate. Grazie. Grazie Silvia eh, Bellucci, sì, si è sì, fatto velocissima, veramente ogni slide avrebbe meritato sicuramente alcuni minuti eh, di relazione. Abbiamo avuto una carrellata e beh, insomma in Toscana abbiamo tutti voglia di andarci, adesso ci ha fatto venire ancora più voglia per andare a mettere il naso eh, nelle questioni di PNRR e così via. Um, abbiamo ancora un relatore um, che uh, viene da fuori, è collegato, eccolo qui, buongiorno, benvenuto. Eh, si tratta di Alberto Ricci, torniamo con lui alla eh, Bocconi School of Management dove è professore associato e eh, le abbiamo affidato una relazione, eh, sì dal titolo come dire, molto sfidante anche il titolo, parliamo proprio delle sfide da superare nell'implementazione del PNRR. Lascio il palco a lei. Grazie, grazie per questa introduzione e per questo invito, per la possibilità di di confrontarci questo pomeriggio. Eh, per la verità, proprio ieri in Bocconi abbiamo presentato il nuovo rapporto Oasi, quindi ehm, ho la disponibilità di, di molto materiale che condivido con, con voi volentieri eh, su questi temi, sui quali abbiamo riflettuto molto come eh, gruppo che all'interno della SDA si occupa della sanità, eh, quindi il, il CERGAS dell'Università Bocconi. E con piacere... Um, ripercorro assieme a voi uh, alcuni punti chiave uh, che riguardano le sfide future dell'implementazione del PNRR cercando di andare a completamento rispetto ad altre cose che avete già affrontato uh, questa mattina e, e all'inizio di questo pomeriggio. Ora, tra poco dovreste vedere la presentazione. Assieme a voi oggi ehm, vorrei riprendere sostanzialmente tre punti di agenda. Il primo è quello delle dinamiche di popolazione ed epidemiologiche, facendo un confronto tra eh, la situazione della provincia autonoma di Bolzano e quella del resto d'Italia per evidenziare alcuni trend eh, di domanda. Poi. Da bravo Bocconiano, eh, un, un fondo sulle dinamiche economico-finanziarie del nostro servizio sanitario nazionale, anche qui con qualche focus sulla realtà di Bolzano, e poi la parte più corposa, le sfide per il management nell'implementazione del PNRR. Alcuni temi mh, sono sicuramente già eh, noti eh, al grande pubblico e soprattutto a voi però eh, calandosi in un contesto territoriale è giusto riprenderli un momento. Ehm, L'Italia è in una fase di grandissima crisi demografica, declino demografico, di invecchiamento. Eh, il primo punto, se vogliamo più eclatante, però è proprio il declino demografico, quindi la diminuzione della popolazione che già stiamo sperimentando dal 2014 e che Istat si aspetta. Uh, da qui ai prossimi decenni. Per non andare troppo lontani nel tempo, um, mi fermo al 2042, quindi i prossimi vent'anni. Vedete dalla tabella che la popolazione italiana perderà circa 3 milioni, 3,2 milioni, che vuol dire un meno 5% della popolazione. Il nord perderà un 2%. Uh, le due province autonome assieme, e in particolare la provincia autonoma di Bolzano. Avranno invece uh, un andamento diverso, un lieve aumento della popolazione, più 6%, più 7%. Questo perché il tasso di natalità, uh, ma anche i livelli di ingresso, gli ingressi netti uh, verso la provincia autonoma di Bolzano, sono di più rispetto um, al resto d'Italia. Mm, in generale è un contesto demograficamente più in equilibrio e quindi non affronterà certe dinamiche con la crudezza del resto del paese, eh, ma comunque una riflessione sulla domanda va fatta in prospettiva. Vi faccio vedere questa seconda slide che è meno rassicurante perché passa eh, dal focus sulla quantità di popolazione in assoluto ehm, alla percentuale di popolazione over 65 e alla frammentazione sociale. Eh, a sinistra nella slide eh, vedete la percentuale di popolazione over 65 in Italia, nel nord Italia e nella provincia autonoma di Bolzano. Abbiamo detto che Bolzano ha una popolazione più giovane, però, nei prossimi vent'anni si passerà comunque da un 20% di over 65 a un 30%. Quindi, un aumento veramente importante a fronte di una popolazione che rimane stabile, ha questo eh, aumento eh, lieve di un 7%, ma nel complesso si tratta di un cambiamento interno eh, alla demografia provinciale molto forte. Sempre nello stesso arco di tempo, mh, fino al 2041, abbiamo una dinamica eh, ancora più netta, che è quella della frammentazione familiare, sociale. Questo è un grafico a numeri indice, quindi per confrontare le tre aree geografiche prendiamo il valore di persone, eh, il numero eh, di persone che vivono sole al 2021 e poi lo proiettiamo negli anni a venire. In pratica, noi vediamo che eh, sul Trentino Alto Adige, in questo caso IST ci dà il dato aggregato, l'aumento di persone che vivono sole nei prossimi vent'anni sarà del 34%. Un aumento molto più alto rispetto sia all'Italia nel complesso, sia alle regioni del nord. Eh, per dare un altro, un altro numero, al 2041 il 18% della popolazione provinciale sarà costituito da persone che vivono sole e, secondo le stime nazionali, circa una metà sarà eh, riconducibile agli over 65, quindi. Uh, una percentuale, una quota di popolazione importante in avanti con gli anni, che vive sola e che quindi avrà forti bisogni sanitari, ma anche forti bisogni di socio assistenza, presumibilmente. E che non potrà contare su ehm, legami familiari di prossimità, su un coniuge o un figlio che vive vicino e che può dare una mano nelle eh, esigenze di vita quotidiana. Quindi un quadro che è sicuramente migliore rispetto a quello nazionale, ma che comunque mh, fa suonare qualche campanello d'allarme sul, eh, su, sul, sulla domanda di salute. Anche se oggi indubbiamente eh, la provincia autonoma di Bolzano ha uno eh, dei livelli di salute più alti d'Italia, vedete eh, il vostro territorio sulla sinistra della slide, è il quarto per aspettativa di vita. Eh, e eh, il primo in assoluto, secondo i, i dati del BES eh, ripresi dal rapporto OASI, il primo in assoluto per speranza di vita in buona salute alla nascita, tutto questo riferito all'anno 2020. Detto questo, eh, ci sono anche delle differenze interne alla popolazione che riguardano mh, lo stato di salute. Ehm, le dinamiche epidemiologiche. Eh, ne evidenzio due, che non è detto che mh, riguardino in questa misura il vostro territorio, ma che mi preme sottolineare. Sempre nel rapporto OASI, capitolo 7, c'è uh, un interessante estratto dei dati ISTAT in cui si incrocia il dato del titolo di studio con quello eh, della prevalenza delle patologie croniche e dello stato di salute. Guardiamo assieme le due colonne centrali. Eh, tra chi è laureato o ha titoli di studio superiori, la prevalenza di eh, due o più malattie croniche è al 14,2%. Se invece scendiamo lungo la tabella e ci concentriamo sull'ultima riga, quindi eh, le persone che hanno come titolo di studio una licenza elementare, qui la prevalenza delle luri patologie croniche è del 37%, 36,8%. Dati mh, simili nella loro logica di fondo, li vediamo eh, per quanto riguarda tutte le altre colonne, anche quelle che prendono in considerazione lo stato di salute percepito e dichiarato dal paziente. All'aumentare del titolo di studio aumenta anche lo stato di benessere, la buona salute in generale e viceversa. Uh, quindi c'è un tema di disuguaglianza interna alla popolazione che sicuramente va preso in considerazione. Quando noi parleremo, parlerete eh, con i pazienti, eh, avrete sicuramente possibilità di essere comprese fino in fondo, seguiti, di ottenere risultati terapeutici diversi a seconda della persona con cui parlate, del suo status sociale, eh, familiare, economico, di istruzione. Quindi questa è già di per sé una sfida eh, che eh, riguarda, direi, tutti i territori del nostro paese. Entrano poi in gioco le dinamiche economico-finanziarie. Qui c'è una percezione abbastanza forte eh, per cui il nostro Servizio Sanitario Nazionale ha ricevuto molte risorse negli, ehm, negli ultimi due anni, quelli della pandemia, due anni e mezzo. È vero. Vedete i tassi di aumento del finanziamento negli ultimi anni, ehm, per cui le risorse a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale aumentavano in media prima della pandemia di un 1%, guardate gli aumenti sul 2018 e sul 2019. Col 2020 l'aumento è stato del 5%, eh, aumento un po' più ridotto, ma comunque eh, superiore rispetto alla pre-pandemia, tra 2020 e 2021. Così che, eh, il nostro servizio sanitario nazionale, mantenendosi peraltro in equilibrio economico-finanziario, ha raggiunto i 130 miliardi di finanziamento, partendo da 120 solo al 2019, solo due anni fa. Si tratta però di risorse che sono state destinate eh, alla pandemia. Mm, nei primi due anni circa 7 miliardi eh, su 10 sono stati destinati all'assistenza ospedaliera ai reparti per acuti per cui ehm, sicuramente è aumentato il finanziamento ed è aumentata la spesa ma c'era purtroppo un motivo drammatico l'assistenza diretta ai pazienti covid una volta finita l'emergenza non è detto che questo livello di finanziamento rimanga e questo lo vedremo tra qualche slide se andiamo sul livello regionale vediamo che Uh, la spesa sanitaria è cresciuta in maniera pressoché lineare in tutte le regioni quindi le province autonome di Trento e Bolzano che avevano un finanziamento della, della sanità uh, assieme alla Valle d'Aosta uh, tra i più alti del paese i, i tre più alti del paese anche perché mh, avevano, hanno la possibilità eh, di finanziare con risorse proprie in maniera più rilevante rispetto alle altre regioni il budget della sanità Ecco che mh, hanno visto una crescita importante. Oggi il dato italiano che vedete eh, in alto eh, ci dice che la spesa sanitaria pubblica pro capite è a 2.187, circa 2.200 euro pro capite. Eh, il territorio della provincia autonoma di Bolzano arriva a circa 2.860 euro pro capite. Quindi eh, un valore che è un più 30% rispetto alla spesa sanitaria che in media registriamo eh, in Italia. È un valore più alto, ma se poi andiamo nel panorama internazionale mh, non è ancora ai livelli dei paesi centroeuropei. Questo è un confronto in dollari a parità di potere d'acquisto, quindi non trovate le stesse, eh, gli stessi numeri, gli stessi valori, peraltro nel 2020, però ci dà un'idea degli ordini di grandezza. Uh, la spesa sanitaria pubblica tedesca uh, per la sanità um, è un 70% in più rispetto a quella italiana. Quindi, uh, comunque, anche nella provincia autonoma di Bolzano abbiamo una spesa che, rispetto ai paesi centroeuropei uh, non è ancora agli stessi livelli. Uh, poi, ovviamente, non bisogna guardare solo quanto si spende, ma anche come si spende. Mm, bravo aziendalista, questa è la prima cosa che posso riportarvi eh, commentando questi, questi dati. Eh, però vi ho fatto questa carrellata eh, che potrebbe avere anche un vago tono sindacale eh, a, a, apparentemente a difesa della provincia autonoma di Bolzano e del suo finanziamento, perché in realtà mi preme sottolineare come le risorse che sono oggi destinate alla sanità nel nostro paese, in generale, a prescindere dalla regione, non sono poi così Elevate e lo saranno sempre di meno. Perché? Perché comunque siamo in un contesto eh, in cui il nostro paese vive un invecchiamento che ha degli impatti sull'economia del paese, di tutte le sue regioni, e ha un impatto eh, soprattutto sulla spesa pensionistica. Questi sono i dati che proiettano eh, le principali spese pubbliche, ambiti di spesa pubblica per il welfare. Dal 2021 al 2025. È eh, la nota di aggiornamento del documento eh, di economia e finanza di ottobre. Ce n'è anche una di novembre che è stata lievemente rivista, ma i numeri in eh, sostanza sono ancora validi. Eh, gli ordini di grandezza ci dicono che ci sarà un aumento molto rilevante tra il 2021 e il 2025 delle pensioni, della spesa pensionistica, in parte per l'invecchiamento della popolazione e in parte per. L'inflazione e eh, l'indicizzazione delle pensioni che crea in automatico, dal luogo in automatico, a una indicizzazione degli assegni, a un aumento della spesa eh, pensionistica, a un adeguamento degli assegni. Um, questo fa sì che nel giro di pochi anni la spesa, sanità, nella spesa pubblica per le pensioni passi eh, da circa: 286 milioni a 350 milioni più 64 miliardi scusate di, di spesa in confronto a una spesa sanitaria che aumenta secondo le previsioni di 2 miliardi quindi ehm, avendo da destinare così tante risorse alla previdenza è abbastanza normale che sulla spesa sanitaria eh, restino eh, pochi fondi con tra l'altro anche gli interessi passivi, che sono una voce di bilancio pubblico rilevante, eh, che crescerà anche questa per effetto dell'inflazione da qui al 2025. Eh, quindi um, un panorama di finanza pubblica che mh, non ci fa intravedere grandi dinamiche di aumento della spesa sanitaria pubblica. Sarà un comparto che in maniera quasi automatica sarà compresso da altre. Uh, voci di spesa più rigide, meno modificabili nel tempo, perché capite bene che uh, un'erogazione un pensionistica o il pagamento di un interesse sono per certi versi delle uscite obbligate sulla base di un diritto acquisito oppure di un debito contratto. E arriviamo al PNRR. Uh, finora abbiamo parlato di spesa corrente, invece il PNRR è spesa per investimento tutta questa premessa sulla spesa corrente è per dire che sì, abbiamo 20 miliardi da spendere sulla sanità, 16 più 4 di fondi complementari, ma di fatto non sono così tanti per un sistema che ha 130 miliardi di spesa corrente, quindi facendo la proporzione 3,3 eh, miliardi su 6 anni, eh, andiamo eh, su un 130 miliardi di spesa è un'incidenza di circa il 3%, non è, non è molto. È tanto se confrontiamo questo dato rispetto eh, al finanziamento in conto capitale degli investimenti dell'SSN, ma non possiamo pensare di rinnovare tutta la nostra rete di offerta solo col PNRR. Dovremo investire queste risorse in maniera oculata eh, per rendere più costo efficace la spesa corrente, che come abbiamo visto non avrà grandi prospettive di crescita a partire da livelli che non sono... Eh, enormi. E quali sono a questo punto le sfide per il management? Innanzitutto direi non dimenticare la, 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 la rete ospedaliera, eh, l'offerta costituita dai nostri ospedali. Eh, abbiamo provato, e vedete l'analisi sulla sinistra della slide, a classificare gli stabilimenti a gestione diretta delle aziende ASL. Ehm, per classe dimensionale e numero di discipline presenti al 2020. Il primo dato è che questi stabilimenti in tutto a livello nazionale sono circa 600, ehm, e ce ne sono 120 sotto i 50 posti letto, quindi di fatto dei micro-ospedali, eh, che mh, sicuramente ci pongono mh, qualche interrogativo. Uh, sulla possibilità di rispondere in maniera efficace al, uh, ai bisogni della popolazione per un discorso di dotazione infrastrutturale, tecnologica, di personale, uh, di competenze, perché ovviamente vedono pochi pazienti. Se ci spostiamo verso la destra, abbiamo comunque degli ospedali mh, tra i 50 e i 99 posti letto, che sono 135 a livello nazionale, ce ne sono 84 che hanno tra le 5 e le 9 specialità. Questo significa che possono esserci eh, gli ospedali da 90 posti letto con 9 specialità, quindi reparti da 10 posti letto ciascuno. Eh, con quindi una frammentazione organizzativa notevole, notevolissima, e anche con gli stessi problemi eh, di bacino di utenza, di competenze cliniche, di sostenibilità anche solo dei turni del personale, che tutti possiamo conoscere, per non parlare della sostenibilità economica. Se ci spostiamo verso la destra, abbiamo il grande tema eh, del pronto soccorso. E qui possiamo riportare i dati di Agenas, che eh, ha analizzato gli accessi MPS tra 2019 e 2020, registrando una riduzione netta negli accessi. Meno 38%, con un meno 46% di codici bianchi e un meno 42% eh, di codici verdi. Cosa ci dice questo dato? Sul 2019 che prima della pandemia oltre il 70% degli accessi in PS era per codici verdi e bianchi, che non sono necessità di salute da prendere sotto gamba, un bisogno lo esprimono. Il tema è, lo deve prendere in carico il pronto soccorso e magari l'ospedale, oppure dobbiamo trovare degli, dei filtri, delle strutture territoriali che diano una risposta più adeguata e più appropriata. Ed è ovviamente una domanda retorica. Il secondo grande tema è che poi nel 2020 effettivamente abbiamo visto una diminuzione degli accessi, soprattutto per la casistica meno urgente. E quindi è possibile fare filtro all'ospedale. Ora nessuno si augura di fare filtro con una pandemia, non vogliamo rivivere eh, la stessa, lo stesso frangente, eh, è naturale, non vogliamo usare metodi coercitivi o spaventare la popolazione, ci mancherebbe, però vuol dire che è possibile. Dando magari un'alternativa sul territorio che sia convincente, noi possiamo fare appropriatezza nell'accesso al PS e probabilmente appropriatezza anche nell'accesso eh, al ricovero, potendo quindi rivedere anche la rete di offerta ospedaliera, ehm, aggregando alcune strutture, cercando di introdurre una maggiore razionalità. C'è poi un altro grande tema che è quello della presenza del privato. Vedete a sinistra eh, un grafico che riporta. In verticale la numerosità degli ambulatori e laboratori SSN ogni 100.000 abitanti. Eh, al centro del grafico c'è la provincia autonoma di Bolzano, PUB. Eh, in orizzontale invece c'è la percentuale di ambulatori e laboratori privati accreditati sul totale dell'SSR. E qui i valori sono mh, piuttosto alti per quasi tutte le regioni, anche la provincia autonoma di Bolzano che è, ha una rete di offerta mh, pubblica. Eh, su, sicuramente sul versante ospedaliero, in generale una presenza del privato relativamente modesta, eh, ha i punti di erogazione ambulatoriali privati che rappresentano il 50% circa dell'offerta. Quindi ragionare sul territorio senza coinvolgere eh, il privato eh, è qualcosa di perlomeno eh, parziale mh, per molte regioni, soprattutto quelle che hanno delle quote ancora superiori, 60, 70, 80%. C'è poi l'area del regime privato, quindi la solvenza, l'intermediata, che vale tanto, eh, rappresenta anche nel 2020 il 23% degli accertamenti e il 38% eh, delle visite specialistiche. Mi sono spostato ovviamente sulla destra, il grafico di destra. Eh, 23%, 38% di out of pocket, a cui si aggiunge un 5% eh, di... Prestazioni acquisite attraverso un intermediario, quindi una cassa mutua eh, piuttosto che un'assicurazione. È quindi molto importante per governare lo stato di salute dei cittadini, per avere eh, buoni esiti di salute, per eh, governare anche dal punto di vista clinico i percorsi dei, dei cittadini e dei pazienti, eh, il fatto di avere una vista sui consumi privati di salute. E arriviamo alla terza sfida, molto nota, quella del riequilibrio del mix del personale. Il personale SSN è aumentato, sono aumentati gli infermieri sicuramente, eh, nell'ultimo anno disponibile, mappato eh, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, eh, però resta un grande squilibrio tra personale infermieristico e personale medico, che vedete anche nel grafico sulla destra. Se eh, il personale medico rispetto alla popolazione in Italia è più o meno allineato rispetto agli altri paesi, sul versante del personale infermieristico invece siamo molto lontani da tutti gli altri, salvo il dato della Spagna, che è più o meno al nostro livello. Ci sono qui alcune innovazioni eh, nel riequilibrio dello skill mix del personale, quindi del, del mix dei profili professionali che noi eh, mettiamo all'interno dei servizi, che allochiamo sui servizi a uh, cui rimando uh, al rapporto OASI 2022. Vicino a voi c'è stato il caso uh, delle ostetriche che all'interno del percorso nascita uh, hanno iniziato a prescrivere gli esami ematochimici previsti dal, dal percorso e hanno sgravato di una serie di attività prescrittive i medici di medicina generale. Un esempio, ma ce ne sono altri, uh, che possono essere presi uh, come, come spunto per lavorare su questo tema. Un'altra grande sfida, eh, la principale forse eh, sul tema della strutturazione dei servizi, è trovare un ruolo a ciascun setting erogativo. Questi sono alcuni casi, tre aziende che hanno implementato eh, gli osco, gli ospedali di comunità, e che quindi eh, hanno scelto eh, in alcuni casi di riconvertire ex ospedali, in altri casi di ehm, creare questi setting all'interno. Di ospedali per acuti o ancora di crearli dentro un RSA. Certe volte i pazienti arrivano prevalentemente dall'ospedale. Nell'ultimo caso sulla destra, con l'abruzzese, i pazienti invece arrivano prevalentemente dal territorio. In alcuni casi sono i medici dipendenti della, della ASL eh, ad essere responsabili della struttura. In altri casi sono molto eh, presenti gli MMG e gli infermieri. Quindi capite bene che mh, ci saranno target di pazienti diversi. Uh, modalità operative differenti, personale responsabilizzato in maniera diversa. Um, tutto questo troverà fisiologicamente una declinazione diversa a livello locale e il compito del management sarà proprio quello di pianificare uh, il contenuto di questi servizi, mettere i puntini proprio uh, su tutti questi, uh, questi aspetti. Uh, un altro punto importantissimo è sicuramente il potenziamento della medicina quale parte dei servizi, quali attività digitalizziamo e quale invece manteniamo in presenza, quanti follow-up, quante visite di controllo possiamo spostare in digitale, quante far rimanere in, in presenza con l'operatore sanitario eh, assieme al paziente. Ultima sfida, quella della misurazione dei risultati. Se le caratteristiche dei servizi potranno trovare configurazioni diverse, Dovremmo cercare di misurare in maniera confrontabile degli indicatori di processo ed esito. Un po' come abbiamo fatto sull'ospedale, questa slide mi riporta gli indicatori per l'ospedale, del, del DM70, del Programma Nazionale Esiti, che hanno visto tra l'altro un miglioramento delle performance eh, molto incoraggiante negli ultimi anni a livello nazionale. Dovremmo magari eh, riprendere eh, indicatori come questi che si trovano dentro. La relazione sullo stato sanitario del paese e che ci fanno vedere, ad esempio, qual è la percentuale di elevata aderenza a seconda delle categorie farmaceutiche, um, un indicatore di processo uh, di risultato intermedio che ci dice se si è fatto un investimento importante nell'aderenza terapeutica, nella compliance, uh, un aspetto che sicuramente potrà essere. Um, preso in carico dalle case della comunità, eh, dagli osco, eh, dall'assistenza domiciliare. Quindi è un invito a strutturare con indicatori, a misurare i risultati anche sul territorio, oltre all'apertura dei servizi, alla copertura del bisogno, che sono già delle metriche, eh, dei, degli indicatori presenti eh, nel, PNA, eh, scusate, nel PNRR eh, e all'interno del DM77. Conclusioni. È prevedibile un forte disallineamento tra bisogni e aspettative, eh, da un lato, e eh, risorse, dall'altro. Eh, invecchiamento, frammentazione sociale, spopolamento delle aree interne, tutte queste dinamiche toccheranno in maniera diversa le aree del paese, eh, sicuramente un territorio come Bolzano sarà meno toccato da queste dinamiche, ma abbiamo visto i dati, eh, comunque si tratta di cambiamenti profondi che cambieranno, eh, che modificheranno la domanda e che eh, potranno mettere in difficoltà eh, l'offerta dei servizi, anche eh, qualora rimanesse ricca eh, e mh, piuttosto ben finanziata nel panorama nazionale come oggi. Eh, è naturale che si crei uno spazio di autonomia notevole per il management aziendale perché abbiamo visto le metriche di misurazione, gli obiettivi, ma anche le reti esistenti sono molto diverse sul territorio. Eh, ogni territorio dovrà lavorare a suo modo. Sicuramente mh, ogni territorio dovrà trovare un ruolo appropriato per ogni setting, riempire di contenuto ogni innovazione del PNRR. Quello che invece dovrà essere fatto a livello sovraaziendale, regionale, interregionale, nazionale, dovrà essere eh, il fatto di misurare i risultati, poter confrontare eh, quelli che sono i miglioramenti nello stato di salute, nella presa in carico, nella proprietà dei processi, un po' come è stato fatto tradizionalmente per l'ospedale negli ultimi 15-20 anni. Con questo direi che di contenuti ce ne sono già tanti e vi ringrazio per, per l'attenzione. Sì. Contenuti ce ne sono non tanti, tantissimi, grazie di aver aggiunto appunto queste riflessioni, eh, professor Ricci. So che adesso rimarrà collegato con noi mentre eh, proseguiamo e ci riconcentriamo su quello che sta avvenendo qui eh, in Alto Arige. Marianne Siller sì, ha fortemente voluto questo convegno e quindi a lei a questo punto eh, la parola per parlarci dell'avvio del PNRR proprio in azienda sanitaria dell'Alto Arige e per fare il punto della situazione. Ja, allein schon das Rednerpult ist zu groß. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Nachmittag. Es freut mich äh, außerordentlich, dass Sie alle so zahlreich hierher gefunden haben, hierher gefunden haben aus den unterschiedlichen Bezirken, aus den unterschiedlichen Bereichen, die nicht nur den Sanitätsbereich, sondern auch den Sozialbereich äh, und äh, die Freiwilligenvereinigungen und Patientenvereinigungen. Umfassen. Wir haben heute Vormittag gehört, was wir auf Staatsebene, auf Landesebene alles in den nächsten fünf bis sechs Jahren in Angriff nehmen sollten. Und wir haben auch Erfahrungen aus den anderen Provinzen und aus den anderen Regionen gehört. Es geht jetzt, denke ich, maßgeblich auch darum, und ich glaube, deshalb sind Sie heute auch hier, zu verstehen, in welche Richtung möchten wir in Südtirol, zwischen Assessorat, zwischen Südtiroler Sanitätsbetrieb und mit den anderen Akteuren, die klarerweise genauso zur Umsetzung der Herausforderungen des BINR gehören, in welche Richtung möchten wir gehen. Und dazu haben wir uns natürlich auch eine Organisation gegeben. Ohne Organisation äh werden äh, die Strukturen als solches nur unter spontanen Initiativen gestartet und die Ergebnisse sind wahrscheinlich dann nicht die die wir haben wollen. Es gibt zum einen eine Steuerungsgruppe, die wir aktiviert haben, die sich aus äh, zwei Teilen zusammensetzt. Zum einen aus den Vertreterinnen der autonomen Provinz, des Assessorates äh, des Landes, äh, in dem äh, neben äh, dem äh, Ressortdirektor äh, und der Abteilungsdirektorin äh, alle Ämter äh, der Abteilung vertreten sind. Und neben den Ämtern natürlich auch diejenigen, die uns, wir haben es heute Vormittag schon gehört, wir haben ein großes Bauprogramm vor uns im Bauvorhaben unterstützen werden. Und zum Abschluss haben wir auch noch die Referente Unica, die Barte, äh, mit dabei, die ähm, auch heute den ganzen äh, Tag bei uns hier äh, verweilt hat und die die Beziehungen zwischen äh, Rom und der autonomen Provinz äh, pflegt. Der zweite Teil dieser Steuerungsgruppe setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Pflegedirektion, Sanitätsdirektion, die vier Bezirksdirektoren und Direktorinnen, die hier natürlich wichtige Partnerinnen sind in der Programmierung und in der Gestaltung und Ausgestaltung der Dienstleistungen. Wir haben eine Vertretung der territorialen Pflegedienstleitungen dabei, eine Vertretung der ärztlichen Direktionen, also Basismedizin, Grundversorgung. Äh, Vertretungen und äh, die Abteilungsdirektoren der technischen Abteilung, der Leistungsabteilung und der Informatik, weil wir ja wissen, dass die Umsetzung des BNR auch eine große informatische und digitale Herausforderung sein wird, wie wir es heute Vormittag auch gehört haben. Unabhängig oder in, gar nicht unabhängig, sondern äh, dann äh, in, in der Deklination, was heißt es jetzt für den Südtiroler Sanitätsbetrieb? Äh, auf äh, Betriebsebene in Zusammenführung der vier Bezirke in einer gemeinsamen Ausrichtung ist die Betriebsarbeitsgruppe Territorium eingerichtet äh, worden, die sich natürlich zusammensetzt aus der Betriebsführung, das heißt Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Pflegedirektorin und Verwaltungsdirektor mit den vier äh, Direktoren und Direktorinnen der Bezirksgemeinschaften, äh, mit dem äh, die Ressortdirektor äh, des äh, Landes äh, mit äh, der Referente Unica, Di Parte, also Frau Dr. Isabella Mastrobuono, äh, mit dem Abteilungsdirektor für äh, Leistung, äh, den Staff der Generaldirektion für das Projektmanagement und es wird auch noch zu einem späteren Zeitpunkt ein Projektmanagement dazukommen, äh, der die Sitzungen äh, und die Vorgehensweise und die Arbeiten dieser so Betriebssteuerungsgruppe leisten wird. Wir sind hier auf Betriebsebene, das heißt, wir haben noch die Bezirke nicht mit einbezogen. Und es gibt jeweils vier Bezirksgruppen, die geleitet werden von den Bezirksdirektoren und Bezirksdirektorinnen und in denen dann die Pflegedienstleitungen und die ärztlichen Leitungen des Territoriums vorhanden sind. Vertretungen der Allgemeinmedizin, die für uns äh, sehr, sehr wichtige Partner sind. Vertretungen der Sozialdienste, äh, die technische Abteilung, der IT-Referent und äh, die Personalabteilung. Wir haben es vorhin schon gehört, wir werden große Herausforderungen nicht nur im IT-Bereich, sondern auch im Personalbereich haben. Wie äh, kommen wir, wie finden wir äh, Personal, das in diesen Strukturen äh, arbeiten will, arbeiten kann und arbeiten möchte? Die primären Schwerpunkte sind, ist, es ist eine Reise, eine lange Reise, die mit Sicherheit nicht in fünf Jahren abgeschlossen sein wird, auch wenn der BNR jetzt bis 2026 ausgelegt ist. Die Arbeitsschwerpunkte, die wir uns als Prioritäten gesetzt haben, ist die Versorgung der chronisch kranken Menschen, die häusliche Versorgung, also die Menschen der Versorgung zu Hause und die soziosanitäre Integration als grundlegende Ausrichtung, um eine angemessene Antwort auf die Bedürfnisse der Bürger geben zu können. Die Ziele, die wir verfolgen möchten. Eigentlich, wenn man es jetzt platt sagen will, geht es darum, das, was der Landesgesundheitsplan 2016-2020 oder der Masterplan Chronic Care oder der PNR oder das DM, also Ministerialdekret 77 von 2022 vorgibt, das umzusetzen. Ganz so leicht ist es nicht. Ich denke, es geht darum, eine Neue Governance für das Territorium aufzubauen, eine neue Steuerung, die den Gesundheitsbedürfnissen der Bevölkerung gerecht wird. Es geht darum, eine Mitarbeit, eine Kooperation mit den Ärzten für Allgemeinmedizin und den freiwillbaren Kinderärzten aufzubauen in der eine, eine Zusammenarbeit möglich ist, die sowohl für die Ärzte für Allgemeinmedizin wie das restliche System als solches wichtig und, und proaktiv gestaltet werden kann. Es geht um die Aktivierung der Familien- und Gemeinschaftskrankenpflege. Wir haben heute Vormittag schon gehört, wir sind auf einem guten Weg. Auf einem langen Weg, der mit Spezialisierungskursen angefangen hat und jetzt mit den Implementierungsprojekten in den einzelnen unserer 20 Sprengel weitergeht, wo wir circa die Hälfte erreicht haben und noch einiges an Aufgaben vor uns liegt. Es geht darum, die vertikalen Strukturen zu implementieren, das heißt, die Kott oder Wonne, die territorialen Einsatzzentralen, die Gemeinschaftshäuser und die Gemeinschaftskrankenhäuser. Und um eine ja, Perspektive zu geben, wo werden wir denn 2026 stehen, da sollte die Südtiroler Landkarte dann so ausschauen, wenn wir beim Gesundheitsbezirk Meran anfangen. Wir haben den, das Gemeinschaftshaus, den Hub, also die zentrale Position in Meran mit einem Ableger im Sprengel Naturms. Wir haben das Gemeinschaftskrankenhaus in Meran mit, circa mit 20 Betten geplant. Und es, gibt, es wird in Meran auch eine wohnortnahe Einsatzzentrale geben. Für den Gesundheitsbezirk Bozen. Heißt es, zwei Gemeinschaftskrankenhäuser in Hauptfunktion, einmal im Bozen und einmal im Unterland, aufzubauen? Es heißt, buchfunktionen also Ableger, aufzubauen im Sprengel-Edbahn, im Sprengel-Leifers. Äh, es geht darum, zwei wohnortnahe Einsatzzentralen aufzubauen, einmal im Bozen und einmal im Sprengel-Unterland. Für den Gesundheitsbezirk Brixen heißt es, die Zentrale in Brixen auszubauen mit einem Gemeinschaftskrankenhaus dort und einem Ableger in Klausen. Und es geht darum, die Einsatzzentrale aufzubauen. Und dasselbe gilt für Brunneck. Auch in Brunneck wird es eine Einsatzzentrale geben, einen Hub als Gemeinschaftshaus in Brunneck und einen Ableger in Innichen. Wenn Sie das Ganze jetzt anschauen, dann wird Ihnen auffallen, dass einige Teile des Landes noch ungedeckt sind. Bis 26 werden wir aber nicht alle schaffen. Das heißt, das Programm wird durchwegs aus über 26 hinausgehen und dort auch versuchen dann die Lücken, die derzeit bestehen oder die 26 noch bestehen werden, dann zu füllen. Wie geht es denn weiter? Wir haben es heute Vormittag schon gehört und ich denke, ein großer Teil meiner, äh, meines Vortrags ist einfach auch äh, eine Struktur äh, äh, wiederzugeben und eine Zusammenfassung zu machen von dem, was wir noch planen. Wir haben mittlerweile äh, in Südtirol vier Betreuungspfade, die mehr oder weniger implementiert sind, aber die wichtige äh, Orientierungsdokumente für die Versorgung von chronisch kranken Menschen sind und die chronisch kranken Menschen, die Gruppen betreffen, die am häufigsten von chronischer Krankheit betroffen sind, entsprechend die Patienten mit Diabetes Typ 2, mit äh, chronischer Herzinsuffizienz, äh, mit COPD und mit rheumatischen Erkrankungen. Wir brauchen eine Erhöhung der integrierten Betreuung. Wir haben es heute Vormittag gehört. Wir müssen äh, auf mindestens 10 Prozent der über 65-Jährigen in eine integrierte äh, Betreuung bringen. Nicht nur, weil wir es müssen, sondern weil wir es auch wollen, weil wir damit indirekt die Lebens- oder direkt Lebensqualität erhöhen und indirekt Gesundheitskosten äh, senken. Und es geht auch um den Ausbau vieler Dienste, die wir bereits haben, die aber vernetzt werden müssen. Angefangen von der Palliativversorgung über die psychische Gesundheit, über Abhängigkeitserkrankungen, den gesamten Mutter-, Kind- und Familienberatungsbereich, die Dienstleistungsapotheken und die Telemedizin. Was haben wir jetzt als flankierende Maßnahmen auch geplant? Das heißt, für das ganze Projekt bedarf es eines Projektmanagements, das die ganzen fünf Jahre über als externe Begleitung mitlaufen soll und die Begleitung der Teams. Äh, sicherstellen soll. Dieses Projektmanagement ist ausgeschrieben worden und wir hoffen, dass wir bis Ende des Jahres den Zuschlag erteilen können. Es geht darin auch, den Bedarf an Personal zu definieren. Wir haben diesen Bedarf definiert aufgrund der Vorgaben äh, des Ministerialdekretes 77 von 2022. Wir brauchen Allein für die Aktivierung der wohnortnahen Einsatzzentralen der, Gesund äh, der Gemeinschaftshäuser und der Gemeinschaftskrankenhäuser 240 Fulltime-Äquivalent an Krankenpflegerinnen, an Ärzten, äh, an Pflegehelferinnen, an Verwaltungspersonal und an Sozialassistentinnen. Uns ist allen klar, dass dieses Personal nicht neu von außen dazugenommen werden kann abgesehen davon, dass wir es gar nicht finden würden, sondern dass es auch darum geht und vor allem darum geht, Organisationsprozesse in die Wege zu leiten. Es geht darum und das haben wir heute ja wirklich oft gehört, dass wir die Bevölkerung mit einbinden, aber auch die Mitarbeiterinnen. Die Mitarbeiterinnen müssen wissen, wo wir hingehen, und entsprechend wurde ein Weiterbildungsplan ausgearbeitet, den Maurizio Pilia äh, als solches mit seinen Kollegen äh, auf den Weg gebracht hat. Die heutige Tagung ist eine der ersten Initiativen, die wir diesbezüglich starten werden, und äh, ich darf Ihnen versprechen, dass wir uns nicht das letzte Mal hier gesehen haben. Das soll jetzt keine Drohung sein. Ähm, wir haben einen Kommunikations- Plan ausgearbeitet, der nach intern und extern gerichtet ist. Das heißt, was sollen unsere Mitarbeiterinnen wissen in diesem gesamten Entwicklungsprozess, damit sie auch gut mitgehen können und ihn auch gut steuern kann, können? Was müssen die externen Partner wissen? Sozialdienste, Freiwilligendienste. Was muss aber auch die Bevölkerung wissen, damit sie in einem doch sehr komplexen System nicht noch zusätzlich desorientiert werden? Und wir haben die Taskforce Soziales und Gesundheit aktiviert. Die wird ja äh, auch vom neuen Sozialplan als solches äh, vorgesehen und hat sich am 15. November, also vor zwei Tagen, das erste Mal getroffen und äh, ist auf dem Weg. Ich denke, wir haben heute Vormittag viel gehört. Frau Dr. Rottensteiner hat uns berichtet, was wir zur Familien- und Gemeinschaftskrankenpflege umgesetzt haben. Barbara de Rossi hat uns berichtet, was wir zur Einrichtung der Wohnortnahen Zentrale auf den Weg gebracht haben. Ich darf es vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter bringen, weil das Ganze nicht, nicht ganz so einfach ist, wie es ausschaut. Wir haben eine Software konfiguriert. Wir haben damit im August angefangen. Sie ist jetzt im November übergeben worden. Und wir haben die Mitarbeiterinnen zum einen Key-User und zum anderen die User, die das Programm dann täglich Ärzte, Krankenpflegerinnen benutzen werden. Als solches sind wir dabei, sie zu schulen. Wir haben die Ihnen bereits vorgestellte und bekannte Koordinatorin, betriebsweite Koordinatorin, das heißt alle fünf COTS, alle fünf Einsatzzentralen werden eine einzige Koordinierung haben und damit auch äh, ja, viele Synergien schaffen können und einen einheitlichen Zugang, eine einheitliche Koordinierung und auch eine einheitliche Begleitung zwischen den Settings als solches gewährleisten, was nicht ganz ohne ist. Aber ich glaube, wir haben die richtige Frau gefunden. Wir haben Visiten, also wir haben Besuche gemacht. Das heißt, wir haben von den Besten gelernt. Äh, uns ist sehr klar, dass wir hier in Südtirol nicht das heiße Wasser wieder entwickeln müssen oder wie wir heute vor, Vormittag gesehen haben, äh, das Rad neu erfinden müssen. Wir waren in Ferrara, wir waren in Bassano und haben uns dort äh, die Dinge angesehen, wie sie funktionieren. Und wir nehmen, wie Silvia Bellucci äh, vorhin berichtet hat, von überall was mit, wie es gut funktionieren kann und wie es auch nicht funktionieren kann. Wir werden jetzt mit 5. Dezember mit den beiden Einsatzzentralen in Bozen starten, zugleich auch im Unterland für den Gesundheitsbezirk Bozen. Wir werden das nächste Jahr im Frühjahr mit Meran starten, wo schrittweise alle Abteilungen ihre geschützten oder assistierten, betreuten Entlassungen in die COT einspielen werden und diese Patienten dann weiter begleiten werden, zusammen mit ihren Angehörigen. Äh, wir werden im äh, Juni, äh, Mai, Juni äh, dann auch äh, Bruneck übernehmen und zu guter Letzt kommt äh, im Herbst dann auch noch äh, Brixen dazu. Das heißt, dass wir mit Ende 23 es dann geschafft haben, werden alle fünf Kots in brozen Neumarkt, Meran, Brixen und Bruneck zu aktivieren. Wir werden angefangen, äh, wir werden angefangen mit äh, der Übernahme der geschützten Entlassungen aus dem Krankenhaus ins Territorium. Das ist aber nicht der einzige Schwerpunkt, den die wohnortnahen Einsatzzentralen als solches haben werden. Wir werden das Ganze dann in den, in den kommenden Jahren auch noch weiter ausbauen. Die Einsatzzentrale soll ja nicht nur die Übergänge vom Krankenhaus ins Territorium, sondern durchwegs auch vom Territorium ins Krankenhaus. Sie soll die Umsetzung der Betreuungsgrade als solches sicherstellen. Sie soll die Koordinierung der Nutzung der Intermediärbetten, die in den Gemeinschaftskrankenhäusern vorgesehen sind, als solches äh, koordinieren. Wie sieht es jetzt aus? Und damit komme ich dann auch schon fast ans Ende. Ähm, wir haben eigentlich die Milestones, die vom Ministerium in der Umsetzung des BNR als solches vorgesehen sind, bis jetzt. Alle gut äh, erreicht und gut umgesetzt. Das ist ein Riesenverdienst der Mann- und Frauschaft äh, auf Bezirksebene und im Zusammenspiel äh, mit dem Assessorat. Äh, wo es eine sehr, sehr proaktive und sehr konstruktive Dynamik gegeben hat, was die Definition der Raumprogramme angeht. Diese Raumprogramme sollen dann jetzt im Herbst verabschiedet werden und die Basis für die Projektierung, Ausschreibungen, Planungen dieser Bauten dann in den nächsten Jahren geben. Wir haben, wie ich es bereits gesagt habe, das Projektmanagement für die nächsten fünf Jahre ausgeschrieben und haben dann bis Ende des Jahres den. Zuschlag. Wir sind bei den Familien- und Gemeinschaftskrankenpflege auf dem Weg, haben äh, circa die Hälfte der Sprengel mit involviert und werden in den nächsten Jahren auch noch die übrigbleibenden Sprengel involvieren. Wir sind mit den wohnortnahen Einsatzzentralen in den Startblöcken. Äh, Bozen äh, wird dabei äh, der Kaviar sein und äh, uns als solches mit Sicherheit noch viel äh, lernen, was die Umsetzung angeht. Ein wichtiges Thema, das wir hier natürlich auch haben, das, sind, das ist die Palliativversorgung. Auch die Palliativversorgung ist ein Einsatzpunkt des BNR, und wir haben diesbezüglich ein Betriebsdokument ausgearbeitet, das jetzt im Herbst in allen vier Bezirken zusammen mit Dr. Bernardo vorgestellt worden ist und in Umsetzung. Geht äh, im Zuge des nächsten Jahres und uns auch dabei unterstützen wird, äh, die Zahlen in, äh, bezüglich integrierter Hausbetreuung äh, nach oben zu bringen und Patienten, äh, die, in diesen Teil der Versorgung, äh, die diesen Teil der Versorgung benötigen, eine angemessene Versorgung, eine immer angemessenere Versorgung zu bieten. Das ist der grüne Bereich. Es gibt aber auch rote Bereiche. Es gibt viele offene Punkte, weil nach einem Jahr wäre es jetzt sehr erstaunlich, wenn wir das umsetzen, was eigentlich national oder staatsweit auf, auf fünf Jahre und mit Sicherheit noch länger ausgebaut oder angedacht ist. Ähm, wir sind dabei, die Leitlinien äh, zu definieren, äh, die äh, dann äh, die Umsetzung für das Ministerialdekret 77 2022 äh, für, unser, für unsere autonome Provinz sein sollen. Äh, es wird ein Vertrag für die Ärzte für Allgemeinmedizin, der ausgehandelt in Verhandlungen ist und wo es äh, nochmal wichtige Ansatzpunkte äh, geben wird für ähm, für die Remunerierung äh, ihrer Tätigkeit, und aber auch für organisatorische, zur Ausschöpfung organisatorischer Mö äh, Möglichkeiten und zur Einbindung der Ärzte für Allgemeinmedizin und der freiwillbaren Kinderärzte. Wir sind dabei, die Leitlinien für die integrierte Betreuung auszuarbeiten und das Ganze dann auch informationstechnisch äh, zu unterstützen. Wir sind dabei, die Betreuungspfade als solches müssen Sie noch auf den Weg bringen. Wir haben ein großes Thema, was die Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und zwischen Territorium angeht und was die Informationssysteme angeht, was die Rekrutierung des Personals angeht, die soziosanitäre Integration angeht. Und es gibt dann mit Sicherheit auch noch viele offene Punkte, die den Mutter-Kind-Bereich oder die Familienberatung betreffen, den psychiatrischen Bereich, wie wir den eingliedern, wie wir die Dienstleistungsapotheken eingliedern und last but not least, wie wir Community Building betreiben, weil wir ja sehr deutlich gesehen haben, dass das Ganze nicht nur auf den Schultern der Gesundheits- und Sozialberufe lasten kann, sondern dass wir in unserer Gemeinschaft wertvollste Ressourcen haben, die uns diesbezüglich natürlich wichtige Partner in der Umsetzung sind und auch einiges an Entlastung bieten können, die wir durchwegs auch äh, nutzen möchten. Das heißt, wir sind im Progress, Work on Progress. Und ich denke, wir haben eine Reise begonnen, die mit Sicherheit mehr als 1000 Meilen umfasst. Aber jede Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Und den ersten Schritt haben wir begonnen. Den ersten Schritt haben wir begonnen mit vielen Menschen, mit vielen Menschen, die auch heute hier sitzen, wo ich mich bedanken darf, dass sie diese Schritte gegangen sind. Und ich auch weiterhin auf ihr Engagement, auf ihren Einsatz und ihren Willen zähle. Eine angemessene Gesundheitsversorgung für unsere Bevölkerung auch im nachhaltigen Sinne zu gestalten. Und wir arbeiten ein Stück weit ja auch für uns selbst. Wir werden nicht jünger und werden genau dieses Versorgungsnetz beanspruchen. Ich danke Ihnen. Bene, grazie anche di questo ultimo eh, intervento e di questo memento. Lavoriamo anche per noi. Ehm, abbiamo qualche minuto per raccogliere domande in sala o online, se ci dovessero essere. Direi che un paio di minuti ce li prendiamo per vedere se c'è qualcuno che ha eh, direttamente una domanda per i relatori che sono ancora qui presenti, una richiesta di chiarimento una presa di posizione. va schon alles so klar, gell? <ride> Wenn es noch Fragen gibt, Wortmeldungen. Altrimenti procediamo con il nostro programma e veniamo dunque al momento della tavola rotonda. Quindi vado a richiamare sul palco alcuni dei relatori di oggi. Ehm, la dottoressa Isabella Mastrobuono, prego, Marianne Siller, di nuovo sul palco, per favore. Silvia Bellucci, grazie. Alberto Ricci, lo abbiamo in eh, collegamento. Il dottor Burger, il dottor Zerz, forse ci raggiungeranno eh, ancora. Sì, sì, eccoci. E il dottor Joseph Wittmann, prego. Il nostro direttore sanitario ci ha raggiunto questa mattina. E io comincerei proprio da lei, dottor Wittmann. Eh, tra le persone sedute qui è eh, l'unico che ancora non ha preso la parola nella giornata di oggi, però ha ascoltato molto, è arrivato questa mattina presto e eh, ha ascoltato appunto tutte queste re relazioni che vengono dall'interno dell'azienda sanitaria, dall'esterno dell'azienda sanitaria, una prospettiva locale, una prospettiva nazionale, focus su altre regioni italiane e focus anche su altri stati europei. Qual è la sua prima impressione? un commento così a caldo grazie. grazie per la parola intanto ringrazio tutti i relatori per la per la veramente um, bellissima presentazione dei, dei, dei delle, delle, delle loro delle, delle loro presentazioni ringrazio il pubblico per essere qui così in, in un numero elevato e um, la mia impressione mh, è molto, um, molto positiva in, in termini di, di, di progettualità. Uh, ci rendendo, mi sto rendendo conto, conto però che stiamo passando un, un momento molto difficile. Uh, tutti noi lo sappiamo come abbiamo vissuto gli ultimi due anni e tuttavia adesso. Uh, stiamo vivendo forse una crisi anche, uh, di diverso tipo come lo era due anni fa, ma attualmente stiamo, con, stiamo subendo le, con, le conseguenze di una situazione molto particolare che nessuno di noi poteva immaginarsi. Ecco, um, pertanto il progetto è estremamente importante come abbiamo potuto... Uh, Capire dalle, dalle, dai numeri che ci sono stati presentati il progetto è, è fondamentale dal punto di vista epidemiologico. Dal punto di vista, uh, soprattutto, dal punto di vista epidemiologico. Per, per fortuna, ho visto dei dati per quanto riguarda l'alto agito che sono molto, molto uh, positivi da, da, da quel lato lì. Tuttavia, uh, uh, è indispensabile che, il, che questo piano nazionale eh, venga messo, in, 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 eh, venga dato eh, vita a, questa, a, questa, a questo progetto, in quanto le, le, le malattie croniche sicuramente eh, saranno quelle che determineranno la nostra attività sanitaria. Ich glaube, dass ähm, die, die, die kritischen äh, Punkte, die aufgetreten sind im Hinblick auf Finanzierung, aber in erster Linie auf Personal, auf, auf die Entwicklung des Netzwerkes, dass diese äh, Punkte äh, äh, extrem. Ähm, ähm, Cioè saranno delle sfide vere e proprie per, soprattutto per il management di trovare qua la strada giusta per, e qui mi allaccio la parola della dottoressa Silla, di, di fare andare passo per passo. Cioè io direi che qui non dobbiamo farci adesso intimidire da, 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 dai, dai temi di, di criticità, ma dobbiamo superare questi pensando al futuro di... di fare passo per passo e di vedere come possiamo, possiamo realizzare questo, questo, questo piano. Abbiamo eh, una massima esperta in campo a nostro fianco che ci aiuterà eh, senz'altro a raggiungere questo obiettivo, ma la parola magica che io vedo qua e eh, che ho capito da tutte le relazioni che eh, ho seguito adesso è quella della rete. E direi che questo per noi manager diciamo, sarà quella la sfida fondamentale di cercare di realizzare la rete, che sia la, e qui sono molto lieto anche del dell'esposizione del professor Ricci, non dimentichiamoci degli ospedali. Cioè stiamo tutto focalizzando adesso sul territorio, benissimo, però abbiamo bisogno naturalmente anche della, di una riorganizzazione de, della rete ospedaliera. E non dimentichiamoci cioè il sociale, abbiamo sentito più volte che il, il, il legame col sociale sarà fondamentale perché possa andare in porto alla fine eh, questo progetto. Per cui per me, me l'impegno sarà quello di cercare di fare rete tra gli attori eh, principali di, eh, che sono coinvolti in questa azione complessa che abbiamo. Che coinvolge praticamente tutta la, se vogliamo, tutta la società. Ecco, per cui mi fermerei con questa esposizione intanto Grazie, dottor Widman. Intanto e eh, si ci ha restituito, diciamo, la complessità in cui ci muoviamo. No? Appunto, la sanità, gli ospedali, il territorio, il sociale. Sembra quasi che non si sappia bene da che parte cominciare. Tanto è complessa questa rete a cui dobbiamo lavorare. Però l'azienda sanitaria di Bolzano ha cominciato, abbiamo sentito, ha cominciato su diversi fronti. Volevo chiedere a Silvia Bellucci la sua impressione. Eh, è venuta a portarci l'esperienza della regione toscana? Ha, ha sentito ora eh, cosa stiamo facendo qui e su che strada ci siamo messi? Ecco, anche la sua impressione. Allora, l'impressione è che abbiate cominciato alla grande. E perché vedo una programmazione attenta e soprattutto una programmazione a 360 gradi, cioè non finalizzata soltanto a un aspetto di quello che vogliamo costruire, ma su tutti i punti che abbiamo esaminato, che poi è quello che serve per fare rete. Quello che vorrei parteciparvi nell'esperienza toscana. È che anche noi quando abbiamo cominciato eravamo spaventati e ci siamo detti siamo pronti? No, assolutamente no. Però eh, se non si comincia non ci si. Rende mai conto di quello che possiamo fare. E l'ultima slide della dottoressa Sidney: eh, Work in progress, è, è questo: cioè si lavora giorno per giorno e si costruisce. D'altra parte la sanità, la medicina, l'infermieristica non sono scienze statiche. E ogni giorno facciamo qualcosa per migliorare. Quindi l'impressione è che partite adesso, ma credo che arriverete ben presto alla meta. Grazie. Isabella Mastrobuono è stata parte dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige, poi alcuni anni fa ha lasciato questa provincia per rispondere a un altro incarico ed ora è tornata. Cosa è cambiato nel frattempo? Cosa ha trovato al suo ritorno? Oltre ovviamente alla pandemia e a tutto quello che è cambiato ovunque. stasera non Allora Diciamo che eh, ho trovato che alcune cose, ma non è stato per colpa di chissà che cosa, ma della pandemia, si sono fermate, sono rimaste sospese, non sono però tornate indietro. Assolutamente. Sono rimaste sospese. Aveva fatto un lavoro straordinario con i pazienti diabetici. Ne avevamo ben raccolti 13.000 il lavoro dei medici di medicina generale è stato veramente incessante ed unico perché avere 13.000 persone, classificarle a seconda dello stadio di malattia, prenderne in contatto, farsi dare il consenso informato per eh, iniziare le eh, e quindi Iniziare il percorso è stata una cosa, devo dire, molto ben eh, organizzata. È arrivata la pandemia, diciamo che in quel periodo si è un po' fermato tutto, non soltanto in provincia autonoma di Bolzano. Adesso si è ripresa la marcia, ma le basi già, diciamo, in un certo senso c'erano quindi anche nell'ambito del sociale con alcune sperimentazioni. Quindi di, sono convinta che bruceremo un po' di tappe perché iniziare dopo ha degli svantaggi da una parte, ma dall'altra dei vantaggi. E quali sono i vantaggi delle che tutti ci hanno già provato, hanno sbagliato. Se noi siamo bravi, vediamo dove hanno sbagliato e non sbagliamo noi. E quindi, già questo, avere le esperienze di altri no? e vedere che cosa hanno fatto ed eventualmente dove non è andato bene, benissimo, non replichiamo la stessa cosa. Quindi il vantaggio è in questo modo chi parte dopo che sembra svantaggiato, alle volte invece può essere avvantaggiato perché brucia le tappe. Con un po' più magari di velocità e si ritrova a fare le cose più velocemente. Io di questo ne sono convinta. Perché vede, qui c'è uno spirito, eh, devo dire la verità, un, forse più che uno spirito, c'è cioè un desiderio che perlomeno io avverto. Può darsi che non sia così. Ma quello che io sento è che c'è la voglia, non di cambiare, ma di ravvivare, si può dire così. Eh, di, eh, a, di, di dire che c'è di nuovo oggi che mi stimola a lavorare diversamente e meglio, perché sono convinta che quello che stiamo creando non è una complicazione ufficio, cioè, ufficio complicazioni e affari semplici di cui noi italiani siamo... Assolutamente bravissimi. Ma è un'altra cosa: è la possibilità di creare dei percorsi lungo i quali le persone lavorano meglio, lavorano con più entusiasmo, lavorano con più, eh, eh, diciamo, anche con un riconoscimento della propria professionalità, finalmente visibile. Per tutte le figure professionali. Chiudo dicendo che l'altro giorno in televisione ho sentito parlare degli OS che comunicavano in questa trasmissione il loro dispiacere di non essere valutati, di non essere apprezzati, di non essere considerati e così via. Ebbene, io devo dire la verità, mi ha molto colpito. Non è la stessa cosa che io sento, per esempio, in provincia. Però una cosa ho imparato. Che in questo modello tutti sono importanti. Diceva questa mattina eh, eh, il rappresentante del volontariato, voglio sapere anche come la pensa la signora delle pulizie. Sembra banale, non è così, perché se si fa rete, si fa rete attenzione. Tutti i livelli, compreso anche il livello che uno dice ma che cosa c'entra? C'entra anche quello nell'attività. Ve ne accorgerete quando arriveranno le prime case della eh, comunità e quando a Pontecorvo, aprimo la prima, mi ricordo, chi ci ricordò che avevamo dimenticato una serie di cose fu proprio la signora delle pulizie che ci aveva ben seguito e aveva detto guardate che voi aprite e vi siete dimenticati uno, due, tre. Meno male che lei ci aveva seguito e che ce l'ha fatto ricordare. Sì, per quanto eh, riguarda il coinvolgimento di tutte mi viene in mente anche l'ambito del risk management eh, in cui questa azienda sta facendo eh, i suoi grandi passi e dove effettivamente il coinvolgimento è orizzontale, è eh, esteso appunto a tutte le figure professionali. Eh, si è parlato di un cambio di paradigma, anzi di diversi cambi di paradigma in realtà, ma uno di questi è quello del lavorare per percorsi, non più per funzioni. Chiedo a Marianne e Siller, siamo pronti a questa sfida? Ich denke schon. <laughs> Wir haben es vielfach bewiesen. Äh, natürlich wird das Ganze jetzt über einen so massiven Veränderungsprozess einfach noch mal äh, ja, unter Hochdruck dann als solches unter Beweis zu stellen sein. Aber mir fällt dazu jetzt eigentlich ein Sprichwort meiner Großmutter ein. Dort, wo die Köpfe Platz haben, hat auch der Rest Platz. Und ich denke, bei keinem Prozess mehr als bei diesem geht es darum, die Patienten, die Angehörigen in den Mittelpunkt zu stellen und genauestens darauf zu achten, jetzt nicht nur, was ist ihre Krankheit, sondern wie können wir sie auch in ihren Bestrebungen, was ihre Gesundheit angeht, was ihre Lebensqualität angeht, am besten unterstützen und dementsprechend nicht mehr nur reaktiv auf das agieren, was es gibt, sondern auch präventiv tätig werden und dementsprechend äh, ja einiges auch an ressourcen einsparen, dass wir dann wieder äh, für äh, andere themenschwerpunkte, für andere herausforderungen nutzen können. Ähm, mit sicherheit gibt es bei uns auch kirchtürme. die wird es wohl noch lange zeit geben. Aber ich glaube, wir sind bereit, hier alle Gesundheitsberufe, die ich sehe, ich merke auch seitens des Sozialen, ähm, seitens der Kammern, ähm, seitens der Freiwilligenvereinigungen, der Patientenvereinigungen zusammenzuschauen und diese Pfade gemeinsam als solches aufzubauen, weiterzubringen und zu stärken. Dunque un grosso richiamo a questa necessità di fare rete e di lavorare tutti verso un obiettivo comune pur consapevoli che eh, così, i campanili eh, tuttora esistono e continueranno ad esistere per un certo tempo, fanno parte diciamo del panorama in cui ci muoviamo ma nonostante questo appunto un forte richiamo in questo senso. Lo dico per il professor Ricci che ci sta eh, ascoltando eh, da remoto. E, mh, sì, perché abbiamo qui eh, in effetti la direttrice tecnico assistenziale, abbiamo qui il direttore sanitario dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige. Lei ha parlato di ehm, una. Maggiore autonomia che viene paradossalmente ora eh, concessa, diciamo così, al management aziendale. Con questa autonomia, parola peraltro che molto amiamo in alto adige, è collegata anche una grossa responsabilità. Può approfondire un po' questo concetto così che ha eh, citato nella sua relazione. Sì, eh, appunto ci troviamo di fronte a. Ha un processo di cambiamento ampio e che non si concluderà con il 2026, quando avremo terminato il, il PNRR, la fase implementativa del PNRR. Eh, allo stesso tempo, ci sono tutta una serie di, di scelte da fare, che se vogliamo, sono eh, indipendenti dal, dal fatto di avere più o meno risorse. In passato, il ragionamento era Uh, il management può fare sempre di meno perché ci sono sempre meno risorse, almeno questa era la vulgata a livello nazionale sulla sanità. Uh, oggi mh, le risorse per gli investimenti ci sono: uh, si tratta di decidere, per esempio, mh, punto uno, trasversalmente a tutta l'azienda, la, uh, cosa vogliamo digitalizzare e cosa no. Prima si parlava di servizi, del, della percentuale di follow-up che vogliamo digitalizzare, um, ma ci sono tutta una serie di processi uh, di accesso del paziente uh, ai servizi che possono essere mandati in remoto, almeno per una buona parte degli utenti, se pensiamo uh, a tutta la fase delle prenotazioni, uh, le accettazioni, le refertazioni. Su tutto questo vediamo che c'è un dinamismo, eh, sicuramente ci vogliono risorse non solo finanziarie ma anche competenze, eh, saperi, formazione, però mh, è un enorme campo di lavoro su cui il management adesso può intervenire. Per management intendo sia chi ha responsabilità apicali ma anche chi ha responsabilità lungo tutta la l'organizzazione aziendale quindi uh, da chi è un direttore medico di presidio a chi è un direttore di distretto uh, a chi si occupa di un'unità operativa a chi è un project manager mm, questo è un enorme campo in cui si può fare moltissima innovazione dove collocare il personale um, se ci sono delle sperimentazioni uh, per le quali il personale di comparto uh, le professioni sanitarie possono acquisire più peso, più responsabilità sul lato specialistico del trattamento dei pazienti, ma anche di tipo organizzativo. C'è tutto il tema importante di decidere quale paziente indirizziamo dove, perché abbiamo visto la mappa del, della, vostra, della vostra provincia. Uh, è quasi scontato che quegli osco lavoreranno con pazienti diversi. Uh, una cosa sarà l'osco del, del centro che non è il capoluogo, una cosa sarà l'osco che, che lavorerà vicino a un grande ospedale come quello di Bolzano. Eh, tutte queste scelte mh, incideranno davvero nell'offerta e, e quindi su questo il management eh, sì, si dovrà esercitare, ma... Avrà più responsabilità, più poteri, appunto, eh, e le due cose andranno di, di pari passo. Isabella Mastrobuono annuiva a queste affermazioni. Esattamente così, è proprio quello che lei ha disegnato, perché noi, a dir la verità, avendo circoscritto Mm. Lei ha detto giustamente che oltre il 2026 andiamo. Avendo circoscritto le nostre intanto prime attività, i primi 33 mila pazienti, è ovvio che noi abbiamo già fatto una distinzione di categorie, chi va dove. Ora i prossimi, il prossimo lavoro dei comprensori sarà quello di stabilire nelle future case della comunità da quali comuni, da quale afferenze dovranno arrivare i pazienti tenendo conto anche per esempio della viabilità. Eh? Intendiamoci bene perché anche la viabilità è importantissima, d'inverno piuttosto che eh, d'estate. E questo è uno dei, dei temi fondamentali. È chiaro che poi la funzione degli ospedali di comunità varierà. Sicuramente anche le modalità con le quali saranno utilizzate. Una cosa è l'ospedale di comunità di 40 posti letto di Bolzano. Eh, chiaramente rispetto invece all'ospedale di comunità che è invece più piccolo ma che comunque è un capoluogo che è Merano. E teniamo conto che gli ospedali di comunità sono una cosa, ma noi abbiamo a disposizione oltre 130 posti letto di cure intermedie che distribuiremo su quel territorio e non stiamo parlando di ospedali di comunità insistendo diciamo anche in periferia. Deve contare che qui noi andremo molto più sul modello di cui parlava la dottoressa Tozzi oggi, eh, più che puntare sempre comunque sui medici di medicina generale all'interno delle case della salute. Le vediamo, eh, vediamo i medici di medicina generale collegati con le strutture sostanzialmente e soprattutto una cosa fondamentale, noi non li possiamo togliere dalle aree più periferiche della provincia assolutamente. Già abbiamo difficoltà, ne parlavamo oggi con il direttore sanitario a trovare personale medico per la quale ci stiamo anche inventando delle cose abbastanza interessanti. Figuriamoci se gli andiamo a dire che devono chiudere gli studi per venire nelle case della comunità. Non ci pensiamo neanche per l'anticamera del cervello, insomma questo deve essere chiaro. Le case possono essere anche virtuali, come avete detto. Come è stato detto oggi, l'importante è la rete e le comunicazioni tra i medici di medicina generale, le case della comunità che le vedo di più al servizio, voi dei cittadini e dell'altra però anche del medico. Non dimentichiamoci che il direttore d'orchestra di tutta sta rete, se viene a mancare, siamo, come si suol dire, in difficoltà è sicuramente rappresentato dal medico di medicina generale che non può non esserci, altrimenti tutte le altre figure professionali non riescono ad esprimere il massimo la loro attività. È un team ed il team è fatto anche e soprattutto da loro. Questo lo dico con grande chiarezza perché purtroppo è sostanzialmente una rete che vede queste figure, no, non esiste una rete che non veda queste figure professionali, non esiste il medico di medicina generale senza l'infermiere, ma non esiste neanche l'infermiere senza il medico di medicina generale, non esiste lo psicologo senza il team, quindi team significa necessariamente, per forza, queste figure professionali, senza se e senza ma. Eh? Allora, mentre guardo la platea per vedere se ci sono domande che vengono anche dalla platea, mi viene da dire dottoressa Mastrobuono che questo è un primo successo in questo senso. Abbiamo riunito in questa sala professionalità veramente molto differenti, abbiamo ovviamente eh, infermieri, abbiamo medici ospedalieri, medici di medicina generale, abbiamo farmacisti, abbiamo biologi, eh, abbiamo personale che lavora alla formazione, e alla ricerca, presso la scuola di Seneta Claudiana, abbiamo infermieri te del territorio, abbiamo infermieri Ospedaliere, veramente, diciamo, un, come dire, un gruppo veramente variopinto e variegato che eh, tutto insieme è chiamato appunto a rispondere a queste grandi sfide che ci attendono all'orizzonte. Eh, sembra che continui a essere sempre tutto molto chiaro, per cui non arrivano domande da questa platea. Ah, c'è qualcuno? Perché cominciavo a pensare che invece fosse lo spavento che zittiva così. Prego. Buongiorno, avrei una domanda per il professor Ricci. Eh, la presentazione era molto bella. Eh, in attesa di leggere il, il documento dell'OSI, il report OSI che, che avete presentato, posso chiedere in bocconi uh, che cosa si dice, qual è il sentimento per questo PNRR? Quindi al di là delle, degli sforzi del nostro RUP che è eccezionale, così ce la faremo o non ce la faremo? Cioè, qual era il sentimento anche delle diverse regioni? Uh, è qualcosa che, che è raggiungibile, qualcosa che ci porterà in avanti? C'è il rischio che possa essere uno spreco di soldi? Posso chiederle? Eh... Io sono Laura Ciccarello della medicina di base di Merano. Perfetto, grazie. Professor Ricci, a lei la palla. Grazie per la domanda, direi che va, va dritto al punto. Ehm... Gli economisti rispondono quasi sempre dipende in realtà. Eh, <ride> e quindi anche io rispondo dipende. Um, dipende se cambiamo i servizi dentro i contenitori. Eh, è un po' quello che si diceva mh, nel corso della discussione, cioè eh, l'Europa ci ha dato dei fondi, um, ci siamo dotati un po' l'Europa, un po' il governo, uh, ci siamo dati. Um, dei cronoprogrammi, questi milestone target che ehm, ci dovrebbero assicurare il fatto che le risorse vengano spese, i muri vengano costruiti, le gare vengano bandite, che alla fine ci siano i software eh, per la telemedicina. Quindi è un processo che è molto strutturato su, sugli input per assicurare il fatto che gli strumenti per lavorare ci siano. Però in parallelo, quello che è il grande mestiere dei, dei professionisti e la grande sfida dei professionisti è capire cosa serve veramente alla popolazione in questo momento eh, e creare ehm, veramente quel, quella rete di offerta che può rispondere al bisogno che è, stato, eh, che, che è stato trovato sul territorio, che è il risultato delle analisi fatte. Eh, secondo me, sulle analisi tantissime realtà regionali, la vostra provincia, sarete attrezzatissimi. Uh, siete uh, a un, uno stadio um, iniziale, ma poi da, da quello che ho sentito oggi non così iniziale, uh, sul, sul ripensamento dell'offerta di servizi, quindi in un processo che, che è avviato in maniera fisiologica e, e positiva verso un, un obiettivo che è dare qualcosa che sia più adeguato, alle, alle domande della popolazione, domande di salute della popolazione. Eh, io vedo due rischi. Il primo eh, è quello che ho forse accennato fra le righe poco fa, che abbiamo sentito qualche volta anche già, già questo pomeriggio nei primi scambi, di fermarci ai muri e ai software e non cambiare la natura dei servizi. Eh, quindi duplicare i servizi, eh, mantenere mh, uh, il percorso del paziente è uguale a quello che era, ehm, non monitorare eh, i risultati, ma eh, solo le prestazioni, quindi eh, quanti ricoveri per esempio eh, vengono erogati, ma non se ci sono dei ritorni in ospedale dopo 30 giorni. Faccio un esempio banalissimo: no? eh, quindi, spostare la nostra metrica di valutazione, quello che valutiamo. E poi c'è un'altra grande sfida eh, che è quella della comunicazione di tutto questo. Um, e qui devo dire che il PNRR ci aiuta perché se certe volte è necessario chiudere un servizio, ricollocare una persona, um, convincere un MMG a spostarsi di studio, forse lo possiamo fare mettendo a disposizione qualcosa di diverso, di nuovo e di più bello. Mi viene in mente l'MMG che serve un'area che ormai è spopolata. Eh, lo vogliamo convincere a trasferirsi eh, in un centro di medie dimensioni della provincia. Gli possiamo mettere a disposizione un'organizzazione attorno che lo aiuta a lavorare, che gli elimina un po' di attività burocratico-amministrativa e lo concentra sulla, sulla clinica. E un po' di pazienti li sposteremo in telemedicina. Eh, due giorni alla settimana sarà nel suo vecchio studio e gli altri sarà. Nella casa della comunità, oppure viceversa, due giorni sarà nella casa della comunità e eh, altri tre sarà tre o quattro sarà nel suo vecchio studio. Possiamo lavorarci, bisogna trovare le situazioni nel micro. Eh, però queste sono le due grandi sfide: eh, pensare i servizi e riuscire a, a realizzarli utilizzando tutte le leve, anche relazionali, a disposizione. Quindi pensare anche oltre l'esistente, insomma, mettere in azione la creatività con un occhio, cioè con i piedi ben, sempre ben piantati per terra, quindi realisticamente ma creativamente. Ha citato il tema della comunicazione che anche Silvia Bellucci aveva citato nella sua eh, relazione così rapidamente, quanto conta la comunicazione, la buona comunicazione a fianco dell'organizzazione? È per me la, la domanda? No, scusi, è per, è per Silvia Bellucci che stava accendendo il microfono. Allora, questo è uno delle, degli aspetti che quando la dottoressa Mastrobuono diceva attenzione, cominciare dopo vuol dire avere il vantaggio competitivo di capire eh, chi ha cominciato prima, dove ha, fra virgolette sbagliato, comunque dove ci si può migliorare. Noi sulla comunicazione all'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà perché che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato che queste case della comunità che noi chiamavamo case della salute fossero dei grandi poliambulatori e di fatto eh, ci avevamo messo questa casina davanti e non, non, non avevamo comunicato e coinvolto la nostra comunità. Quindi le persone continuavano a venire nei nostri locali pensando di andare in un poliambulatorio. Con il tempo, cercando di ingaggiare la popolazione, e io volevo dire che la comunità è la risorsa, è il valore aggiunto, perché la comunità, al di là del fatto che ci aiuta a identificare meglio i bisogni, ci dà anche la possibilità di ingaggiare tutto un livello di medio-bassa complessità della cronicità e che possiamo trattare insieme. Faccio un esempio: noi abbiamo cominciato a lavorare utilizzando i pazienti esperti, e è venuto fuori nella relazione di chiusura della mattinata, utilizzando con il modello Stanford eh, comunità di esperti che guidati da una figura sanitaria ragionano di tutto quello che occorre per affrontare meglio la malattia prima che questa diventi a livelli di complessità più alta. E questo non solo serve per ovviamente agire prima, fare prevenzione, ma serve anche perché le persone che abbiamo ingaggiato stanno meglio perché quando la salute diventa un bene a cui si tiene personalmente e ci si preoccupa anche della salute degli altri, si, fra virgolette, sta meglio, si guarisce, non si cioè non si pensa che sia una cosa da delegare agli altri. Quindi la, comu la comunicazione è fondamentale nei confronti degli operatori e della comunità, è questa secondo me la sfida. Sono anni che si parla... ah, prego... C'è una domanda in sala? Grazie. Eh, sì, sono Crazzolara, sono diabetologa presso il servizio di diabetologia di, dell'ospedale di Bolzano. No, più che altro la mia era una considerazione anche alla luce delle interessantissime eh, relazioni che ho sentito oggi. Eh, io credo che eh, dovremmo approfittare di questa occasione. Per ricreare un modo di gestire in modo diverso il paziente. Perché, come già detto, cioè noi siamo un po' arenati ai pensieri vecchi, quindi quello che stiamo facendo, cioè il rischio che potremo incorrere, è quello di prendere i nostri modelli e cercare di spostarli dentro a questi muri. Invece dovremmo cercare di ripensare i percorsi dei pazienti alla luce delle gli strumenti che abbiamo al giorno d'oggi, quindi telemedicina, digitalizzazione, rete, eh, volontariato sociale e eh, proprio partendo dai bisogni dei pazienti. Quindi ehm, nelle, nelle bellissime, interessantissime relazioni, forse mi è sfuggito a me, però non ho visto tanto il ruolo del, del paziente nella progettualità di queste, eh, di queste case, cioè coinvolgere da subito eh, dei rappresentanti, semplice rappresentante del over 65enne che eh, ragiona con me sul percorso che lui deve fare perché come diceva anche la dottoressa Mastro Buono è la, è la signora delle pulizie che mi fa notare le piccolezze o le piccolezze, le cose che io non vedo e che di fatto alla fine sono non solo lo specchio di quello che ho costruito ma magari sono la, eh, la parte fondamentale per l'utente perché è di questo che stiamo parlando quindi quelle particolarità che fanno la differenza, più una riflessione che una domanda, ma ascoltiamo il prossimo intervento. Sì, anch'io vorrei ricollegarmi a quello che ha detto la collega. Sono Capodaglio, Ufficio Economia Sanitaria. Invece che parlarvi di soldi, però vorrei parlarvi dell'uomo cioè, in tutto questo, secondo me, bisogna, per fare quella rivoluzione copernicana di cui ha parlato, abbiamo parlato in tanti, avete parlato in tanti, bisogna mettere al centro di tutto non solo il paziente, l'uomo paziente, ma anche le professionalità, ripensare a come si fa l'assistenza. Il la community binding è fondamentale, secondo me. E, ma, come dire, nei sistemi mutualistici la stanno pensando perché la community building? Perché lì, appunto, tutti gli operatori privati. E sviluppano il loro e poi c'è il problema del collegamento. Noi dovremmo essere avvantaggiati, abbiamo il servizio sanitario, da noi opera già un servizio pubblico, più servizi pubblici, eppure questa community binding ancora è da realizzare di fatto. Quindi pensando agli interventi interessantissimi della giornata, il collega che parlava del volontariato, ehm, la rete socio-sanitaria, la famosa integrazione, eccetera, si realizzano solo se si sì, torna all'uomo se si sviluppano piccoli pezzi percorsi come dicevate voi partendo anche dai singoli problemi di salute componendo il puzzle però a me piacerebbe anche tornare sul concetto della regia quella regia è fondamentale quella regia visionaria che ha già in mente il sistema tra vent'anni e dice questi pezzi bisogna metterli insieme, così evitiamo duplicazioni, moltiplicazioni, ridondanze, così quel volontariato che nasce spontaneo su quel problema gli si dice guarda sì, mi serve questa cosa tua, vai a integrare quel pezzo che manca sul territorio e si mette tutto insieme, ma questo vuol dire che oltre che lavorare sui piccoli pezzi, Bisogna lavorare sulla regia e per lavorare sulla regia ci vuole tanta creatività, tanta visionarietà. E chi può fare questo se non gli uomini? Che... Io ho in mente la citazione di Socrate: bisogna ripartire da lì gli uomini con le loro idee questa è una provincia che ha un legame col territorio con la rete sociale la rete delle famiglie un senso di comunità di territorialità fortissimo questa cosa qui noi abbiamo siamo in potenza enormi possiamo spaccare tutto però dobbiamo e anche con pochi soldi e anche con pochi soldi però dobbiamo fare quel passaggio lì la regia Dovete curare la regia, uomini che pensino alla regia, socio, sanitario, comunità, volontariato, tutto insieme. Io ci Grazie. credo profondamente. Grazie, Grazie. si sente dall'entusiasmo con cui si è espressa, verrebbe veramente da darle in mano questo compito. Grazie mille di questo intervento che ci riporta appunto al dato umano, agli uomini e alle donne che si muovono sul territorio, agli uomini e alle donne che si muovono all'interno e all'esterno dell'azienda sanitaria. La replica subito del direttore sanitario, prego. Grazie dottoressa Capodaglio per questo intervento veramente entusiasmante. Cito un, un antico filosofo che disse in greco Pantarei, che significa tutto è in flusso e tutto cambia, non c'è nulla di, di, di fisso, tutto è in evoluzione. E soprattutto noi operatori sanitari diciamo, abbiamo percepito questo o possiamo realizzare che è vero questo detto. Uh, passa, uh, vedendo gli sviluppi della medicina negli ultimi vent'anni, o addirittura forse qualcuno di noi, almeno io, posso guardare ancora più indietro, sono stati degli sviluppi veramente entusiasmanti, e anche come qualcuno aveva detto prima, una rivoluzione copernichiana. Ecco. Uh, nello stesso modo, e questo perché è successo? Perché voi, noi. Abbiamo questa, questo entusiasmo di, 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 di creatività, di, di, di voler guardare nel futuro, di, di voler esplorare nuovi nuove, nuove terreni e, di, e perché abbiamo dentro una creatività. L'uomo è creativo, è, è, è uh, uh, curioso e questa la, sta alla base degli sviluppi e questo non riguarda soltanto l'aspetto di medicina stessa, ma anche l'aspetto naturalmente organizzativo nei sistemi sanitari. E qui naturalmente condivido: Silvia, siamo in un territorio che è ricchissimo di, di spirito di convivenza e di, 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 um, con, con un elevato tasso di, di, di uh, volontariato e uh, possiamo, sicuramente uh, abbiamo un patrimonio in questi termini. Dall'altra parte, siamo anche molto radicati e anche l'uomo è, è sempre anche statico, qualsiasi cosa succeda, uno sviluppo è sempre difficile accettare, novità organizzative sono sempre un po' uh, uh, uscire dal, dal, dal proprio, uh, dalla propria area di, di comfort è difficile, per cui sono queste le sfide con le quali noi manager dobbiamo anche um, um, confrontarci. Naturalmente uh, uh, concordo pienamente con il professor Ricci, Sono, esiste, cosa vogliamo cambiare nell'assistenza sanitaria stabile? questa è la base dei, dei, di, per, per poi realizzare il PNRR. Naturalmente, e ecco, finisco, uh, l'uomo è al centro dell'attenzione e al centro dell'attività dell anche le, per il PNRR, Uh, ero recentemente uh, uh, alla Bocconi dove è stato espresso chiaramente, cioè, voglio, mi scusi, ma si parlava delle scatole che sono state messe in piedi, ma uh, per il resto mh, insomma, si lasciava adesso al management. <ride> un po', un po'. <ride> ecco per quanto riguarda il PNR, e un'ultima um, un considerazione: um, uh, uh, mi sfugge. Non è l'ultima volta Scusate. che prende la parola, quindi <ride> no, <ride> sicuramente um, ci possiamo tornare. Ci ritorniamo tra un attimo, uh, tutto scorre, abbiamo detto, abbiamo anche detto che l'essere umano è resistente al cambiamento e questa diciamo è la grande tensione nella quale ci ritroviamo. Ho visto che c'è ancora una mano alzata lì e una mano alzata Beh, qui. Prego. Belle le idee finali di questi progetti, belle anche le filosofie, pensieri filosofici. Ma in concreto, tutta questa burocrazia, chi ce la toglie? C'è un appello, noi l'abbiamo fatto anche tramite i nostri sindacati. Tutte queste certificazioni di malattia che intasano le nostre linee telefoniche per causa del Covid, stiamo entrando nel terzo anno delle certificazioni di malattia per Covid, infinite ancora, e abbiamo chiesto un'automatizzazione. È stato automatizzato sì qualcosina, non so il 5%. Ah. Eh, se no impazziscono, scusate. Il, il 5% forse è stato automatizzato. Noi medici di famiglia non abbiamo sentito nessuna differenza. Preghiamo un segnale chiaro politico anche nei nostri confronti. Iniziamo a togliere in concreto burocrazia opprimente e schiacciante per poter continuare a seguire. E apportare le diagnosi conclusive ai nostri pazienti, cose che facciamo prevalentemente, e lo ripeto per l'ultima volta, fuori orario ambulatorio, quando terminano il fracasso di telefonate infinite, quei pochi pazienti da visitare in presenza e tutto il resto di lavoro che sono ore e ore e ore, che vi manca nel flusso perché non lo vedete, tutti quelli che hanno dubbi e domande dopo visite private che tornano da noi, sono tutti flussi che esistono e che voi non... Ha, non avete presenti ma che vi garantisco ci prendono nove ore al giorno se non dieci e sono quasi 50 ore a settimana. Grazie. Grazie a lei. La dottoressa Mastro Buono risponde mentre eh, ci apprestiamo a raccogliere la prossima domanda. Prima però la risposta della dottoressa. Sì, mh, noi stiamo eh, costruendo l'atto di programmazione, nell'atto della programmazione provinciale e che poi sarà seguito dall'accordo Abbiamo previsto anche un tavolo fisso e permanente per vedere in che modo e in che maniera è necessario ridurre la quota di burocrazia. Non ce l'hanno solo i medici di medicina generale, ahimè, perché la burocrazia imperversa ovunque imperversa in, in qualsiasi istituzione ovunque anche, lei, anche il personale infermieristico deve compilare da capo sempre le stesse cose l'altro giorno per darle un esempio dottoressa di come si possono fare le cose pragmaticamente sono venuti da me, è venuta la mia assistente, la mia vice, che era dottoressa Capici, con una montagna di richieste di genitori che avevano già parlato con il pediatra, avevano già deciso che il figlio fosse seguito oltre una certa età, eccetera, e chiedevano la mia firma, si erano già messi d'accordo il, il, il genitore con il pediatra, tutto a posto, eccetera. E io ho detto, dico, ma non firmo. Come non firmi? E perché non firmi? Scusate, c'è qualcuno che non ha mai firmato? Ah no, tutti hanno sempre firmato, allora non serve. Cioè, semplice, no? Ecco, ci sono purtroppo no, tutta una serie di cose che sicuramente si possono sfoltire. Quello dei certificati medici va affrontato in un altro modo perché certificati medici per eh, malattia, in particolare Covid, io non so quanti ne abbia lei, noi abbiamo fatto una serie di calcoli, non ci vengono numeri così straordinari, però sicuramente i certificati medici certamente si riuniscono ad un'altra serie di attività che peraltro conosco benissimo. Perché eh, c'è un'altra caratteristica che lo voglio dire, che mi fa capire bene un po' questo mondo: aver avuto un padre che io ho seguito fin da piccola che era medico di medicina generale in uno dei quartieri più popolosi eh, di Roma, che era Centocelle, dove i mutuati che lui aveva non erano 1800, ma cifre da capogiro che neanche si possono immaginare o dire oggi sostanzialmente, e che aveva quella che già oggi noi chiamiamo UCCP. Ma che a quei tempi là si chiamava un grande studio medico con sette stanze. In uno ci il ginecologo, in un altro ci l'Otorino, in un altro ci stava l'odontoiatra, nell'altra ci stava il collega più giovane che lo aiutava, poi ci stava la scopia. Ve la ricordate? Qualcuno di voi si ricorda lo, no? la scopia dove si passavano i pazienti che tu gli vedevi eventualmente, no? che non era la, la, la cosa? E poi la mattina si facevano i prelievi. Quindi conosco benissimo quel tipo di attività e quel mondo, e so anche che i professori dell'Ospedale San Giovanni, questo per raccontare la storia che si impara, no? si, si emula il proprio genitore in un certo senso, grandi professori, parlo di Maccanico, parlo di Geoffrey, parlo di professori che lavoravano al San Giovanni, il sabato mattina uscivano dall'ospedale, arrivavano dentro lo studio di mio padre e mio padre gli presentava quei 4-5 pazienti che non gli piacevano. E allora loro sceglievano, questo me lo prendo subito in ospedale, questo, quello che cos'era? Ho vissuto fin da piccola quella che è l'integrazione ospedale-territorio, quella che è la comunicazione tra ospedalieri e medici di medicina generale, la rete e mia madre era non la segretaria di mio padre assolutamente, no, l'assistente sociale, ovvero sì, era la persona dalla quale tutta Centocelle Prenestina andava per dire ho oh un problema, non so come devo fare, non c'ho questo, non c'è quella, e naturalmente lei riportava puntualmente a mio padre, il quale diceva, io fino a un certo punto arrivo, e allora lei metteva in moto la rete de a carità, a chiesa, il prete, il volontariato, la cosa, eccetera. quindi per dire che no, noi stiamo, eh, dottor Ricci, facendo una grande, una grande discussione per tornare, chiedo scusa, un po' indietro nel tempo, Ma quando c'erano no, certe attività, che stiamo facendo un, un passaggio indietro tecnologico verso un mondo che era molto più unito molto più solidale, molto più eh, vicino e risolveremo anche questi problemi di burocrazia, sicuramente li sfoltiremo, non riusciremo a togliere tutto, ma le posso garantire che li sfoltiremo, a cominciare dalla mia firma che da domani non metterò mai più. Bene, al sapore di una promessa, c'è ancora una domanda qui in sala. No. Ich habe noch eine Frage oder eine Reflexion, die ich heute in dieser Journale gemacht habe. Jetzt rede ich Deutsch weiter. Ja, bitte uh, kurze Vorstellung. Ja, Gundula Gröber, Pflegedienstleiterin, Krankenpflegerin. Uh, ich kann sagen, ich arbeite jetzt 40 Jahre in diesem Sanitätsbetrieb, erst da mit anderen Benennungen. Und ich muss sagen, heute lebe ich in einem Sanitätsbetrieb, der sehr lebendig ist. Und ich denke, er ist lebendig, weil wir einmal auf einer Seite die Multiprofessionalität, das heißt die verschiedenen Akteure der Professionen und auch, ich sage jetzt nicht nur die Sanitären, auch Administrativen einfach eine Geltung geben, weil wir sehen, damit wir wirklich eine Antwort den Bürgern können geben, ist das ausschlaggebend. Auf der anderen Seite ich, muss ich sagen, hat unser Betrieb auch mit der Entscheidung des Accreditation Canada so einzuführen, haben wir die Möglichkeit gehabt, mal äh, Reflexionen zu machen gegenüber Kriterien, wo stehen wir. Und ich habe gesehen, dass das Accreditation Canada ganz im Zentrum eigentlich den Patienten, die Familie setzt und auch das ganze Netz der Freiwilligen, Freiwilligen auch den Sozialbereich und so. Und ich denke, wir hatten Momente, wo wir uns auch konnten loben. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir in dieser schweren Zeit, was wir uns hier befinden, zwischendrin auch mal sagen, was wir geschafft haben, welche Entwicklung wir gemacht haben, weil ich denke, das soll nicht. Ich denke, wir haben eine gute Grundbasis jetzt durch diese Finanzierung, ich sage diesen Donald Duck da mit den ganzen Geldern, dass das Innere dieser Bauten zu konstruieren, das heißt innen. Akteure zu sein und ich denke ganz das Wichtige ist einfach, ähm, dass wir ähm, die, die Beziehungsebene als Schwerpunkt sehen. Ich denke unser Betrieb hat auch Relationship-Based Care als, äh, als, äh, sagen wir, als Richtung, als, wie sagt man, als Kultur, professionelle Kultur, Kultur des Zusammenseins auch äh, als Schwerpunkt gesetzt. Uh, wo ich als Pflegedienstleiterin, ich sage, ich bin im Management drin, da muss ich ja auch mit Zeit kalkulieren, mit Ressourcen kalkulieren, mit Kosten kalkulieren, aber auch mit Qualität, die an Patienten, an der Familie ankommt. Und uh, das müssen wir meistern. Diese zwei parallelen uh, Kriterien, an denen wir uns müssen orientieren, dass die auch parallel auch bewertet werden. Weil ich denke auch äh, die familienzentrierte, der Ansatz, der familienzentrierten Pflege, da haben wir gesehen, dass durch diesen Entwicklung der Kompetenzen in der Krankenpflegerin, äh, die Familie auch wieder mehr Verantwortung zu geben. Das ist nicht immer leicht von unserer professionellen Seite her, weil wir erkennen die Bedürfnisse der Person, wir erkennen die, die Risiken der Person und tun uns dann oft schwer, äh, gewisse Entscheidungen, was die Familie oder die Person selber trifft zu akzeptieren und sie trotzdem zu begleiten, das heißt, imstande sein mit ihnen zu bleiben und uns nicht zurückzuziehen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe eine große Chance und ich bin stolz, dass man dass ich auch kann teilnehmen an dieser Entwicklung, auch wenn sie zum Teil zwischendrinen, ja, wo man sagt, oh je, wie soll das weitergehen. Grazie, quindi Ovviamente ricordare la fatica quotidiana eh, anche del lavorare in un'azienda che sta cambiando ma anche la soddisfazione per i traguardi già raggiunti e la soddisfazione soprattutto di essere in un'azienda eh, vivace, le bandic, no? un'azienda che si sta muovendo e che sta eh, cercando comunque eh, soluzioni. Un richiamo forte anche a eh, puntare l'attenzione sulle relazioni all'interno dell'azienda e ovviamente anche nei confronti del paziente e della sua famiglia che rimangono comunque il tasti. Eh, Prinzipale di tutto questo lavoro Vedo nel frattempo, che c'è un'altra richiesta di intervento. Prego. Uh, guten Tag, mein Name ist Koflo Bettina, ich bin Hausärztin vom Ritten und ich habe eine Frage. Soweit ich verstanden habe, weiß man noch nicht genau, wer in diesen Gemeinschaftshäusern Casa della Comunità arbeiten wird. Konkret meine Frage ist: Wann weiß man das denn ungefähr und wer legt das fest? Nun molto konkretamente, eh, chi lavorerà all in di queste case della Comunità e quando si sapra esattamente? Marianne Siller, prego. Also, ich denke, man weiß, wer in diesen Häusern arbeiten wird. Das äh, Ministerialdekret äh, 77 gibt uns diesbezüglich ja auch Personalschlüssel vor. Ähm, was wir im Moment vielleicht noch nicht so genau wissen und wirklich gerne im Detail wissen möchten, ist das, was vorhin Frau Dr. Mastrobono auch erklärt hat. Äh, ich denke, wir haben in Südtirol nicht überall die gleiche Klientel und äh, wir müssen die Versorgungssysteme auch auf die Bedürfnisse anpassen. Und diese Bedürfnisse sind in der Stadt mit Sicherheit nicht dieselben wie auf dem Ritten, auch auf dem Seiser Hochplateau, im Finchgau äh, oder im, im Gardertal. Und diese Abstimmung, Brauche ich jetzt mehr Fachärzte? Wie kriege ich die Ärzte für Allgemeinmedizin in die äh, Gemeinschaftshäuser? Müssen sie physisch vor Ort sein oder können sie zu einem Teil auch einfach digital verbunden sein? Welche Art von Patienten möchten wir oder müssen wir aufgrund der bestehenden Bedürfnisse in den jeweiligen Gemeinschaftshäusern versorgen? Diese Abstimmung gilt es jetzt auf eine seriöse Art und Weise ins Detail zu definieren. Ähm, aufgrund der Schnelligkeit, äh, wie das Ganze auf uns zugekommen ist, war das bis jetzt nicht möglich. Und äh, ich denke auch das Dekret selber geht jetzt nicht in diese Details hinein und da liegt es an uns allen das gemeinsam dann als solches auch zu gestalten. Die Entscheidung liegt hier. Die Entsche also äh, die vier Betreuungspfade haben wir als solches geklärt und äh, äh, der Rest denke ich ist das jetzt nicht nur äh, apprezzato tantissimo quello che ha detto Silvia Capodaglio in termini di cabina di regia, però la cabina di regia è senz'altro importante äh, come guida. Se però dietro non c'è una squadra allineata, questa cabina di regia è ben presto da sola. E io penso il malessere che ha espresso la collega ci indica in modo chiarissimo che non possiamo proseguire come abbiamo fatto. Io adesso lavoro in questa azienda per, da 25 anni e devo dire che... Eh, Nonostante un po' di lentezza, nonostante l'atteggiamento che mh, ognuno preferisce un po' eh, di stare nel suo silo, e eh, il dottor Widman prima l'ha eh, descritto come comfort uh, zone, sappiamo tutti benissimo che eh, lo sviluppo avviene solo attraverso la crisi. E questa crisi di adesso dobbiamo sfruttarla. E io penso, sfruttandola, perché conoscete tutti e due, cioè mh, conoscete tutti quanti eh, la storia eh, del, dei lupi che combattono in un essere umano. E questi lupi li sentiamo, li abbiamo sentiti. Ce n'è uno molto cattivo che è stufo, è stanco, non vuole più andare avanti perché oramai ha tantissimo vissuto alle spalle. Dall'altro lato c'è quello che dice, ma... Chissà, ci sarà un futuro migliore. Ci guadagneremo qualcosa nel stare insieme. Sta a noi decidere, penso, verso che direzione vogliamo andare. Di certo, la direzione del non voglio e devo è molto più pesante che: andiamo a vedere un attimo cosa ci potrebbe portare questo futuro. Hanno il sapore di parole conclusive, <ride> queste eh, appena dette, ma eh, visto che il tempo ancora non è, non è terminato, quello è a nostra disposizione vogliamo veramente sfruttarlo tutto fino in fondo. Guardo ancora la platea se qualcuno. Vuole intervenire e poi inviterei eh, i relatori qui presenti, anche il professor Ricci che ha collegato prima di andare. Sappiamo che eh, alle 5 deve lasciarci per altri impegni. Eh, vi pregherei appunto un ultimo giro di impressioni, un messaggio che eh, vogliamo concludere. Mi dicono dalla regia che c'è un messaggio ancora da Stefano Mascheroni, centro di tutela dei diritti del malato, quindi ancora un intervento lo raccogliamo, lo leggo. Alcuni punti per riflettere, se possibile avere un feedback da qualche relatore. Come ha anticipato il dottor Engel, è e sarà fondamentale investire sulla collaborazione e comunicazione tra i medici di medicina generale e gli specialisti, ma tutt'oggi non c'è una grande relazione, un grande scambio professionale. Questo va a riscapito della qualità del servizio offerto al cittadino. È e sarà fondamentale investire sempre più nella relazione medico di medicina generale e paziente. Nel settore dei cronici, tutti i dati statistici, gli studi indicano che una non corretta ed empatica relazione tra medico e paziente porta ad un peggioramento dell'aderenza alle terapie, lo ha eh, sottolineato anche il professor Ricci. Sarebbe molto importante infine che in tutte le forme di indagine e di analisi del territorio venissero coinvolte le associazioni di tutela dei pazienti, che sono un reale concreto termometro del territorio stesso. Oltre che essere utenti esperti come centro di tutela dei diritti del malato alto adige, siamo forti sostenitori di tutto questo. Intanto grazie appunto per questo messaggio che eh, ci arriva grazie allo streaming di, questa, di questo intero convegno. Vi ricordo che il convegno poi sarà recuperabile visto che è stato tutto completamente registrato sulle piattaforme dell'azienda sanitaria, quindi internet, il profilo YouTube, eh, tutte. Sapete meglio voi di me dove andare a cercarlo. Bene, dicevo, un uh, giro conclusivo da parte dei nostri relatori. Cominciamo col professor Ricci così poi lo lasciamo. Uh, libero per i suoi ulteriori impegni. Prego. Grazie. Beh, prima di tutto vi, vi ringrazio per, per questo tempo passato assieme, ehm, perché è sempre eh, molto interessante vedere come i singoli contesti si stanno rapportando a, questo, a questa stagione di, di novità. E, e da oggi eh, mi, porto, mi porto a casa eh, un'impressione rafforzata sul fatto che, che questo frangente, pur con tutti i limiti del PNRR, stia portando un dinamismo. Eh, ci si fa qualche domanda in più su come si lavora, su cosa vuole il paziente, eh, su quali sono i nostri principali problemi. Io credo che questo possa essere anche un punto di partenza. Eh, capita spesso anche in aula. Eh, le, le persone che, che mi trovo in aula, che spesso sono, sono medici, sono infermieri, ehm, iniziano mh, lamentandosi delle cose più pesanti del loro lavoro. Questo va bene. Mh, è il primo passo per dire che cosa vorrei cambiare prima di ogni altra cosa. L'importante come si diceva poco fa. Secondo me avere l'ottica giusta nel dire adesso capiamo assieme assieme a, alle persone che possono fare qualcosa per questa situazione eh, come, um, come cambiare, come cambiare in meglio. Quindi io direi che eh, il PNRR è una straordinaria occasione per fare critica costruttiva eh, perché finalmente si può anche fare qualcosa, non ci si, eh, non ci si ferma alla lamentela che è un po' la tentazione di tutti ma credo che ci sia più occasione che in passato di passare alla fase operativa e di fare qualcosa di concreto per migliorare come si lavora e come si impatta con i pazienti grazie funziona ancora sì <ride> grazie mille professor ricci dottoressa bellucci a conclusione di questa giornata ricca di spunti, di relazioni e di, di confronti anche? Allora, io vorrei fare il focus su queste parole, sono state dette. Coraggio, crisi, opportunità, ma anche eh, creatività. E le strutture devono essere pensate in modo contestualizzato. Le strutture devono essere adattate ai territori. Vi faccio un esempio. Noi, eh, come dicevo, abbiamo poca densità di popolazione, però delle caratteristiche orografiche abbastanza importanti. Anche da noi c'è la montagna, abbiamo il mare, abbiamo le isole, eccetera, eccetera. In una casa della salute i medici di medicina generale hanno deciso di stare dentro, mettendo a disposizione. Due ore ciascuno del loro ambulatorio garantendo la presenza dalle 8 alle 20 e mettendo in comune i dati di tutti i loro pazienti. Quindi, che cosa è successo? Che l'assistito, il, il paziente, come lo vogliamo chiamare, poteva decidere se andare allo studio del medico di medicina generale nel paesino X perché gli tornava più comodo, oppure poteva andare in casa della comunità, poteva avere una risposta al bisogno, non era sicuro di avere il suo medico, ma sicuramente aveva un collega, un medico, che conosceva il suo caso, che aveva accesso ai suoi dati e che gli poteva dare una risposta. Quindi questa è una delle soluzioni percorribili. Per cui, voglio dire, abbiamo sentito frasi, Seneca, mi viene in mente eh, Einstein che dice: La mente è come un paracadute, funziona solo quando è aperta. E così direi. Bene, un invito dunque. Ancora alla creatività mi viene in mente tra il resto che il professor Ricci ha citato anche oltre al fatto che abbiamo citato appunto filosofi e scienziati in questa tavola rotonda ma il professor Ricci appunto ci ha fatto vedere un grafico in cui si mostrava bene come eh, il livello culturale anche no? impatta sul bisogno di salute che poi ciascun individuo esprime, viene quasi da pensare Marianne Siller che si tratti ancora una volta di aprire ulteriormente quindi non solo eh, sociale, sanitario ma veramente territorio nel senso più ampio del termine, con tutta la sua offerta. Eh, eh, parole sante. Allora, io penso oggi, eh, cioè, abbiamo avuto la prima volta eh, l'occasione, l'opportunità eh, di condividere queste idee, questi pensieri. È una prima volta, non è l'ultima. E io penso. Cioè, Solo a, a sentire l'energia che è in quest'aula e no, non voglio neanche insomma, immaginarvi, immaginarmi cosa pensano le persone al di fuori di quest'aula non solo all'interno dell'azienda sanitaria ma anche all'interno degli, degli ambienti sociali dei servizi sociali delle residenze per eh, anziani eh, il volontariato e se poi andiamo avanti il, il cittadino eh, della, della nostra provincia. Um, Torno un po' all'ambito che dirigo io, che è l'ambito tecnico assistenziale, che è fatto non solo di infermieri, ma è fatto di, di, delle professioni della, della prevenzione, degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari, laboratorio e, e radiologia e di tutte le professioni della riabilitazione, delle quali forse oggi... Abbiamo anche sentito poco, anche se in termini di, di riabilitazione domiciliare, senz'altro possono dare anche loro un grandissimo eh, cioè, eh, contributo. Io so che scalpitano, io so che vogliono partire, e io so dell'importanza della cabina di regia che aveva accenato Silvia Capodaglio. La regia, la regia, non la cabina di regia, la regia. Ci vuole un cambiamento culturale a tutti i livelli, uh, a livello di management, non lo escludo, eh, a livello di top management, middle management e ovviamente poi anche a livello dei, dei singoli collaboratori che non devono rimanere dentro nei loro silo. Starà noi a chiamarli fuori, starà ai collaboratori. Voler Grazie. Continuiamo questo giro conclusivo. Dottor Wittmann, il management è interpellato in maniera forte in questo momento di cambiamento e in questa opportunità che appunto il Piano Nazionale ci offre. Grazie. Sì. No, per me la, la, sono da tanti anni chirurgo. Per me, alla fine della fiera, conto il risultato. <ride> per cui eh, direi che eh, noi dobbiamo concentrarci veramente sulle sfide che, eh, che ci aspettano. E qui vedo la, veramente, mi eh, allaccio alla collega che ha chiesto prima chi entra in queste case della comunità e nelle, nelle ospedali della comunità. Sarà proprio il contenuto di personale e il ruolo di queste strutture la sfida più grande a mio avviso che dobbiamo, dovremmo risolvere. La criticità, qui mi allaccio a, a, alla rete che io eh, spero di realizzare, la criticità per l'operatività di una rete funzionante è una criticità che, di cui soffriamo da tanti anni qua nella nostra provincia eh, che è praticamente la rete eh, informatica che deve essere in grado di eh, essere lo strumento valido per i medici di medicina generale, per l'azienda, per tutte le parti che sono coinvolte per, eh, per, per far rete dal punto di vista operativo. Per cui per, secondo, a mio avviso queste sono le, le sfide più grandi per la realizzazione di questo progetto. Mille grazie. La digitalizzazione è un tema che sempre torna e che è effettivamente la base, è una delle basi importanti per costruire questa rete. La dottoressa Mastrobuono, si è parlato tanto, ovviamente parlando di territorio, anche di medici di medicina generale: hanno preso la parola, hanno portato le loro eh, istanze. Con quale sguardo guardiamo ai prossimi mesi, al prossimo futuro? Dovrei essere la persona sbagliata alla quale domandarlo perché sono una irriducibile eh, ottimista. Incredibile. Dinanzi alle situazioni più assurde, dinanzi alle situazioni più gravi che leggo, che vedo, mio marito dice allora tu che dici? Tu vedi che adesso te la sistema. Appena l'uomo è sull'orlo di un qualche cosa, improvvisamente cambia. Sente che deve deviare il percorso. La pandemia è stata drammatica. Ci ha messo tutti dinanzi all'orlo di un baratro. Pensavamo di caderci dentro. Non ci siamo caduti. Allora vuole dire che sicuramente perché non ci siamo caduti? Perché l'umanità si è data da fare e i vaccini e le organizzazioni. Chi, chi sapeva nulla durante la pandemia zero? Eravamo più, nello zero assoluto, o sbaglio, non sapevamo neanche. Non dico che pesci prendere, ma neanche da che parte girarci. Cosa facciamo oggi? Ci boh. si siamo alzati e siamo andati chi nel nostro piccolo chiedendo al collega, organizzandoci laddove non sapevamo né dove stavamo andando, mettendo a rischio la nostra vita, la vita di tutti, eppure lo abbiamo qualcuno, ci ha rimesso la vita, e come? Eppure non siamo finiti nel baratro. Questo significa che siamo pronti ai cambiamenti e dopo quello della pandemia che ci è capitato, questo chiudo così per sorridere un po'. È una passeggiata. Bene, concludiamo così questa giornata. Grazie mille a tutti quelli che hanno contribuito ad organizzarla, a chi ha avuto l'idea, a chi poi l'ha messa in pratica, ai traduttori che ci hanno accompagnato lungo queste ore, a tutti i relatori. Ai relatori che hanno messo a disposizione le loro eh, esperienze, le loro riflessioni, ai tecnici che hanno assistito, ci cioè hanno assistito eh, con la tecnica che sappiamo è fondamentale. E concludiamo questa giornata forse con un po' più di voglia di così, volgere lo sguardo verso quella parte di noi che è curiosa no? e che vuole andare a vedere come sarà come sarà questo prossimo futuro. Beh, in parte lo costruiamo anche noi. Grazie a tutti di essere stati qui, alla prossima.